Random Audiolibri presenta Ritorno al futuro di George Gipp, tratto dalla sceneggiatura originale di Robert Zemeckis e Bob Gale. Capitolo 1. Nel soggiorno di una tranquilla casa nei sobborghi residenziali, ecco una famiglia tipica. Il padre legge il giornale della sera e non sa che il disastro sta per colpire. La madre lava i piatti della cena e ignora che tra pochi secondi il loro mondo sarà ridotto a un turbine di frammenti e di detriti disintegrati. I figli sono nelle rispettive stanze a fare i compiti e non immaginano che rimangono loro soltanto pochi attimi di vita e che non dovranno più preoccuparsi degli studi. La forza più immane creata dall'uomo sta per scatenarsi contro di loro e non sono in grado di fare assolutamente nulla per evitarlo. 5. 4, 3, 2, 1. Vi fu un lampo abbagliante e la famiglia senza nome fu avvolta da una vampata d'energia che annientò tutti, deformando bizzarramente le figure prima di separare i corpi dalle teste, le braccia dai busti, le gambe dagli addomi. La casa, che sembrava così solida, si accartocciò e si trasformò fulmineamente in una valanga di fiamme. Un vortice di vento irresistibile trascinò i brandelli delle salme, dei mobili e dell'intonaco in un'orribile massa turbinante risucchiata dall'atmosfera torturata. Poi venne un lungo istante di silenzio e il fragore dell'esplosione si spense in un'eco sommessa che evocava la fine della vita sul pianeta. Gli studenti non sembravano troppo impressionati da quello spettacolo violento. Nessuno manifestava segni visibili di sbalordimento, d'orrore o di intensa partecipazione emotiva. Tuttavia l'annunciatore, che probabilmente era morto da moltissimo tempo, continuò a snocciolare il commento del documentario sull'energia atomica realizzato intorno al 1955. Avete appena visto come questa forza immane sia capace di distruggere completamente una società impreparata a servirsene. Per tale ragione, molti si sono opposti all'utilizzazione di qualunque forma di energia atomica, ma ormai è troppo tardi per tornare indietro. Le potenziali capacità benefiche di questa energia sono di gran lunga maggiori di quelle malefiche. Una fonte di energia preziosa, che forse un giorno sostituirà quella prodotta dal carbone o anche dalle centrali elettriche tradizionali. Quasi tutti gli studenti ascoltavano con un orecchio solo quella lezione illustrata. Era tardi, troppo tardi per impegnare completamente l'attenzione. E del resto tutti avevano visto altre volte il documentario. Alcuni pensavano ad altre cose, altri scarabocchiavano disegni sulle copertine dei libri nella semioscurità. Uno degli studenti, il più audace e intraprendente, ascoltava in cuffia musica rock. Teneva gli occhi socchiusi e doveva compiere uno sforzo di volontà per restare immobile e non seguire il ritmo. Ma accettava quella limitazione mentre le sue labbra formavano in silenzio le parole della canzone. Voglio il tuo amore. Gli scienziati prevedono che prima dell'anno 2000 almeno una metà delle case in America funzionerà grazie all'energia atomica. Voglio stringerti tra le braccia, voglio stringerti a me. Vi saranno automobili atomiche, con motori non più grossi di una ghianda. Le navi dotate di dinamo nucleari potranno viaggiare senza rifornirsi di carburante per periodi indeterminati, forse addirittura per un anno. Infine, l'idea che giganteschi razzi energia atomica possano giungere fino alla Luna e ancora più lontano non apparterrà più alla fantascienza e si trasformerà in realtà. Dammi ancora una possibilità. Ti prego, alzati e balliamo. Ecco la nostra occasione, la grande occasione della nostra esistenza. Dammi ancora una possibilità. Non dobbiamo mancarla. Facciamo ancora un ballo. Il commento musicale del documentario terminò e fu seguito da crepiti smorzati del proiettore e poi dall'assolo di una voce baritonale. Facciamo ancora un ballo. 20 teste si voltarono verso chi stava cantando. Purtroppo una delle 20 era la testa del signor Archie, il professore di scienze sociali. Il suo senso dell'orientamento gli rivelò subito che era Marty McFly a cantare, ma l'accentuata miopia gli impediva di averne la certezza. Anzitutto non vide Marty che si toglieva con destrezza la cuffia e la riponeva all'interno del libro cavo dove stava anche un piccolo ma potente Walkman. E il signor Archie non vide neppure il sorriso d'intesa che Marty scambiò con Jennifer Parker, la graziosa 17enne seduta accanto a lui. «Che cos'era, McFly?» chiese il signor Archie in tono di sfida.
Niente, signore. Ho detto solo che spero che tutti noi potremo fare ancora un ballo. Già. Per un lungo istante il signor Archi scrutò il giovane, cercando un segno di arroganza e di ribellione che avrebbe potuto sfruttare come motivo per una punizione. Cantare in classe era sufficiente, ma persino il signor Archi pensava che si potesse chiudere un occhio per un unico verso, se non era stato niente di più. Fissò sul giovane McFly il suo sguardo più intimidatorio, nella speranza di gettarlo nel panico e di indurlo a confessare o a comportarsi con un'insolenza punibile. Invece, la bella faccia incorniciata dei capelli bruni un po' lunghetti si limitò a ricambiare lo sguardo con tranquillità esasperante. Dopo un momento di indecisione, il signor Archi fece marcia indietro, con tutta la buona grazia di cui era capace. Dunque, come tutti voi avete potuto vedere nel documentario, a quei tempi le opinioni nei confronti dell'energia nucleare erano piuttosto diverse. Fu interrotto dall'intenso fruscio che precedeva sempre gli annunci trasmessi attraverso l'antiquato sistema di altoparlanti della scuola. Marty McFly, per favore, in segreteria! Borbottò la voce appena intelligibile. Una telefonata urgente per Marty McFly. Deve essere il mio agente! Bisbigliò Marty a Jennifer e agli altri a portata d'udito. Per prudenza restò al suo posto fino a che un cenno riluttante del signor Archi lo liberò dal dovere di restare immobile. Prese i libri e uscì in fretta dall'aula. Nel corridoio semideserto, Marty non sapeva se rallegrarsi per aver potuto piantare in anticipo la lezione di Archi o preoccuparsi per l'eventualità che la telefonata riguardasse qualcosa di grave. Che cosa poteva essere successo? Una disgrazia in famiglia? A 17 anni aveva sempre vissuto un'esistenza serena e non aveva premonizioni di qualche disastro. E del resto era un tipo ottimista e gioviale e non era portato a vedere la vita in una prospettiva tetra. Ma poi, mentre si avvicinava alla segreteria, fu assalito dal timore della calamità peggiore che quel giorno potesse arrecare: l'annullamento dell'audizione del suo complesso. No, fa che non sia così! Si accorse all'improvviso che il suo passo era accelerato, stava quasi correndo. Il complesso era tutto. Almeno per il momento era la sua occasione per essere diverso da tutti gli altri. Era la sua occasione per eccellere, conquistare amicizie e influenzare gli altri. Sapeva di avere talento e c'era la possibilità che diventasse un divo del rock. Eppure c'era anche qualcosa di più profondo, un senso di libertà quando suonava con il suo gruppo. Nei momenti in cui andavano davvero bene, provava la sensazione di fare qualcosa di nuovo, di sfiorare il disastro e di uscirne non soltanto indenne, ma anche glorificato. Era come un'esperienza extracorporea che gli dava un senso di imponderabilità, la certezza che il mondo non esistesse al di fuori della sfera creata dalla sua musica. Jennifer era sensazionale, naturalmente. Era cotto di lei e sentiva addirittura di amarla, nel significato più adulto del termine. Era bella e divertente, e amava la sua musica. Eppure, in un certo senso, per Marty contava meno dell'esperienza musicale. Forse, con l'andare del tempo, sarebbe diventata immensamente più preziosa, ma per il momento Jennifer apparteneva a questo mondo, e la sua musica a un altro. Nella segreteria regnava la calma. C'erano soltanto le impiegate e uno studente seduto in un angolo dell'anticamera. Tuttavia le segretarie continuarono a occuparsi delle loro faccende per più di un minuto, prima che una di loro si degnasse di alzare gli occhi e di prestare a Marty un minimo d'attenzione. «Telefonata urgente per me!» La cinquantenne grassoccia, di cui non aveva mai imparato il nome, gli accennò di avvicinarsi e di usare il telefono sulla sua scrivania. Quindi, con studiata compitezza, si trasferì a un tavolo più lontano per lasciarlo telefonare in santa pace. Un atteggiamento molto diverso, però, era quello di Gerald Strickland, l'intransigente della scuola, che prendeva sul serio il suo lavoro come il direttore di un carcere. 5 minuti prima era stato lui a ricevere la telefonata cosiddetta urgente. Doveva essere fasulla, aveva pensato subito. L'agitazione della voce d'uomo che chiamava aveva un suono decisamente falso. Strickland si considerava uno studioso dell'umana natura, maestro nel riconoscere ogni manovra ingannatrice. Sebbene avesse più di 60 anni e si avvicinasse alla conclusione della sua lunga carriera nell'ambito dell'istruzione, amava la quotidiana battaglia intellettuale con i giovani egocentrici, maschi e femmine, che lo consideravano un ostacolo maligno ai loro capricci.
Strickland sapeva che ridevano le sue spalle, lo prendevano in giro perché portava un cravattino a farfalla e lo consideravano un tiranno. Ma, per Dio, non ridevano più quando li guardava in faccia. Non si azzardavano a fare i furbi quando li interrogava. Sapevano che aveva il potere di amareggiare almeno temporaneamente le loro esistenze e quindi lo rispettavano. Ora sincronizzò i suoi movimenti con quelli di Marty McFly, che poteva scorgere attraverso la porta socchiusa, e prese il ricevitore del suo apparecchio nello stesso istante in cui il ragazzo faceva altrettanto. Pronto? Marty, sono io! Doc! Per un attimo Strickland fu assalito dal dubbio. Doc? Possibile che chi aveva chiamato fosse davvero un medico e stesse per comunicare a McFly un'autentica emergenza? Se era così, non solo gli sarebbe mancata la possibilità di affrontare e punire quel giovanotto, ma si sarebbe incrinata la fiducia nella sua capacità di fiutare e smascherare gli inganni. Tuttavia, il dubbio svanì con la stessa rapidità con cui l'aveva assalito. Il tono di McFly era troppo disinvolto. Quanti erano gli adolescenti che chiamavano Doc un vero medico? No, era un modo di esprimersi troppo familiare. Quel Doc, chiunque fosse, era un amico personale. Strickland il Segugio era sulla pista giusta, dopo tutto. Ti avevo raccomandato di non telefonarmi mai qui. Sono a scuola. Lo so, ma dovevo assolutamente mettermi in contatto con te. Perché? Cosa c'è di tanto importante? Vedrai. Ascolta, puoi raggiungermi alla fattoria Peabody verso 1:15? Fattoria Peabody? Dov'è? Scusami, volevo dire Twin Pines Mall. Per me è ancora la fattoria di Peabody, ma immagino che lo fosse prima che tu nascessi. Marty guardò il grande orologio sulla parete. Ma il 1:15 è già passata. 1:15 di notte! Di notte? Fra 10 ore! Già! Gerald Strickland sorrise. Era chiaro, nonostante la conclamata urgenza, si trattava di qualcosa che poteva attendere fino a che il ragazzo avesse lasciato la scuola e fosse arrivato a casa. Aveva visto giusto, pensò con orgoglio. Era ancora in grado di mettere nel sacco quelli che avevano quasi 50 anni meno di lui. Fammi capire, vuoi che ti raggiunga Twin Pines Mall a 1:15 di domattina? Appunto! Ho ottenuto un risultato decisivo e avrò bisogno della tua collaborazione. Gerald Strickland annuì. Sì, invitò tacitamente. Si spieghi meglio. Qualunque cosa fosse, aveva tutta l'aria di essere una faccenda poco pulita. Probabilmente illecita. Quasi tutti gli studenti erano molto pigri e non era probabile che fossero già svegli a quell'ora antelucana. Che cosa stavano perpetrando? Si umettò le labbra, affascinato dalle prospettive dischiuse da quella telefonata che era giunta a riscattare una giornata noiosa. Ma l'individuo che si faceva chiamare Doc doveva essere un tipo diffidente e non era disposto a confidare altro a McFly e, indirettamente, anche a Strickland. Senti, ti fornirò tutti i dettagli al momento opportuno. D'accordo. Oh, Marty, a proposito, auguri per la chiassata di questo pomeriggio. Come fa a saperlo? Ma dall'altro capo del filo gli rispose soltanto un clic. E poi il silenzio. Chiassata! Ripeté fra sé Strickland. Aveva sentito usare altre volte quella parola, certo. Di solito si riferiva in gergo a qualcosa che aveva a che fare con la musica. Ma l'aveva sentita usare anche in modo meno definito. Forse Marty McFly era coinvolto in una faccenda tanto sporca che era necessario parlarne in una specie di codice segreto. Ma non aveva importanza. Quel pomeriggio McFly non avrebbe partecipato alla chiassata, neppure se fosse stata la più innocente del mondo. Gerald Strickland posò il ricevitore e uscì dall'ufficio. Raggiunse Marty nel momento preciso in cui il ragazzo stava lasciando la segreteria. «Un momento!» Marty si fermò a guardarlo con l'aria di non capire. «Hai finito con la telefonata urgente?» chiese Strickland mentre un sorriso gli sfiorava gli angoli delle labbra sottili. «Sì, signore!» «E tutti i tuoi familiari stanno bene?» Marty annuì. «Allora posso chiederti che motivo c'era per tutta questa urgenza?» «È troppo complicato per spiegarglielo», disse Marty cercando di assumere un'aria sicura. «Il tempo non mi manca!» ribatté Strickland in tono secco. Marty deglutì e si buttò. «Ho una zia nel Wisconsin.
È uno zio. Invalidi tutti e due. Hanno avuto un incidente d'auto una decina di anni fa. Comunque domani mia zia andrà in ospedale per un'altra operazione e così mi hanno chiesto... Frescacce! Prego? Ho detto frescacce! Non hai nessuna zia o zio invalidi nel Wisconsin. Quella era una telefonata personale, McFly. Sai benissimo che gli studenti sono autorizzati a ricevere telefonate a scuola solo per i casi urgenti. Beh, questo era un caso urgente. In un certo senso. Io non lo credo, McFly. Ecco, forse non per me, però lo era per la persona che mi ha chiamato. Non importa, ti fermerai in sala studio. Ma perché? Che colpa ne ho io se qualcuno mi telefona dicendo che si tratta di una cosa urgente e invece non lo è? Dovrebbe mandare in sala studio quelli che hanno chiamato. E poi, come fa a sapere che non era urgente? Perché ho una diramazione nel mio ufficio e ho ascoltato tutta la chiacchierata. Martin cominciò a sentirsi le orecchie che gli scottavano. Questa è un'intercettazione! È vietato dalla legge! Per tua informazione, McFly, non ho intercettato niente. Mi sono limitato ad ascoltare. E comunque non avrebbe importanza. Stiamo a scuola e qui la legge sono io. Chi ti ha chiamato senza un vero motivo d'urgenza ti ha reso un pessimo servizio. Quindi, quando uscirai dalla sala studio, potrai dire a Doc che non è un amico. Marty restò lì, a occhi sgranati. Strickland ebbe un'ispirazione improvvisa. Non sarà Doc Brown per caso? Il silenzio di McFly gli disse che aveva fatto centro in pieno. Doc Brown, l'eccentrico della città, l'uomo che secondo il suo giudizio era un buono a niente, un ragazzino che non si era mai deciso a crescere. Allora lascia che ti dia un consiglio. Quel Doc Brown non può causare altro che guai. È pazzo. Forse un pazzo pericoloso. La pensi come vuole. A me non sembra. Allora non sei soltanto scemo, McFly. Hai un grosso problema con gli studi. Sei svogliato. Hai l'attitudine, ma non ti applichi. Poi, rendendosi conto che non era riuscito a colpire il ragazzo, Strickland passò all'attacco decisivo. Per la verità, sotto molti punti di vista, mi ricordi tuo padre. Era un inetto anche lui. Marty impallidì, perché Strickland l'aveva centrato nel suo unico punto debole. Non gli faceva piacere essere paragonato a suo padre, soprattutto quando chi lo faceva li collocava nella stessa categoria. Se avesse avuto di fronte un coetaneo, gli avrebbe risposto rabbiosamente. Ma non poteva farlo, date le circostanze, e perciò si limitò a distogliere gli occhi. «Permetta, sono in ritardo per la lezione!» Mosse un passo in direzione della porta, ma Strickland tese fulmineamente la mano per trattenerlo. «Non ti ho dato il permesso, McFly!» disse in tono secco stringendogli il gomito. Il movimento inatteso fece sfuggire i libri dalle mani di Marty. Due gli scivolarono lungo la gamba. Alzò il ginocchio, ma riuscì soltanto a farli cadere tutti. Dopo una frazione di secondo finirono sul pavimento, incluso il volume cavo che mimetizzava il Walkman. L'apparecchio proibito slittò al rallentatore sulle piastrelle e si fermò in un angolo. Strickland lo fissò, socchiudendo le palpebre. Troppo tardi, Marty si precipitò a raccattare i libri, piazzandosi fra Strickland e il Walkman. «Conosci il regolamento?» disse Strickland con un sorriso. È vietato portare le radio a scuola. Dovrai restare consegnato qui dopo l'orario delle lezioni per una settimana. Marty deglutì. Fece per protestare, poi si rassegnò all'inevitabile. Sì, signore. A partire da oggi. Oggi? Ma non posso. Io e il mio complesso abbiamo un'audizione per il ballo del YMCA. Signor Strickland, devo presentarmi alle 4. Era come se avesse cercato di convincere uno squalo ad andare a cercarsi il pasto altrove. Strickland fissò irremovibilmente la sua vittima con gli occhi cisposi che brillavano di malignità. Poi, con un gesto secco della mano, si voltò. «Un'audizione, eh? Bene, McFly, a quanto sembra dovrai rinunciare!» L'orologio segnava le 3:42.
Marty incominciava a chiedersi se aveva involontariamente offeso una divinità che decideva il destino degli studenti delle medie superiori di Hill Valley. Era troppo ben congegnato per essere una questione impersonale. Il signor Strickland che aveva spiato la telefonata, la iella che gli aveva fatto cadere il Walkman e ora anche questo. Dopo attenta riflessione, aveva deciso di andarsene e di raccontare l'indomani che aveva equivocato la data d'inizio della settimana di punizione. Ma poi si affacciò in aula per vedere chi era l'insegnante che si occupava degli allievi trattenuti dopo l'orario. Era il signor Strickland in persona. Accidenti! Non poteva convincere lui dell'esistenza di un malinteso. Non ebbe neppure il tempo di considerare i pro e i contro di un'eventuale fuga e delle relative conseguenze. Aveva appena visto Strickland, quando quello gli puntò gli occhi addosso come un radar nemico. «Entra, McFly!» Marty entrò, a testa bassa. Era una tipica aula della scuola che era stata costruita verso la fine della Grande Depressione. Le lavagne verdi avevano sostituito quelle nere di vecchio tipo e le pareti, i banchi e il soffitto erano stati riverniciati. Era stato aggiunto anche un nuovo sistema antincendio a pioggia, ma l'aula aveva comunque uno squallore esiziale. Le espressioni delle facce degli altri 10 studenti consegnati indicavano che anche a loro ispirava lo stesso avvilimento. Tutti guardavano cupamente nel vuoto o fissavano il piano del loro banco. Una delle vittime, un ragazzo magro che si chiamava Wiz, teneva uno skateboard nascosto sotto i libri. Quasi si aspettasse che Strickland lo confiscasse o lo distruggesse. Se era questo che temeva, non si trattava di una paura infondata. Strickland era là, con 10 Walkman allineati ordinatamente sulla cattedra. Quelli che avevano passato altre volte momenti simili sapevano ciò che stava per accadere, anche se questo non facilitava le cose. «Dunque!» annunciò Strickland con un sorriso sadico. Ora vedremo come sistemare coloro che disobbediscono al divieto di portare a scuola i Walkman. Quasi con delicatezza ne prese uno e lo piazzò tra le ganasce di una morsa montata all'angolo della cattedra. Poi incominciò a stringere le ganasce fino a quando l'apparecchio si spezzò in due, con un suono che ricordava quello delle ossa fratturate. Mentre i frammenti di plastica e di metallo deformato piovevano sul pavimento, uno studente sussultò come se la tortura fosse stata inflitta a lui. Strickland, il quale sapeva benissimo a chi apparteneva ciascun Walkman, sorrise perversamente al ragazzo inorridito. «Ecco fatto, Stevenson! Puoi venire a riprenderti il tuo stereo!» Stevenson si alzò e si inginocchiò per raccogliere i resti frantumati dell'apparecchio. Lentamente, con aria estatica, Strickland continuò la sua orgia di stritolamenti. Il Walkman di Marty era il quarto, ma lui era preoccupato per il tempo che fuggiva, più che per la sorte del suo apparecchio. Avrebbe ancora potuto farcela per l'audizione, se Strickland li avesse mollati presto. Ma non era molto probabile, pensò. Quindi, dopo un attimo di nera disperazione, si impose di riflettere. Doveva esserci una via d'uscita, un piano abbastanza ingegnoso per causare il panico o un allarme. Si guardò intorno attentamente. Solo l'impianto antincendio a pioggia offriva qualche possibilità, ma lui non riusciva a formulare un piano d'attacco efficiente. «Questo è il tuo, no, McFly?» chiese Strickland interrompendo i pensieri di Marty. «Il numero 3?» «E il 4?» disse Marty impassibile. Non voleva far vedere a quella carogna quanto gli dispiaceva perdere il suo Walkman. Con un sorriso soddisfatto, Strickland giustiziò un altro apparecchio, poi tese le mani verso quello di Marty con uno slancio di interesse rinnovato. Le ganasce della morsa si serrarono con uno stridore sordo, come se l'apparecchio gridasse di dolore. Quindi, con uno schianto fragoroso, i frammenti schizzarono via in tutte le direzioni. Per un momento un'espressione di panico passò sulla faccia di Strickland mentre le schegge di plastica gli volavano davanti agli occhi. «È tutto tuo, McFly!» disse Strickland ritrovando la compostezza. Marty si alzò per prendere i pezzi del suo Walkman. L'ombra di un sorriso gli sfiorava le labbra, perché gli era balenato nella mente un piano audace che valeva la pena di mettere in pratica. Si passò tutti i frammenti in una mano e fece una deviazione per tornare al suo posto.
Quando fu accanto al proiettore delle diapositive su un tavolo laterale, indugiò un attimo per tendere l'altra mano e infilarsi la lente in tasca di nascosto. Strickland, troppo occupato a giustiziare un altro Walkman, non si accorse della rapida manovra. Appena ritornò al suo posto, Marty frugò nell'astuccio delle matite ed estrasse un elastico e una bustina di fiammiferi. Poi cercò nella tasca, tirò fuori un chewing gum e incominciò a masticare. Ma il suo movimento non era quello tranquillo di chi cerca di ricavarne piacere. Sembrava piuttosto fosse impegnato in una mansione da portare a termine il più presto possibile. Un minuto più tardi si tolse la gomma dalla bocca, aprì la bustina dei fiammiferi e vi spalmò la sostanza molle, come su una focaccia. Poi caricò l'elastico con i fiammiferi e attese. Era sempre stato un fromboliere abilissimo. Mai, però, come in quel momento, aveva affidato una posta così alta all'esito di un suo tiro. Sopra di lui, a circa 3,5 metri di distanza, c'era il detector del fumo collegato al sistema antincendio a pioggia. Era un bersaglio molto piccolo, tuttavia Marty sapeva di dover tentare. Se fosse riuscito a centrarlo, avrebbe realizzato la prima parte del suo piano. Se avesse mancato l'obiettivo, beh, se non altro avrebbe tentato di fare qualcosa. Se Strickland l'avesse visto, con ogni probabilità l'avrebbe costretto a restare a scuola dopo l'orario fino alle vacanze di Pasqua. Al diavolo, si disse, devo tentare. Attese con pazienza fino a quando Strickland piazzò nella morsa il 10° e ultimo Walkman. Nell'attimo in cui l'apparecchio si fracassava, Marty prese di mira la valvola, tirò indietro l'elastico con tutte le sue forze e scagliò. La bustina di fiammiferi volò come un razzo verso il soffitto e restò lassù, precariamente trattenuta dalla gomma. Un miracolo, pensò Marty. La fase 2 del suo piano era meno sensazionale, ma comportava il rischio di farsi sorprendere. Marty pescò la lente del proiettore che si era cacciato in tasca e la inclinò in modo che i fulgidi raggi obliqui del sole pomeridiano la colpissero e venissero rifratti sui fiammiferi incollati al soffitto. Alzò gli occhi furtivamente dal libro che teneva aperto sul banco e si compiacque per l'efficienza del suo piano. Un luminoso punto bianco spiccava sulla bustina dei fiammiferi e adesso toccava al sole fare il suo dovere. L'orologio segnava le 3:52. Sarebbe arrivato in ritardo all'audizione, ma soltanto di pochi minuti. Cominciava a sentirsi la mano indolenzita per lo sforzo di tenere bloccata la lente in posizione, ma non osava riposare neppure per un secondo. Era già spuntato un filo di fumo lassù? Socchiuse gli occhi per vedere meglio. No, era uno scherzo dell'immaginazione. Poi scorse qualcosa che senza il minimo dubbio non apparteneva al mondo della fantasia. Strickland si alzò, si avviò verso il fondo dell'aula e incominciò ad abbassare le veneziane. «No!» stava per gridare Marty. Girò la testa e notò che le ultime 3 file di banchi adesso erano immerse nella semioscurità. In quel momento altre 3 caddero sotto l'ombra buia. Ma ormai c'era una sottile spira di fumo che discendeva dalla bustina di fiammiferi. «Su, su! Bruciate, cretini, bruciate!» 2 ragazzi seduti vicino a lui avevano già scoperto quel che stava succedendo e rimasero a osservare, divertiti e affascinati, mentre il fumo diventava più denso e un semicerchio rosso avanzava piano piano lungo il bordo della bustina verso la doppia fila dei fiammiferi. Con uno schiocco, Strickland abbassò la penultima veneziana. Puff! Proprio nell'attimo in cui l'ultima fascia di sole spariva dall'aula, una mini deflagrazione innescò una reazione a catena, partendo dalla bustina dei fiammiferi. Il fumo che si arricciolava intorno al detector nel soffitto fece scattare immediatamente le sirene e il sistema pioggia. E si scatenò il panico, o qualcosa di molto simile. «Al fuoco! Fuori! Fuori! Fermi! Aspettate!» risuonò nel baccano la voce severa di Strickland. «Usciamo con ordine!» Si precipitò verso la porta, alzando le braccia, ma i ragazzi, più svelti e muscolosi, gli passarono accanto di corsa, mandandolo a sbattere contro il muro. «Aspettate!» gridò di nuovo e proprio in quel momento una valvola dell'impianto a pioggia entrò in funzione sopra la sua testa, infradiciandolo di acqua fredda. Il resto delle sue parole si perse nel chiasso generale. Marty, che si era tenuto pronto ad approfittare della confusione, era ormai a metà del corridoio. Non appena aveva incominciato a suonare la sirena d'allarme e l'impianto a pioggia si era messo all'opera, era balzato in piedi e aveva arraffato lo skateboard dalle mani di Wiz. «Lo prendo in prestito!»
aveva gridato al ragazzo che era rimasto a guardarlo sbalordito. «Te lo riporto domani!» Meno di un minuto dopo stava sfrecciando con lo skateboard giù per la scalinata della scuola e puntava in un ampio arco verso il marciapiedi che circondava Town Square. Sbirciò nervosamente verso destra mentre passava davanti all'orologio della Hill Valley Bank, proprio mentre scattava dalle 3.57 alle 3.58. Un uomo che stava facendo un versamento alla cassa continua schizzò via per evitare la collisione. Inciampò e cadde lungo disteso. Poi toccò a Marty restare senza fiato per la paura. Una macchina stava venendo verso di lui a tutta velocità. Fu costretto a piroettare come una ballerina classica per non perdere l'equilibrio e per quasi mezzo isolato continuò la corsa incontrollata, fino a che, agitando le braccia e inclinandosi di qua e di là, riuscì gradualmente a riprendersi. Proprio davanti a lui troneggiava la sede del YMCA. Marty si protese in avanti per accelerare, volteggiò sui gradini, afferrò al volo lo skateboard ed entrò di corsa. Il suo complesso, i Peanuts, era già pronto. E c'era anche Jennifer, che attendeva consultando l'orologio con aria nervosita. Proruppe in un sospiro di sollievo quando Marty balzò sul palco e le strizzò l'occhio. Un uomo grasso sbirciò studiatamente l'orologio a sua volta e poi fissò Marty. «Pronto?» Marty annuì. La chitarra, l'amplificatore e il microfono erano già piazzati. Sedette, trasse un profondo respiro e accordò lo strumento nel minimo di tempo indispensabile. Poi abbrancò il microfono, si rivolse ai membri del comitato organizzatore del ballo e parlò in tono vibrante di sicurezza. «Bene, noi siamo i Peanuts e adesso via con il rock and roll!» Il complesso si lanciò in un numero scatenato. Le dita di Marty volavano sulle corde in un complicato motivo conduttore. La tastiera, il basso e la batteria lo seguirono, abbellirono il suo tema, scandirono con impegno il ritmo, preparando la transizione per la prima variazione di Marty. «Benissimo!» annunciò una voce metallica. «Basta così, grazie!» Marty non riusciva a credere i propri orecchi. Continuò a suonare anche quando i suoi compagni smisero, confusi. «Grazie! Possiamo sentire un altro complesso o no?» Marty scese stordito dal palco. Aveva vissuto un pomeriggio d'inferno per quello. «Cos'è successo?» chiese a Jennifer. «Non lo so. Siete stati grandi. Forse loro cercano qualcosa di diverso, qualcosa sul genere di Lawrence Welk.» Marty era ancora traumatizzato 10 minuti dopo, mentre si avviavano verso casa. Jennifer gli posò la mano sul braccio. «Marty, un rifiuto non è la fine del mondo. Sei bravissimo e un giorno ce la farai.» «Non lo so. Forse non sono tagliato per la musica.» «Sì che lo sei. Sei formidabile. E anche gli altri. La registrazione che avete fatto è grandiosa.» Gli porse la cassetta che Marty le aveva prestato qualche giorno prima. «Promettimi che la manderai alla casa discografica prima di arrenderti.» «E se non piacerà? Se mi diranno, fuori dai piedi ragazzino, non hai un futuro, perché dovrei andare in cerca di altre preoccupazioni?» Jennifer non rispose. «Cribbio, ecco che ricomincio a parlare come mio padre.» Jennifer lo sbirciò con aria interrogativa. «È un debole, non ha fegato, tutti si approfittano di lui.» «Beh, dicono che le nostre ansietà emotive derivano direttamente dai genitori», disse Jennifer con un sorriso. Quelle parole sembravano un po' strane persino a lei. Dove aveva sentito quella frase? In una lezione di sociologia? Oppure l'aveva letta sulla rivista People? Non era sicura, comunque sembrava plausibile. «In questo caso puoi darmi subito il bacio d'addio.» «Ti darò un bacio e basta.» E si sollevò in punta di piedi per sfiorargli la guancia. Per un po' proseguirono tenendosi per mano. «Davvero tuo padre è un disastro?» Marty alzò le spalle. «Io penso che in fondo sia pieno delle migliori intenzioni, ma non ce la fa. Ecco tutto.» Arrivarono in Town Square e la vista della concessionaria della Toyota con le vetrine lucenti e l'immacolato salone d'esposizione indusse Jennifer a pensieri più piacevoli. «Beh, almeno tuo padre ti presterà la macchina domani sera. E questo è già qualcosa.» Marty annuì. Si fermarono davanti alla vetrata e guardarono all'interno.
I venditori giravano intorno dei potenziali clienti come leoni che si preparassero ad assaltare le vittime. Come mai non ci sono donne che vendono macchine usate? Io non ho mai visto una donna vendere automobili, e tu? Jennifer scrollò la testa. Forse le donne non sanno raccontare frottole come gli uomini. Marty rise e girò lo sguardo verso un fuoristrada a quattro ruote motrici che troneggiava nel salone d'esposizione. Ehi, da un'occhiata! Non sarebbe grandioso andare al lago con quello domani sera? Potremmo piazzare dietro ai nostri sacchi a pelo e dormire sotto le stelle. Un giorno o l'altro, Jennifer. Un giorno o l'altro. Gli bastava guardare il profilo delicato di Jennifer e i suoi denti candidi per sentirsi un po' meglio. Forse la musica non era la sola cosa che contava al mondo, dopo tutto. E tua madre? Chiese Jennifer quando si staccarono dalla vetrata e ripresero a camminare. Sa che io e te... Vuoi scherzare? È convinta che vada ad accamparmi con i ragazzi del complesso. Si arrabbierebbe se sapesse la verità. Già, se sapesse che vengo con te darebbe fuori di matto. Sono così abominevole, eh? Non si tratta di te. È una questione morale. Mi farebbe la solita tirata per ricordarmi che lei non si era mai comportata in quel modo quando era studentessa. Doveva essere un tipo molto amudino, ci scommetto. A quei tempi lo erano quasi tutti, no? Voglio dire, lei era giovane negli anni 50, prima della pillola, del rock and roll e di tante altre cose. Già, credo che non fosse tanto facile crescere in quell'epoca primitiva. Erano arrivati di fronte all'ex tribunale in Town Square, un edificio che aveva visto giorni migliori. In effetti, gli anni 50 erano stati il periodo culminante di quella parte della città. Allora la gente si ritrovava in Town Square per incontrarsi, concludere affari o semplicemente per passare la giornata o la sera. A quei tempi c'erano la stazione di servizio della Texaco, un bar gelateria, un fiorista, il cinema e sex, un negozio di dischi, un'agenzia immobiliare, un negozio d'abbigliamento per signora, la concessionaria della Studebaker, il centro elettrodomestici Western Auto e molti altri negozi. Adesso erano spariti quasi tutti. Vittime del progresso e della mancanza di adeguati parcheggi. Molte facciate erano chiuse con le assi e coperte di cartelli e avvisi scrostati. Una serie di manifesti elettorali raccomandava «Rieleggete il sindaco Goldie Wilson». Onestà, irreprensibilità, integrità. La fotografia sotto quello slogan mostrava la faccia di un nero sulla cinquantina, con un incisivo d'oro. «Mia madre veniva spesso qui. C'era un bar gelateria frequentato dai giovani». Immagino che fosse impossibile mettersi in qualche guaio lì. Comunque, lei sta solo cercando di fare in modo che tu sia rispettabile. Beh, come vedi, non ci sta riuscendo benissimo. Marty rise e le cinse le spalle con un braccio. Terribile. Erano fianco contro fianco e stavano per baciarsi. Salvate la torre dell'orologio! Ordinò all'improvviso una voce gracchiante, costringendoli a sussultare e staccarsi. Nello stesso momento un bussolotto per le offerte venne piazzato in mezzo a loro. Emetteva un tintinnio esile, come se contenesse solo due o tre monete solitarie. «Salvate la torre dell'orologio!» ripeté la voce. Jennifer e Marty si voltarono a guardare la persona che li aveva interrotti. Era una donna di mezza età con i capelli prematuramente tinti di azzurro, il tipo dell'attivista della chiesa. Il labbro superiore, notò Marty con un lieve brivido di ripugnanza, era abbastanza peloso da fare onore a un giovanotto. Teneva sotto il braccio dozzine di volantini. «Fate un'offerta per salvare la torre dell'orologio!» invitò la donna scuotendo di nuovo il bussolotto. «Signora mia, non vede che sono occupato?» In condizioni normali avrebbe trattato l'intrusa con educazione, ma gli avvenimenti di quel giorno gli avevano messo i nervi allo scoperto. La donna, tuttavia, non si lasciò smontare. Avanzò d'un passo, piazzandosi tra i due ragazzi, e girò la testa per guardarli, prima l'uno e poi l'altra. «Il sindaco Wilson ha lanciato un'iniziativa per salvare o riparare l'orologio!» indicando l'orologio fermo che troneggiava sulla torre del vecchio tribunale. «Noi della Società per la Conservazione di Hill Valley riteniamo che debba essere preservato, esattamente così com'è, perché fa parte della nostra storia, della nostra eredità!» 30 anni fa un fulmine colpì la torre e da allora l'orologio ha smesso di funzionare. Noi della società pensiamo che sia un simbolo di grande importanza scientifica perché attesta la forza dell'onnipotente.
Marty trasse un respiro profondo e si accinse a interrompere lo sproloquio, ma a quanto sembrava la donna non aveva altro da aggiungere. Il discorsetto era finito. «Bene, signora mia. È tutto quello che ho in tasca al momento. $0.25, le va bene?» «Noi accettiamo con riconoscenza qualunque offerta!» La donna sorrise, mettendo in mostra la dentiera scolorita. «Una buona causa può trionfare anche grazie agli spiccioli, perché ha l'appoggio della popolazione. Una causa malefica, anche se sostenuta da milioni forniti dai malvagi, è inevitabilmente destinata al fallimento!» Marty annuì e accennò a proseguire insieme a Jennifer. «Oh, non dimenticate il volantino!» raccomandò la donna. «Racconta la storia della torre dell'orologio!» Marty prese il volantino. «Ed eccone uno per la tua amica!» continuò la donna, porgendone un altro. Qualcosa si spezzò nell'animo di Marty. Per un momento pensò di prendere tutti i volantini e di raccontare alla donna che li avrebbe distribuiti a scuola, poi li avrebbe buttati nel primo bidone della spazzatura. Ma all'ultimo momento si rese conto che la donna, per quanto fosse esasperante, era animata dalle migliori intenzioni. «Grazie!» le disse. Prese il secondo volantino e lo passò a Jennifer. Poi, con un sorriso sbrigativo, prese il braccio della sua ragazza e si allontanò più in fretta che poteva, senza mettersi a correre. Dopo pochi istanti, furono al sicuro, dietro l'angolo. «Dunque, cosa stavamo facendo?» Jennifer si strinse a lui, guardò a destra e a sinistra e alzò il viso. «Più o meno questo.» Si fecero più vicini. Marty sentiva il profumo della pelle di Jennifer, il soffio lieve del suo alito sul mento. Le passò la mano sul collo, dietro la nuca. Si chinò per baciarla. Un clacson spezzò il momento magico. Jennifer si staccò e Marty vide l'espressione irritata dei suoi occhi. «Ah, è mio padre!» «Come ha fatto a trovarti qui?» «Pura fortuna!» «Sì, la stessa fortuna che ho avuto per tutto il giorno!» «Niente dura in eterno, neppure la sfiga!» Il clacson suonò di nuovo. «Ti telefonerò questa sera!» «Sarò a casa di mia nonna!» «Che numero?» «243-8480!» Marty lo ripeté e scambiò due cifre. «Dovevi tenere da parte uno dei volantini!» Jennifer abbassò gli occhi e si accorse che aveva ancora in mano uno dei foglietti propagandistici. Agitò il braccio per indicare al padre di aspettarla, prese la penna, scribacchiò sul volantino e lo diede a Marty. Poi saltò in macchina. Marty seguì l'auto con gli occhi fino a quando scomparve in lontananza. Solo allora guardò il foglietto. C'erano un numero telefonico e una frase. «Ti amo!» Marty sorrise. Ripiegò il foglietto, lo mise in tasca, montò sullo skateboard e si diresse verso casa. Capitolo 2. «Purché un attacco di cuore non mi spedisca prima all'altro mondo!» borbottò il dottor Emmett Brown. Ormai il suo sogno stava per trasformarsi in realtà. Non aveva dubbi. Uno dopo l'altro, tutti gli ostacoli scientifici e fisici erano stati abbattuti. Quello forse sarebbe stato il gran giorno. «Non contarci troppo!» mormorò tra sé. Era inutile farsi tante illusioni. A 65 anni, il dottor Emmett Brown era uno dei più grandi inventori del mondo e anche uno dei più misconosciuti. Anzi, proprio nessuno, a eccezione di Marty McFly. Lui conosceva le sue invenzioni, ma non aveva importanza. Ben presto sarebbe cambiato tutto. La sua vita di lotte e di umiliazioni stava per tingersi d'oro. Girò lo sguardo sul laboratorio. Un garage pieno delle cianfrusaglie e dell'equipaggiamento che si erano andati accumulando per più di 40 anni. Fra le altre cose c'erano un motore a reazione, mucchi di circuiti, tanti pezzi di ricambio da costruirci almeno due automobili, una radio a onde corte, un jukebox, un banco da lavoro con l'attrezzatura da saldatore, i rotami di un robot, un frigo funzionante e una dozzina di orologi. Gli orologi erano la passione di Doc Brown. Ne aveva di ogni tipo, dai cucù ai modelli digitali, e tutti erano perfettamente sincronizzati.
La presenza di tutti quegli orologi non era casuale. Il tempo rappresentava l'interesse più recente di Doc Brown e probabilmente anche l'ultimo. Negli anni 50 aveva tentato di scoprire i segreti della mente umana per mezzo di tutta una varietà di apparecchi per la lettura del pensiero. Nessuno di questi aveva mai funzionato. Un decennio prima gli era venuta l'idea che tutti i mammiferi parlassero un linguaggio comune e c'erano stati altri progetti, altre teorie. L'idea che fosse possibile estrarre l'oro surriscaldando la superficie terrestre, che l'età di ogni persona fosse predeterminata e si potesse rivelare studiando la composizione delle unghie. E inoltre aveva pubblicato un articolo in cui si affermava che il sesso dei neonati si poteva predire prima ancora del concepimento. Doc Brown non si era mai lasciato scoraggiare dal trascurabile fatto che tutto il suo lavoro non aveva neppure dato l'ombra di un risultato. Negli anni 50, 60 e 70 e ancora negli 80 aveva continuato i suoi esperimenti, guadagnandosi la nomea di scienziato pazzo di Hill Valley. Ora, il 25 ottobre 1985, era pronto per il trionfo. Aveva elaborato ogni elemento della sua teoria sui viaggi nel tempo fino a renderlo perfetto. Prima della fine del secolo, gli scienziati e gli storici si sarebbero serviti del suo apparecchio per esplorare il futuro e il passato e grazie a quelle esplorazioni avrebbero migliorato il presente. La sua visione del tempo quale dimensione era riassunta nella spiegazione semplicissima che una volta aveva dato al direttore del giornale di Hill Valley. «Io immagino il tempo sferico e infinito, come la buccia di un'arancia». Un cambiamento nella consistenza, in un punto qualunque, viene risentito sulla buccia intera. Il futuro influisce sul passato e sul presente nello stesso modo in cui il presente e il passato influiscono sul futuro. Ma il passato è ormai superato e immutabile, aveva risposto il direttore. Come può essere cambiato? È appunto ciò che intendo dire! Il passato non è affatto superato e immutabile, c'è ancora! E quando troveremo il modo di penetrarvi, potremo cambiare le cose destinate ad accadere domani! Il direttore del giornale non gli aveva creduto, ma aveva pubblicato comunque l'intervista. Gli abitanti di Hill Valley avevano ignorato l'articolo o avevano protestato nel vedere tutto quello spazio prezioso sprecato per stampare le farneticazioni di un pazzo. Un tempo quella pubblicità sfavorevole aveva addolorato Doc Brown, ma ormai non ci pensava più. «Se andrà tutto bene!» mormorò mentre si preparava al lavoro di quella sera. Non finì la frase. Fischiettando sommessamente indossò con cura una tuta bianca antiradiazioni. Alzò il cappuccio per provarlo, poi lo riabbassò sulle spalle. Si guardò allo specchio e si scarruffò ancora di più i capelli bianchi spettinati, come se volesse sottolineare di proposito la sua reputazione di eccentrico. Poi andò in un angolo del garage, aprì le portiere posteriori di un grosso furgone che ostentava sulla fiancata la scritta «Dottor Emmett Brown». Servizio scientifico 24 ore su 24 e sbirciò all'interno. Naturalmente c'era ancora. Anche nella luce fioca del garage, la splendente DeLorean d'acciaio inox con le portiere ad ali di gabbiano rifulgeva come un gigantesco ornamento per l'albero di Natale. Era giusto, pensò, che il veicolo destinato a lanciare l'umanità nel passato e nel futuro fosse una macchina così straordinariamente bella. Neppure l'ombra di un dubbio lo sfiorò mentre richiudeva gli sportelli. Funzionerà! E io diventerò famoso! Ormai restava soltanto da effettuare l'ultimo controllo dei dettagli e Brown contava di provvedere in quelle poche ore, prima che Marty arrivasse al Twin Pines Mall. E poi, insieme, avrebbero compiuto un passo importante per l'umanità, quanto lo sbarco sulla Luna del 1969. Si stava facendo buio quando Marty svoltò l'ultima curva davanti a casa sua, ma già da un po' aveva intuito che qualcosa non andava. Le luci che lampeggiano sono raramente preannunci di liete notizie, eccetto a Natale. E a Natale mancavano ancora 2 mesi. Tra gli alberi che nascondevano la vista alla sua casa si scorgeva un lampeggiare di luci gialle. Non era la polizia, pensò Marty. Le luci sarebbero state rosse e blu. Il giallo era il colore del soccorso stradale. Non sbagliava.
Quando arrivò più vicino, scorse il carro attrezzi fermo come una colossale mantide religiosa presso il viale di casa. Stringeva nelle fauci la Plymouth Reliant del 1979 e la teneva sollevata con una coppia di pneumatici staccata dal suolo. Poi Marty vide che il muso della macchina era completamente sfasciato, come se fosse andato a sbattere contro un muro. Il padre di Marty e Biff Dunnen assistevano in silenzio mentre il camionista sganciava la macchina danneggiata. George McFly aveva 47 anni, ma a Marty sembrava molto più vecchio. Era un uomo incolore che di solito non osava compiere neppure il più banale dei gesti audaci. Da più di 30 anni portava i capelli tagliati sempre allo stesso modo e indossava un abito comprato 4 anni prima da Sears. L'uomo che gli stava accanto formava con lui un contrasto sorprendente per lo stile e per il comportamento. Biff Tannen aveva un anno in più di George McFly e ostentava senza vergognarsene la pancia che traboccava al di sopra dei calzoni, in un atteggiamento che faceva apparire ancora più bizzarri il vistoso vestito scozzese, gli anelli e le catene d'oro. Quanto George McFly era riservato, tanto Biff era chiassoso e importuno. Era il tipo che parla a voce alta al cinema e grida insulti ai giocatori durante le partite. Era un individuo che si divertiva a intimidire gli altri e nessuno si lasciava intimidire più facilmente del suo amico e collega George. Quando Marty si avvicinò, tenendosi in equilibrio sullo skateboard, riconobbe il solito tono di disgusto nella voce di Biff mentre si rivolgeva a suo padre. «Non posso credere che tu abbia fatto una cosa simile! È incredibile! Tu mi presti la tua macchina e non mi dici che ha un angolo morto! Mi potevo ammazzare!» «Rispondigli a tono», pensò Marty. «Digli che sarebbe meglio per tutti se Biff Tannen fosse finito in ospedale!» Naturalmente George McFly non era in grado di resistere all'assalto di Biff. Rispose in tono fiacco. «Biff, non avevo mai notato che la mia macchina avesse un angolo morto.» «Ma sei cieco, McFly? Ce l'ha! E come lo spieghi quello che è successo?» «Rispondigli che è lui che non sa guidare.» Ah, se almeno suo padre si fosse deciso a tener testa a Biff per una volta. George McFly guardò per terra e non diede una risposta diretta a quella domanda irrazionale. «Immagino che pagherà la tua assicurazione», disse invece in tono quasi implorante. «La mia assicurazione? La macchina è tua e quindi dovrebbe essere la tua assicurazione a pagare. Voglio sapere che mi risarcirà i danni», indicò l'abito macchiato. «Mi sono rovesciato addosso la birra quando l'altra macchina mi è venuta addosso. Chi pagherà il conto della tintoria, eh? Me lo vuoi dire, McFly?» Marty non seppe più resistere. «Forse pagherà il giudice quando saprà che bevevi mentre guidavi.» Biff socchiuse le palpebre. «Dì al tuo ragazzo di non metterci il becco, McFly!» George non disse nulla. Fece qualcosa di peggio. Tirò fuori il portafogli, pescò un biglietto da $20 e lo porse a Biff. «Bastano!» Biff strappò il denaro dalle dita di George e lanciò a Marty un'occhiata trionfante. «Può bastare come inizio?» «Probabilmente può bastare per comprarne due di abiti come quello.» Biff avampò. «Tu sta zitto!» Poi si rivolse alla sua vittima principale e chiese: «La mia relazione, l'hai finita?» George McFly, che era già pallido come la pancia di un pesce, sbiancò ancora di più. «Ecco, non l'ho ancora finita», disse in tono di scusa. «Pensavo che, siccome non ce n'era bisogno fino a lunedì...» Biff si avvicinò d'un passo e batté il pugno sulla fronte di George, come se bussasse una porta. «Elo? Elo? C'è nessuno in casa? Prova un po' a pensare, McFly! Ho bisogno di tempo per farla ribattere a macchina! Se consegno le mie relazioni scritte di mano tua, mi licenziano!» Marty era infuriato con suo padre. «Rispondigli che si prepari da solo le sue relazioni», pensò. Ancora una volta suo padre fece marcia indietro. «D'accordo, le finirò questa sera e te le porterò subito domani mattina, se ti va bene.» «Non troppo presto, il sabato dormo»,
Marty voltò le spalle. Si sentiva sul punto di vomitare. Non solo Biff trattava suo padre come un essere inferiore, ma adesso, dato che la macchina era sfasciata, anche il suo appuntamento con Jennifer era saltato. Era stata davvero la giornata più tragica della sua vita. Ma Biff Tannen non aveva ancora finito. Si voltò per andarsene e abbassò lo sguardo a terra. «Ehi, McFly! Hai una scarpa slacciata!» «Eh?» George chinò la testa per guardarsi i piedi. In quel momento la mano di Biff scattò e lo colpì al mento. Una sghignazzata gracchiante lacerò l'aria. Quello era il genere di scherzo che Biff Tannen giudicava molto spiritoso. «Non ci cascare tutte le volte, McFly! In 30 anni non hai imparato proprio niente!» George si limitò a tentare un debole sorriso, come se riconoscesse la fondatezza di quell'affermazione. Biff finse di non vedere che Marty lo guardava con aria di disgusto, indicò la sua Cadillac fiammante parcheggiata lì vicino e strizzò l'occhio. «Ehi là, ragazzo!» disse come se pochi istanti prima non si fossero scambiati frasi stizzose. «Ti piace la mia riverniciatura?» Marty alzò le spalle. Dopo qualche attimo Biff e la macchina riverniciata si allontanarono. George McFly si voltò per tornare in casa e Marty gli si parò di fronte. George alzò le mani e lo evitò. «So cosa stai per dire, Marty, e hai ragione. Hai tutte le ragioni del mondo, ma lui è il mio capufficio e purtroppo non sono molto bravo in questo genere di scontri.» «Scontri? Non tenti neppure una legittima difesa!» George non rispose. «Papà, guarda la macchina! Guarda come te l'ha ridotta, l'ha quasi distrutta! E poi si è inventato la balla dell'angolo morto! Ha scaricato la colpa dell'incidente su di te e tu non hai detto niente!» «Beh, non si può discutere con un tipo simile!» «Guarda la macchina, è un rottame! Io contavo di prenderla domani sera! Hai un'idea di quanto fosse importante per me, papà? Ne hai un'idea?» George McFly non sapeva che Marty aveva avuto l'intenzione di portarsi in giro Jennifer con la macchina e quindi non era in grado di capire quel che significava per suo figlio. «Mi dispiace. Non so cos'altro dire. Mi dispiace.» Per Marty non bastava affatto e dopo gli avvenimenti esasperanti di quella giornata non era disposto a lasciar perdere. «Papà, ti è mai venuto in mente di dire no alla gente quando comincia a metterti i piedi in testa? È tanto difficile!» «Figliolo, mi rendo conto che tu non riesci a capirlo», disse George con una calma che dava sui nervi. «Ma il fatto è che non sono nato per lottare.» «Prova almeno una volta, papà! Almeno per una volta, di no! 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 Sarà molto meno terribile di quello che pensi!» George alzò le spalle. «Ci rinuncio! Non riesco neppure a fargli dire no all'idea di dire no!» pensò Marty. George McFly si voltò. Era meno spiacevole guardare il muso sfasciato della macchina che gli occhi delusi e accusatori del figlio. Invidiava gli altri uomini, tipi mascolini che insegnavano ai figli ad azzuffarsi, li incoraggiavano a mostrarsi combattivi e a difendere i propri diritti. Erano uomini che invariabilmente spingevano i figli a dedicarsi agli sport e si vantavano quando li vedevano vincere un incontro importante, li rimproveravano quando si facevano cogliere alla sprovvista nei momenti decisivi. George McFly, invece, era segretamente contento quando i suoi figli Marty e Dave rifiutavano di partecipare a qualche attività sportiva. Così, almeno lui, non doveva stare sulle spine. Durante i numerosi attimi di silenziosa autocritica, George McFly riusciva a vivisezionare la propria psiche, perché essere così privo di grinta lo preoccupava. Era convinto che tutto risalisse al giorno lontano, quando alle elementari era stato affrontato dal bulletto della classe. Il bulletto aveva appena preso a pugni il suo amico Billy Stockhausen e per una frazione di secondo George si era infuriato al punto di vedere il rosso. Si era avvicinato al bulletto, aveva alzato il pugno e non aveva potuto colpire. Il bulletto si era allontanato con un sogghigno. Da quel momento di 35 anni prima, George si era domandato cosa sarebbe successo se fosse andato fino in fondo. La fantasia più soddisfacente era che quel pugno avrebbe spedito il bullo fuori combattimento.
Ma anche se avesse reagito e lui avesse imparato che una rissa le si dà e le si prende, forse sarebbe stato preferibile all'ignavia, al timore perenne di correre rischi nel quale ormai George si era impantanato da tanti anni. Sospirò. Perché rivivere quell'episodio? Perché di tentare a Marty o a chiunque altro come mai era così debole e accomodante? Persino per lui era difficile accettare la razionalizzazione più favorevole. In quel momento, quasi a sottolineare l'accusa formulata da Marty un attimo prima, una voce lo chiamò dalla finestra della casa accanto. Era il suo vicino Howard, un quarantenne panciuto e antipatico, che, come Biff Tannen, parlava con lui solo quando aveva bisogno di qualcosa o voleva prendersela con qualcuno. In quel momento la sua voce era un po' meno sfumata di disprezzo, senza dubbio perché intendeva chiedere aiuto. «Ehi, McFly! Mia figlia vende biscotti delle giovani esploratrici! Le ho detto che tu gliene avresti comprato una scatola!» «Una scatola? E quanti ce ne sono in una scatola?» «Che differenza fa? 12, 24, 36! È a scopo benefico, no? Oppure vuoi che racconti a mia figlia che fai il tirchio?» «Ecco, io...» incominciò George, poi curvò le spalle, rassegnato. «Non importa, sicuro, dille che gliene compro una scatola comunque!» Marty scrollò la testa ed entrò in casa. La sorella, il fratello e la madre erano già seduti intorno al tavolo da pranzo e nessuno alzò gli occhi quando Marty entrò e si lasciò cadere sulla sedia. Per una volta Marty si sentì contento che gli altri fossero così presi dai loro pensieri da non rammentarsi di chiedere com'era andata la sua audizione. Non se la sentiva di spiegare perché aveva perso e tantomeno aveva voglia di sopportare le loro espressioni di falsa simpatia. «Di nuovo polpettone», commentò in tono secco. La disapprovazione non gli impediva di far lavorare con impegno le mandibole. Suo fratello Dave, di 22 anni, gli sedeva di fronte. Portava l'uniforme del Burger King, guardava con un occhio l'orologio, con l'altro il piatto e mangiava rumorosamente con l'avidità di un animale affamato. A sinistra di Marty era seduta Linda, che a 19 anni era carina, ma aveva un'aria un po' volgare, soprattutto perché si dava sempre troppo ombretto sugli occhi. Marty si sforzò di ricordare quando l'aveva vista per l'ultima volta senza le palpebre viola o verdi e alla fine rinunciò. A destra di Marty c'era la madre, che un tempo era stata molto graziosa e intelligente. Adesso, a 47 anni, pesava troppo, beveva più del necessario e aveva il piatto più pieno di tutti gli altri. La cena, oltre all'inevitabile polpettone, includeva maccheroni e formaggio Kraft, verdure miste in scatola e purè preconfezionato. Il padre, che venne a sedersi a tavola per ultimo, accese la televisione sul canale che trasmetteva una vecchia ripresa di Luna di miele e si mise davanti sul tavolo un mucchio di fogli, anziché un piatto. Marty notò rabbiosamente che aveva già incominciato a fare il compito assegnatogli da Biff Tannen con tanta sgarbatezza. Per qualche minuto Marty e Dave si divertirono a recitare le battute di Luna di miele un attimo prima degli attori sul teleschermo, fino a quando la madre si innervosì. «D'accordo. Sappiamo che l'avete già visto 100 volte, ma vostro padre vuol sentirlo. E allora lasciatelo in pace.» Marty e Dave scrollarono le spalle. Il silenzio si protrasse per un minuto, fino a quando la madre guardò Marty, sorrise e domandò: «Allora, com'è andata l'audizione?» Marty esalò un respiro, esausto. «Male», rispose semplicemente. Tutti cercarono qualcosa da dire, o almeno finsero di cercarlo. «Probabilmente c'era sotto un imbroglio», disse alla fine Dave. Era un commento superficiale, ma stranamente consolò Marty. In realtà era proprio quello che aveva pensato fin dall'inizio. «Può darsi. Probabilmente sapevano già fin dal principio chi avrebbe vinto. Il resto è stata tutta una commedia.» «L'uva non è matura», disse sottovoce Linda, senza alzare gli occhi dal dessert, un budino istantaneo al cioccolato guarnito di panna pronta. «Che peccato. Secondo me il tuo complesso è formidabile. Non so proprio come un altro abbia potuto suonare meglio di voi.» Il padre alzò gli occhi dai fogli. «Credimi, figliolo, forse è meglio che non abbiate il fastidio di suonare al ballo dell'IMCA.» «Quale fastidio?» «Beh,
così non dovrete preoccuparvi di portare sul posto tutto l'equipaggiamento. L'abbiamo già fatto un sacco di volte. Non sarebbe un problema. E poi avreste dovuto organizzarvi nell'eventualità che qualcuno si ammalasse. Non si è mai ammalato nessuno. Una ragione di più perché possa capitare proprio ora. E poi avreste dovuto darvi da fare per ottenere il pagamento, dividere il compenso in parti uguali, sistemare tutto con il sindacato musicisti. Cavolo! Certo che sei bravo tu a trovare un sacco di ottime ragioni per non fare niente. Il commento non servì a smontare suo padre. E poi, se aveste suonato tanto bene che qualcun altro avesse deciso di scritturarvi, allora avreste dovuto preoccuparvi di conciliare il lavoro con la scuola. Hai ragione, papà. Forse è meglio che me ne vada subito a letto. Più resto vivo e più sono i problemi che mi cadono addosso. Credi a me, figliolo. Per te è meglio non avere tutte queste preoccupazioni. Ha ragione lui, Marty. Se c'è qualcosa di cui non hai bisogno, sono le preoccupazioni, disse Dave in tono sarcastico. Marty rinunciò a discutere, anche se aveva l'impressione che arrendendosi così si stesse comportando proprio come suo padre. Lorraine McFly si rivolse a Linda, che stava finendo il budino. Non sei obbligata a mangiarlo, sai? C'è la torta. Quale torta? Chiese Linda inarcando le sopracciglia. Lorraine indicò la torta a tre strati sul banco della cucina. Portava la scritta «Bentornato zio Joy» e la figura di un uccellino nero che volava via da una finestra con la grata. Non era un'allusione molto sottile, ma la situazione dello zio Joy non era un segreto per nessuno. A quanto sembra dovremmo mangiarla tutta noi anche stavolta. Lo zio Joy non ce l'ha fatta a ottenere la libertà vigilata. Forse dovremmo mandargli una lima nascosta in una pagnotta. È una vergogna. Questa volta gliel'avevano assicurato. Poi c'è stato quel cambio della guardia nella direzione del carcere e credo che lo abbiano danneggiato. Tutti hanno i loro interessi. Forse è meglio così. Se fosse uscito ci sarebbero troppe decisioni da prendere. Dovrebbe trovarsi un lavoro, fare la dichiarazione dei redditi. Verissimo! Dovrebbe preoccuparsi di andare da un posto all'altro e di avere gli spiccioli per le telefonate. Probabilmente è meglio che rimanga al fresco. Lorraine aggrottò la fronte e fissò indignata i figli. George McFly non alzò la testa dalla relazione. Vorrei che dimostraste un po' più di rispetto. È mio fratello, sapete? Beh, secondo me è molto imbarazzante avere uno zio in galera. Tutti noi commettiamo errori nella vita, figlioli. Certo, ma lo zio Joy ne ha fatti uno dietro l'altro. E proprio quando era in libertà vigilata. Questo non significa sbagliare, significa essere scemi. Lorraine non rispose. Si servì un'altra porzione di purè. Dave lanciò un'altra occhiata all'orologio, si pulì la bocca e scostò la sedia. Porca miseria, sono in ritardo anche stavolta. Modera i termini. Sì, maledizione. Dave si alzò e si avviò alla porta. Dopo un istante sentirono la sua macchina che si allontanava rombando. Marty avrebbe tanto desiderato possedere una macchina tutta sua, anche un catorcio come quella di Dave. Almeno sarebbe stato indipendente e se la macchina si fosse rotta avrebbe dovuto prendersela soltanto con se stesso. A proposito, ha chiamato quella ragazza, Jennifer. Vuole che le telefoni? Marty annuì. Mi sembra che si chiami Parker. Conosco il suo cognome, mamma. Però poteva essere un'altra Jennifer, no? Sì, ma in questo momento non ne conosco nessun'altra. Scusa tanto, disse la madre mentre raccoglieva l'avanzo del purè con un pezzetto di pane. Comunque non mi piace molto. Una ragazza che telefona a un ragazzo va soltanto in cerca di guai. Marty e Linda si scambiarono un'occhiata. A quanto pareva, la loro madre dava i numeri. Oh, mamma, non c'è niente di male a chiamare un ragazzo. Beh, secondo me è indecoroso. Le ragazze che corrono dietro ai maschi. Chi ha mai sentito parlare di una cosa simile? Quando avevo la tua età non sono mai corsa dietro a un ragazzo. Non gli ho mai dato un appuntamento e non mi sono mai fermata in una macchina parcheggiata con lui. Che giovinezza triste, pensò Marty. Perché se ti comporti così, i ragazzi non ti rispettano, Linda. Pensano che sei un tipo facile. Linda alzò gli occhi al cielo.
Aveva sentito quel discorso centinaia di volte, anche se le sembrava che fossero migliaia o milioni. E allora io come potrò mai incontrare qualcuno? Sono cose che succedono. Come il modo in cui io conobbi vostro padre. Che modo stupido! Il nonno lo investì con la macchina! Era destino. Forse dovresti provare a gironzolare intorno al pronto soccorso. Non servirebbe a nulla. Ribatté Lorraine, che non aveva notato il tono sarcastico. Vedi, finisci sempre per incontrare il tuo principe azzurro in un modo che non puoi essere tu a predisporre. E non potrai neppure evitarlo. È una cosa che deve accadere, come il fatto che domattina sorgerà il sole. Quel discorso metafisico non fece molta impressione su Linda. Ancora non ho capito che cosa stesse facendo papà in mezzo alla strada. Il padre, che non aveva prestato la minima attenzione, non staccò gli occhi da lavoro e perciò la madre alzò la voce per scuoterlo. Cosa facevi, George? Cosa facevi in quel momento? Guardavi gli uccellini? George scosse la testa come se uscisse dal coma. Ah, hai detto qualcosa, Lorraine? Lascia perdere. Probabilmente stava cercando di chiedere un passaggio, suggerì Marty, ma in realtà non gli interessava affatto sapere come si erano conosciuti i suoi genitori. Lorraine, però, era intenzionata a raccontarlo. Comunque, vostro nonno lo investì con la macchina e lo portò in casa. Lui sragionava... Come adesso? L'interruppe Marty. La madre gli lanciò un'occhiataccia di rimprovero. Sembrava così indifeso, come un cagnolino sperduto. Mi fece tanta tenerezza. Sì, mamma, ce l'hai raccontato un milione di volte, la dolce infermierina. Lorenzi appoggiò la spalliera della sedia, con aria sognante, perduta nei ricordi nostalgici. E il sabato dopo uscimmo insieme per la prima volta. Andammo al ballo della scuola. Il tema era... Incanto sotto il mare. Sotto il mare? Vuoi dire che tutti erano in costume da vongole o da ostriche? Sua madre non lo ascoltò. Non lo dimenticherò mai. Quella notte ci fu un terribile temporale. Ricordi, George? Che cosa, cara? La sera del nostro primo appuntamento. Pioveva. Fu il temporale più tremendo che si sia mai visto prima o poi. La gente ne parla ancora adesso. Comunque, vostro padre mi baciò per la prima volta sulla pista da ballo. E allora compresi che avrei trascorso con lui il resto della mia vita. Doveva essere davvero un temporale spaventoso. Non posso credere che papà avesse trovato il coraggio di baciarti in pubblico. Lorraine arrossì. Ecco, forse l'avevo un po' incoraggiato. Io scommetto che dovesti saltargli letteralmente addosso, commentò Marty. Finì di mangiare, rifiutò una fetta della torta confezionata per il mancato ritorno del carcerato, si asciugò la bocca e si alzò. Lorraine non se ne accorse, era perduta nelle sue reminiscenze. Ora che ci ripenso, fu proprio così. In pratica dovetti... Si interruppe per non scivolare nel linguaggio osceno, come lo chiamava. Comunque fu un finale appropriato. Marty stava già uscendo dalla cucina. Linda guardava dalla finestra perché nella casa accanto stava succedendo qualcosa e George era ancora sprofondato nelle sue carte. Lorraine alzò le spalle e allungò la mano per prendere un coltello. Se nessuno voleva saperne di mangiare una fetta della torta per lo zio Joey, l'avrebbe assaggiata lei. Con un sorriso d'anticipazione si tagliò un grosso pezzo, lo mise sul piattino e lo attaccò. Mentre la glassa cremosa le si scioglieva in bocca, si dileguò anche la sensazione che gli ultimi 30 anni fossero stati meno che meravigliosi. Capitolo 3. Doc Brown entrò con il vecchio furgone nel parcheggio di Twin Pines Mall, poco dopo mezzanotte. Le macchine erano più numerose di quanto si fosse aspettato. Perciò andò a fermarsi sul bordo estremo dell'area asfaltata e attese. «Deve essere un film molto lungo!»
Einstein, il grosso cane raggomitolato sul sedile del passeggero, si alzò di scatto non appena il furgone si arrestò e puntò il naso umido contro il finestrino. «No, Einstein! Non ancora! Dobbiamo aspettare qualche minuto, quindi mettiti di nuovo comodo!» Einstein sbadigliò, ritrasse la lingua tra le fauci e cercò di grattarsi sotto il collare. L'orologio digitale a batteria fissato al collare ondeggiò nel chiaro di luna. Passò dalle 00:07 alle 00:08 e si fermò quando il cane riuscì a eliminare il prurito o rinunciò a insistere. Dopo qualche minuto, diverse dozzine di persone uscirono tutte insieme dal cinema e si avviarono alle macchine. Una serie di rombi di motori e di stridii di gomme, accompagnati dal lampeggiare dei fari, animò per un po' l'immenso spiazzo privo di alberi. Poi ritornò il silenzio. Un vago sentore di fumi di benzina restò ad aleggiare nell'aria, mentre i puntolini luminosi scomparivano nella tenebra della notte. Adesso che era di nuovo solo, Brown si sentì un po' meglio. La gente gli ispirava un certo senso di insicurezza. Stava immaginando le reazioni del pubblico al suo esperimento imminente, quando rammentò all'improvviso di aver dimenticato uno degli strumenti più importanti. Accidenti! Ma per fortuna quello era l'anno 1985, non i tempi passati, quando sarebbe stato costretto ad andare in cerca di una cabina telefonica. Allungò la mano sotto il cruscotto, tirò fuori il telefono e cominciò a comporre il numero. Marty non dormiva, un po' perché era ben deciso ad andare all'appuntamento con Doc Brown, ma anche perché la sua mente era invasa da pensieri sconvolgenti. Per quanto riguardava Jennifer, ovviamente, ormai il disastro era fatto. Aveva dimenticato di chiamarla. Diede un'occhiata all'orologio e concluse che ormai era troppo tardi per darle un colpo di telefono, tanto più che non sapeva se era ancora dalla nonna oppure era rientrata a casa. Forse c'era una spiegazione razionale per quella sua pigrizia. Comunque, lasciò ricadere il polso sul petto e chiuse di nuovo gli occhi. Nella luce irradiata dall'unica lampada era possibile notare che l'occupante di quella camera era un appassionato di musica rock, di macchine e di riproduzione del suono. Le pareti erano tappezzate di poster con divi del rock e macchine nuove, soprattutto Toyota con quattro ruote motrici, un registratore a nastro, un sintetizzatore portatile e un grande mucchio di cassette erano ammonticchiati in un angolo. In un altro stavano un basso e un amplificatore. Sebbene fosse stanco per tutte le corse di quel giorno, Marty non riusciva a dormire. Continuò a pensare al modo ignobile in cui l'aveva trattato il comitato organizzatore e cominciò a domandarsi se sarebbe riuscito a combinare qualcosa nel campo discografico. Dopo 20 minuti si alzò e andò alla scrivania accanto al letto. Prese il modulo di presentazione intestato alle RG Records, lo rilesse e lo mise nella busta insieme alla cassetta. «Vale la pena tentare!» Spedisci. E poi una parte più oscura della sua personalità lo fece esitare. Spediscila, perché? Per ricevere un altro rifiuto? Spendere soldi in pacchetti postali per poter vivere nella speranza ancora qualche settimana prima che scoppiasse anche quella bolla di sapone? Alzò le spalle, gettò la cassetta e la lettera nel cestino e si ributtò sul letto. La sua mente, assorta in pensieri deprimenti, lo lasciò finalmente libero di sprofondare in un sonno pesante che finì poco dopo mezzanotte. Marty scrollò la testa e allungò la mano verso il telefono senza filo accanto al letto. «Pronto?» «Non ti sarei mica addormentato!» «No, dormire io, per carità!» «Si direbbe che ti sei appena svegliato!» «Stavo pensando, è successo qualcosa!» «Non devo venire subito, vero?» «Mi sono accorto che ho dimenticato la videocamera. Potresti passare dal laboratorio a prenderla mentre vieni al mall?» «Certo, Doc. La chiave è al solito posto?» «Al solito posto, sotto la pianta del vaso.» «Non è il nascondiglio ideale. È il primo posto dove guarderebbe un ladro.» «Nessuno mi ha ancora derubato. Comunque, il laboratorio ha l'aria così malmessa. Nessuno potrebbe mai sospettare che lì dentro c'è materiale di ricerca che vale $1 miliardo. «D'accordo, Doc. Ci vediamo fra un'oretta.» «Va bene.» Marty riattaccò, infilò le scarpe, arraffò il giubbotto, lo skateboard e il nuovo Walkman che portava con sé dovunque andasse. Poi tornò a letto e infilò un paio di cuscini sotto le coperte per dare l'impressione che fosse lì sdraiato.
e mentre lo faceva si chiese perché mai si prendeva un simile disturbo. Dopotutto quello non era un carcere. Non c'erano i guardiani che passavano ogni ora per fare la conta. Ma in ogni caso sembrava la precauzione più adatta quando si doveva uscire nel cuore della notte. Si mosse fischiettando sommessamente, chiuse la porta senza far rumore e scese le scale in punta di piedi. Uscì dall'ingresso principale e percorse a piedi mezzo isolato prima di posare a terra lo skateboard e di montarvi sopra. Una volta aveva scoperto a sue spese che quegli aggeggi facevano un baccano tremendo nel silenzio della notte. In quell'occasione, un paio di anni prima, se l'era filata di nascosto per trovarsi con gli amici, ma sua madre aveva sentito il rumore e l'aveva inseguito con la macchina. Ma stasera l'episodio non si sarebbe ripetuto. Ormai a distanza di sicurezza sfrecciò veloce lungo le vie secondarie e intorno agli angoli delle strade fino a quando si avvicinò al garage mal ridotto che era la sede di Doc Brown. La chiave era al solito posto. La prese, entrò e accese la lampada centrale. Non aveva ancora raggiunto il banco da lavoro sul quale Doc teneva l'equipaggiamento video quando un'improvvisa cacofonia lo fece sussultare. Tutti gli orologi che avevano un sistema per annunciare l'ora partirono contemporaneamente. Trilli musicali, voci di cucù, fischi di congegni digitali. Per 10 secondi Martin rimase immobile, in ascolto, fino a quando anche l'ultimo suono si dileguò. Un sorriso gli sfiorò le labbra. Non si stancava mai di sentire la bizzarra sinfonia arrangiata e orchestrata dal più grande fanatico del tempo, Doc Brown. «Deve essere l'una», disse sottovoce Marty, e lo era effettivamente. Arrivò al banco da lavoro, trovò la videocamera, la mise nella custodia e uscì dal garage tenendosi in equilibrio sullo skateboard. 10 minuti più tardi si avvicinò ai due pini che segnavano l'imboccatura del mall. Svoltò all'angolo e scorse subito il furgone. L'atmosfera, rischiarata dalle lampade e vapori di sodio velate da una nebbia leggera, era adeguatamente suggestiva per un grande esperimento scientifico. «Doc!» chiamò Marty quando fu vicino al furgone. Non ebbe risposta. Einstein, il cane di Doc, lo sbirciò dal finestrino con aria cordiale, ma senza fornirgli indicazioni. «Ciao, Einstein! Dov'è Doc? Su, dimmi! Dov'è Doc? Da bravo!» Un secondo più tardi sentì un motore che si accendeva e rombava al minimo. Sembrava che il suono provenisse dall'interno, ma non era quello del motore del furgone. Tanto per cominciare era troppo indietro. Non usciva dal cofano, ma più o meno dalla parte centrale del veicolo. Marty si avviò verso il retro del furgone. Nell'attimo preciso in cui arrivò all'altezza del paraurti posteriore, sentì uno stridio secco, un tonfo, e vide gli sportelli che si aprivano scenograficamente. Lo scivolo si abbassò e un gigantesco oggetto lucente scese sul parcheggio. Era la DeLorean d'acciaio inox, modificata con varie bobine e altri aggeggi dall'aspetto poco rassicurante. Marty restò a guardarla a bocca aperta. La DeLorean si avvicinò lentamente e si fermò. La portiera d'ala di gabbiano si sollevò e rivelò la faccia sorridente di Doc Brown. Comunque, Marty notò appena l'amico. Continuava a fissare la DeLorean. Non aveva mai visto niente del genere. Il muso della macchina avveniristica era una linea di gradante ininterrotta dal parabrezza al parafango. Bellissima, ma non proprio sorprendente. Dall'abitacolo alla parte posteriore, invece, era stata modificata in modo da assomigliare a qualcosa che poteva capitare di vedere soltanto in una centrale a energia atomica. Al posto del sedile posteriore del portellone c'era un enorme reattore nucleare. E dietro a questo sporgevano due grossi ugelli, ognuno dei quali aveva 8 aperture. Intorno agli ugelli e al reattore stava un avvolgimento dello spessore di 15 centimetri che scompariva sotto il paraurti e rispuntava più avanti per avvilupparsi intorno al tettuccio. Un arnese circolare del diametro di una 40 centimetri che, come Marty avrebbe scoperto più tardi, era il radar, torreggiava sopra il sedile del passeggero. Grossi cavi si snodavano dal motore alle ruote anteriori e contribuivano a conferire alla macchina un aspetto arcano. Doc Brown lasciò che il suo pupillo contemplasse lo strano veicolo per un minuto intero, prima di rivolgergli la parola. «Buonasera, Marty! Benvenuto al mio più grande esperimento!
quello a cui ho lavorato per tutta la mia vita. Più che alla prospettiva dell'esperimento, Marty era interessato alla macchina. Le girò intorno, scrutandola con attenzione. Questa è una DeLorean. Ma che cosa le hai fatto? Oh, solo qualche modifica. Scese dalla macchina, rivelandosi in tutto il suo spettacoloso splendore fantascientifico. Era convinto di assomigliare a Michael Rennie quando appare per la prima volta nel film Ultimatum alla Terra. Cosa ci fai con quella tuta da idraulico? I giovani non hanno nessun rispetto, pensò Doc Brown. Aveva faticato tanto per preparare un abbigliamento adatto all'occasione e quel ragazzo diceva che era una tuta da idraulico. Abbi un po' di pazienza, Marty. A tempo debito tutte le tue domande troveranno una risposta. E adesso, se vuoi mettere in funzione il nastro, potremo procedere. Marty estrasse la videocamera dalla custodia, la piazzò sul treppiede e la puntò su Doc Brown. Alzò la mano, la riabbassò e azionò l'interruttore. Brown incominciò a parlare in tono piuttosto formale, come il commentatore di un documentario. Buonasera, io sono il dottor Emmett Brown e in questo momento mi trovo nel parcheggio del Twin Pines Mall. È la mattina di sabato 26 ottobre 1985 e lunedì 19 e questo è l'esperimento temporale numero 1. Doc abbassò lo sguardo su Einstein, che era balzato a terra dal furgone e si aggirava innervosito intorno alla DeLorean, e soggiunse: su Einstein, salta a bordo, da bravo! Obbediente, il cane balzò in macchina e si assestò con un'aria regale sul sedile. Doc Brown si sporse e gli allacciò la cintura di sicurezza. Quindi si rivolse a Marty, alla telecamera e al pubblico invisibile e continuò la spiegazione. Vi prego di osservare che l'orologio di Einstein è perfettamente sincronizzato con l'orologio di controllo. Accostò l'orologio digitale a quello fissato al collare del cane. Marty azionò la leva della zoomata per inquadrare un primo piano di entrambi. In effetti, erano sincronizzati al secondo. Ora, se possiamo mostrare di nuovo la macchina intera, noterete che il cane è solo e che il suo orologio indica la stessa ora di quello che io porto al polso. La prima parte dell'esperimento riguarderà soltanto il cane quale unico soggetto. Non prevedo il minimo rischio, ma in omaggio alla vecchia tradizione di quasi tutti gli esperimenti scientifici, daremo la precedenza agli animali. Batté leggermente la mano sulla testa del cane. Buona fortuna, Aini! Disse tenendosi all'interno dell'abitacolo per girare la chiavetta dell'accensione. Il motore della DeLorean si avviò con un rombo. Brown accese i fari e abbassò la portiera. Al di sopra del livello del finestrino rimase visibile solo la parte superiore della testa di Einstein. Doc Brown indietreggiò da un paio di metri e riprese l'esposizione scientifica. Ora farò funzionare il veicolo per mezzo di questo telecomando. Tese la mano verso la telecamera, mentre Marty seguiva ogni suo movimento. Il telecomando non era molto diverso da quelli comunemente usati per le automobili giocattolo radiocomandate. C'erano pulsanti con le diciture acceleratore e freno, un joystick e un display digitale con l'indicazione miglia orarie. In apparenza era semplicissimo, ma molto sofisticato. Marty era certo che Doc Brown poteva usarlo per manovrare la DeLorean, ma al momento non sapeva immaginare quale sarebbe stato il risultato. Rinunciò comunque a scervellarsi e decise di continuare a godersi lo spettacolo nella duplice qualità di cameraman e di pubblico. Brown fece scattare l'interruttore dell'energia e, azionando il pulsante dell'acceleratore e il joystick, lanciò la ruggente DeLorean verso l'estremità opposta del parcheggio. La fece arrestare di colpo e quindi la girò con il muso verso l'obiettivo. Marty notò il fumo che si innalzava dagli pneumatici durante l'inversione di marcia e si augurò che nessun poliziotto capitasse da quelle parti. Sarebbe stato imbarazzante per tutti se il tutore della legge si fosse trovato costretto ad arrestare un cane per eccesso di velocità e guida pericolosa. Per 30 secondi la macchina restò immobile con il motore in folle. Agli occhi di Marty appariva come un felino gigantesco in procinto di avventarsi su una vittima ignara. Ora siamo pronti per continuare. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia all'ora, te la farai sotto, Marty. Poi, ricordando all'improvviso che la telecamera era ancora in funzione, Doc rabbrividì scandalizzato dal proprio linguaggio e si affrettò a soggiungere in tono discorsivo e più tradizionale: quando si raggiunge la velocità di 88 miglia all'ora, dovrebbero incominciare ad accadere diverse cose insolite in questa fase dell'esperimento temporale numero 1.
Doc Brown prese mentalmente nota che avrebbe dovuto tagliare la frase incriminata nella versione definitiva del documentario, in sede di montaggio. Trasse un profondo respiro e premette il pulsante dell'acceleratore. Il parcheggio di Twin Pines Mall era stato prescelto perché era lungo più di mezzo chilometro. Ma ora, mentre la DeLorean nuovissima incominciava a sfrecciare rombando verso l'estremità opposta della lunga striscia asfaltata, l'inventore si chiese se sarebbe stato sufficiente. La DeLorean era partita come una macchina da corsa, con il cambio che si innestava automaticamente mentre l'indicatore segnava una velocità che passava dalle 30 alle 40 miglia orarie in una frazione di secondo. Quando arrivò alle 60 parve muoversi troppo in fretta. Marty la seguì con la telecamera puntata e un paio di volte rischiò di lasciarla sfuggire dall'inquadratura a un'accelerata troppo violenta. 60! 70! 77! 80! Marty si chiese come doveva sentirsi Einstein, prigioniero sul sedile, con gli occhi fissi sugli strumenti che lampeggiavano contro lo sfondo del cielo nero. 84! Doc Brown fece descrivere alla macchina un immenso arco e la manovrò in modo che si avvicinasse a loro a tutto gas. Dato che in quel momento la DeLorean aveva davanti a sé quasi tutta l'intera lunghezza del mall, non si fece scrupoli di pigiare sul pulsante dell'acceleratore. Il tachimetro balzò a 85, a 86 e 87 e finalmente toccò le 88. Poi per un lungo secondo l'ago indugiò sul numero magico come per sottolinearne l'importanza. Doc Brown attese. Doveva cadere. Ora, pensò, doveva cadere in quel preciso secondo. Non completò il pensiero. Restò immobile, come paralizzato. Nel mezzo della corsa precipitosa lungo il centro del parcheggio, la DeLorean fu improvvisamente inghiottita da un abbagliante chiarore bianco. Per una frazione di secondo la sagoma dell'auto, circondata dall'alone di luce, apparve come l'immagine di un'eclisse di sole. Poi un'onda d'urto e un'esplosione sonora investirono Marty e Doc Brown mentre l'auto scompariva in un'immane scia di fuoco. Le braccia, all'inizio gigantesche, rimpicciolirono gradualmente fino a lasciare una sottile breccia rosea nell'atmosfera. Poi nel parcheggio risuonò un lieve tintinnio metallico. Vi fu un movimento, l'ombra di qualcosa che si muoveva, qualcosa di molto piccolo. Marty si precipitò, raccolse l'oggetto con dita tremanti. Era la targa della DeLorean. Una targa personalizzata che diceva Out of Time, fuori dal tempo. Cosa ti avevo detto? 88 miglia all'ora! Esattamente come avevo calcolato! Consultò l'orologio. Lo spostamento temporale è avvenuto esattamente alle ore 1, 20 minuti e 0 secondi! Marty scrollò la testa, frastornato e incredulo. Mio Dio! Hai disintegrato Einstein! No! Ma la targa è l'unica cosa che è rimasta della macchina, con il cane e tutto! Calma, Marty! Non ho disintegrato niente! Le strutture molecolari di Einstein della macchina sono completamente intatte! E allora dove diavolo sono? Doc Brown lo squadrò con esasperante serenità. Non dove! Quando! Non capisco! La domanda giusta è... quando diavolo sono? Vedi, Einstein è appena diventato il primo viaggiatore nel tempo che sia mai esistito al mondo! L'ho mandato dentro al futuro! Di un minuto nel futuro, per essere esatti! Ed esattamente all'una, 21 minuti e 0 secondi, raggiungeremo lui e la macchina del tempo! Marty non riusciva ancora a capire. Stai registrando tutto? Perché in questo caso sarebbe opportuno che puntassi la telecamera su di me o sul posto dove era la macchina, anziché per terra ai tuoi piedi. Marty scosse la testa e si accorse che aveva abbassato la telecamera. La raddrizzò e inquadrò Doc Brown. Bene, disse l'inventore con un sorriso indulgente. Ci resta ancora qualche secondo. Qualche secondo prima di che cosa? Vedrai. Un momento, Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean? Doc Brown sorrise con aria modesta. Secondo me, quando si costruisce una macchina del tempo, tanto vale farlo con un po' di classe e di fantasia. E poi c'è anche un aspetto pratico. L'acciaio inossidabile del telaio ha permesso che il flusso... Si interruppe
Il suo orologio digitale aveva incominciato a emettere un bip. 10 secondi! Tieni in funzione la telecamera, Marty! Non l'ho mai fermata! 5 secondi! Preparati un improvviso spostamento d'aria! Marty strinse più forte la telecamera e inquadrò il punto dove era scomparsa la DeLorean. 4, 3, 2, 1! Contò Doc Brown con voce fremente d'emozione. Puntualissimo, il colpo di vento l'investì, subito seguito da un assordante boom, così forte da far rizzare i capelli. Nello stesso istante la DeLorean riapparve nel punto preciso in cui era sparita. Ma non era ferma, continuava a viaggiare alla stessa velocità di prima. 88 miglia all'ora! Gridò Doc Brown nel rombo tonante dell'aria smossa. Abbassò lo sguardo sul telecomando, premette il pulsante del freno e la macchina si bloccò con un grande stridore, esalando una nuvola di fumo. Doc Brown si precipitò verso il veicolo. Marty bloccò la telecamera in posizione e lo seguì. Raggiunse la DeLorean pochi secondi dopo Brown, che aveva rallentato e la esaminava cautamente. L'inventore gli accennò di attendere e toccò con delicatezza la maniglia. Con grande sorpresa di Marty, arretrò d'un balzo e gettò un urlo di dolore. «Scotta!» «No, è fredda! Ghiacciata!» rispose Brown, scuotendo le dita. Attese ancora qualche secondo, poi sollevò la portiera dalla parte del guidatore. Einstein girò il muso verso di loro e batté la coda contro la spalliera del sedile. Sembrava del tutto indenne, notò Marty con un senso di sollievo. Anche Doc aveva l'aria di essere contento che il suo cane fosse incolume, sebbene il suo atteggiamento fosse più clinico. Anziché accarezzare Einstein, girò il collare per vedere l'orologio digitale che vi era fissato. L'orologio del cane segnava 1, 20 e 10. Doc Brown sorrise. Il suo orologio indicava 1, 21, 10. «C'è un minuto esatto di differenza! E l'orologio di Einstein continua a funzionare! Non si è fermato!» «E il cane, come sta?» «Benissimo, mi pare!» Brown slacciò la cintura di sicurezza e Einstein saltò giù dalla macchina, allegro e festoso. Doc Brown si frugò nella tasca e gli porse un osso. «Un piccolo prezzo da pagare per una ricerca di valore inestimabile!» «Sei sicuro che sta bene?» «Sì! E non si è accorto di niente! Per quel che lo riguarda è stato un viaggio istantaneo!» Ecco perché il suo orologio è un minuto più indietro del mio. Ha saltato quel minuto per arrivare istantaneamente a questo. Doc Brown notò che Marty aggrottava la fronte sconcertato e gli accennò di avvicinarsi alla DeLorean. Vieni, ti mostro come funziona, disse infilando la testa nell'abitacolo. Marty si accostò e sbirciò i quadranti e le spie che continuavano a lampeggiare. Come un bambino orgoglioso di un giocattolo nuovo, l'inventore incominciò a far scattare gli interruttori. Primo, innesti i circuiti del tempo. Premette un pulsante e si accese un'intera batteria di spie colorate. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Marty osservò con attenzione i display, che portavano rispettivamente la dicitura tempo di destinazione, tempo presente e tempo di partenza. Senza attendere che Marty gli rivolgesse qualche domanda, Brown continuò a parlare in tono concitato. «Registri il tempo di destinazione su questa tastiera. Vuoi assistere alla firma della dichiarazione di indipendenza?» Marty stava lì a occhi sgranati. Il suo amico Doc aveva voglia di scherzare. Era possibile che quella macchina, per quanto sofisticata, compisse simili miracoli? Anche questa volta Doc Brown non aspettò una risposta. Batté una data sulla tastiera della destinazione. 4-7-1776. Poi non dovremmo far altro che dirigerci verso Filadelfia. Oppure preferisci vedere la nascita di Cristo? E cambiò la data. 25-12-0. Naturalmente la data esatta è ancora oggetto di discussioni. Alcuni studiosi sostengono che Gesù nacque nell'anno 4 avanti Cristo e che qualcuno sbagliò a fare il calcolo nel Medioevo. Ma presumendo che la data del 25-12-0 sia esatta, sarà sufficiente che andiamo a Betlemme. Uno scherzo! Doc Brown, completamente assorto nella descrizione della meccanica del suo sistema, cambiò il tempo di destinazione in 5 novembre 1955. Ecco un'altra data memorabile della storia della scienza e del progresso.
5 novembre 1955. Mi pare fosse sabato. Sì, adesso che ci penso, ne sono sicuro. Il cielo era piuttosto grigio. E che cosa successe? Quella data era anteriore di oltre un decennio alla sua nascita, quindi poteva solo tirare a indovinare. La scoperta del vaccino Salk o qualcosa del genere. Ricordava di aver studiato a scuola che il vaccino contro la poliomielite era stato creato più o meno in quell'epoca. No! È una data memorabile nella storia della scienza che nessuno conosce. Per ora. Nessuno eccetto me. Vedi, fu quel giorno che inventai il viaggio nel tempo. E allora oggi che cos'è? Oggi è la messa in atto, la realizzazione. Il 5 novembre 1955 fu il momento in cui ideai la teoria operativa. Si appoggiò alla carrozzeria splendente della DeLorean. Aveva gli occhi velati da una nostalgica felicità. Lo ricordo chiaramente. Stavo in piedi sul water attaccando un orologio. La porcellana era bagnata. Sono scivolato e ho battuto la testa sul lavandino. Quando ho ripreso i sensi, ho avuto una rivelazione. Una visione assolutamente perfetta. Un quadro mentale di tutto ciò che dovevo fare e del modo in cui potevo farlo. Indicò la macchina. Puoi crederlo o non crederlo, ma vidi questa. Il mio sogno, o allucinazione che fosse, comprendeva un'immagine della DeLorean. Sbalorditivo, disse Marty in uno slancio sincero. Conosceva quella sensazione. Una volta si era svegliato nel cuore della notte. Le parole e la musica di una canzone nuova gli turbinavano nella mente. Non aveva dovuto far altro che prendere carta e penna e scrivere, quasi sotto dettatura. Era una cosa di poca importanza in confronto a un'ispirazione scientifica come l'invenzione del viaggio nel tempo, ma l'effetto emotivo era molto simile. Doc Brown si sporse all'interno della DeLorean e indicò un'unità centrale. «Inquadrala bene con la telecamera!» Marty si affrettò a puntare l'obiettivo sullo strano oggetto. Doc mosse la testa per farsi inquadrare e descriverne nel contempo il funzionamento. «È questo che rende possibili i viaggi nel tempo! Il flusso canalizzatore!» «Flusso canalizzatore, eh? È il suo vero nome oppure gliel'hai dato tu?» «È un nome logico che gli ho dato io quando ho deciso di descriverne le funzioni in pochissime parole!» Qualunque scienziato di genio l'avrebbe chiamato nello stesso modo, se ne avesse avuto l'occasione. Marty ridacchiò fra sé della scarsa modestia dell'inventore, ma non lo rendeva antipatico. Anzi, ho dovuto impegnare quasi 30 anni e tutto il patrimonio della mia famiglia per realizzare la visione del giorno in cui caddi dal water. Grande Giove! È passato davvero tanto tempo! Ho lavorato esattamente... Doc Brown si frugò nella tasca interna e tirò fuori un mini calcolatore. Batté in fretta sui tasti e annunciò: «Ho lavorato 29 anni, 11 mesi e 355 giorni, escludendo le vacanze, ovviamente, e qualche settimana di malattia. Pensaci, quasi 30 anni! È sensazionale! In questo periodo sono cambiate molte cose. Qui era tutta terra coltivata, fino a perdita d'occhio!» Guardò in direzione dell'orizzonte che adesso era dominato dagli enormi empori del Mall e dai lampioni ai vapori di sodio che delimitavano la periferia del campo visivo come ornamenti sgraziati. «Quasi non riesco a credere che non ci sia più!» «Che cosa?» «La fattoria, gli anni!» Doc Brown aveva assunto all'improvviso un'espressione molto triste. Marty cercò di rasserenarlo. Batté la mano sulla fiancata della DeLorean. «Formidabile, Doc. Sono senza parole.» Quel complimento scosse Doc Brown. I suoi occhi si snebbiarono, brillarono. «Sì, ne vado molto fiero!» «E funziona con la benzina normale, senza piombo?» Doc scrollò la testa. «No, purtroppo! L'ho provata all'inizio. Era un sogno che non poteva avverarsi. Fare sì che la macchina funzionasse in modo semplice e poco costoso. Forse in avvenire sarà così, ma per il momento richiede un carburante un po' più vivace.» «L'energia atomica?» Doc Brown annuì e indicò un contenitore contrassegnato dai simboli triangolari della radioattività. «Plutonio.
Puoi dire che quest'aggeggio è nucleare? No, no! Quest'aggeggio è elettrico! Ma ci vuole una reazione nucleare per generare gli 1,21 gigawatt d'elettricità che mi servono. Il flusso canalizzatore li magazzina e poi li scarica tutti in una volta, come un fulmine colossale. Per la verità è molto efficiente. Ehi, aspetta un momento, Doc. È vietato detenere il plutonio. L'hai fregato qualcuno? Naturalmente! Altrimenti come farebbe un comune cittadino ad avere il plutonio? L'hai rubato così, semplicemente. In un certo senso. Cioè, l'ho fatto rubare da qualcun altro. No, no, non è esatto. Qualcun altro l'aveva rubato e poi lo ha ceduto a me. L'ha ceduto a te? Vuoi farmi credere che qualcuno te l'ha regalato? Che cosa sei, un agente federale? Doc Brown sorrise. Senti, non voglio che tu sappia troppe cose. Potrebbe essere pericoloso per te. Posso dire soltanto che certe persone avevano questo plutonio e che me lo hanno dato per un altro progetto. Io pensavo che quel progetto fosse non soltanto meno importante del mio, ma anche dannoso per il futuro della società. Così ho preso due piccioni con una fava, dirottando il plutonio del loro progetto malintenzionato al mio, che invece era utile e innocuo. Non avrai combinato qualche guaio con il nostro programma spaziale, per caso? Neppure per idea! Considero benefica la conquista dello spazio. Sono assolutamente favorevole. E adesso, per favore, non insistere oltre. È meglio per te non conoscere altri dettagli. E va bene. Dunque, prima di procedere, dobbiamo provvedere a proteggerti. Tornò al furgone e tirò fuori una tuta gialla antiradiazioni. Indossala! Marty bloccò la telecamera e infilò la tuta. La notte era diventata piuttosto fredda ed era piacevole avere addosso qualcosa di più pesante. Alzò il cappuccio. Si sentiva completamente distaccato dal resto del mondo, come un palombaro sul fondo dell'oceano. Con grande delicatezza, l'inventore prese dal furgone un cilindretto di una decina di centimetri. In quella capsula, pensò Marty, doveva esserci una verga di plutonio circondata dall'acqua, la nuova fonte d'energia per la macchina del tempo. Marty spinse la DeLorean un po' più vicino al furgone perché non fosse necessario spostare troppo il plutonio. Poi tornò alla telecamera e la rimise in funzione mentre Doc Brown si portava verso la parte posteriore dell'automobile e inseriva il cilindro nel caricatore. Poi richiuse lo sportelletto e buttò all'indietro il cappuccio della tuta antiradiazioni. «Ora non c'è nessun pericolo! È tutto schermato con il piombo!» Marty si tolse il cappuccio a sua volta e attese altre istruzioni. «Mi raccomando di riprendere la mia partenza! Sarebbe un vero guaio se non venisse registrata!» «Dove sei diretto?» «Nel futuro!» «Nel futuro? Quando?» «Ehi là! Stavo per dimenticare il mio bagaglio!» Tornò al furgone, prese una valigia e raggiunse di nuovo la DeLorean. «Chissà se hanno mutande di cotone nel futuro! Sono allergico ai sintetici! Sarebbe molto spiacevole trovarmi nel futuro con un tremendo eczema!» Sei sicuro che non ci sia pericolo? La mia macchina funziona! L'hai appena visto con i tuoi occhi, no? Voglio dire, sei certo che non ci siano pericoli nel futuro? E se andassi a finire proprio quando scoppia un'atomica? O se ti trovassi in una società di robot e quelli ti facessero prigioniero? Il passato, beh, quello non è pericoloso, lo sai. E nessuno è equipaggiato meglio di te, ma il futuro... Doc Brown sorrise, un po' commosso da quella preoccupazione per la sua incolumità. «Non hai tutti i torti. Ho riflettuto molto quando si è trattato di decidere dove sarei andato nel mio primo tentativo, ma ho sempre sognato di vedere il futuro, più che di rivivere il passato. Mi piacerebbe vedere dove sta andando l'umanità, se progredirà o regredirà. E poi, se mi trasferirò di qui a un quarto di secolo più avanti, potrò sapere chi vincerà le World Series e Super Bowl dei prossimi 25 anni. Non sarebbe un'informazione interessante per la mia vecchiaia?» Marty annuì. «Doc, vienimi a trovare quando arrivi là e io ti riferirò dettagliatamente quello che è successo.» «D'accordo!» Doc si schiarì la gola e assunse di nuovo un'aria professorale, rivolgendosi alla telecamera. «In questo momento, io, il dottor Emmett Brown, sto per intraprendere uno storico viaggio!» Einstein incominciò ad abbaiare furiosamente. Brown si interruppe a metà della frase. Che cos'era?
Un guardiano notturno del mall? Un gatto? Oppure qualcosa di peggio? Sentì il rombo del motore prima ancora di scorgere i fari. Poi, con una svolta improvvisa, il veicolo puntò i fasci luminosi direttamente verso di loro. I due fari si alzavano e si abbassavano mentre la macchina sobbalzava leggermente puntando verso il mall, 800 metri più avanti. Poteva essere qualche adolescente spericolato, ma qualcosa nello slancio disperato del veicolo disse a Doc Brown che era accaduto il peggio. Marty smise di azionare la telecamera e fissò Doc Brown. L'inventore era diventato di colpo cinereo e teneva la bocca aperta. Il suo respiro era quasi un rantolo. Presentava tutti i sintomi dello shock, eccetto la tendenza a svenire, ma anche quella poteva apparire da un momento all'altro. Marty bloccò la telecamera e accorse per aiutare l'amico. «Cosa c'è?» Sembrava che Doc non lo sentisse. Continuava a seguire con gli occhi l'avanzata del veicolo che si muoveva sempre nella loro direzione. Una leggera sbandata rivelò in quel momento che non era una macchina normale e neppure della polizia. Era un furgone, squadrato a parte il lungo muso spiovente e completamente oscurato, con i finestrini che dovevano essere stati anneriti con la vernice oppure erano chiusi da tende. «Hai ragione, Heini!» disse finalmente Doc Brown accarezzando la testa del cane. «Sono loro!» «Loro chi?» Doc Brown non mostrò di averlo sentito. «Mi hanno trovato! Non so come, ma mi hanno trovato!» Capitolo 4. Poco dopo le 3 del pomeriggio del 25 ottobre 1985, l'uomo dalla carnagione olivastra, che era conosciuto semplicemente con il nome di Sam, ricevette il messaggio in codice del suo superiore. Lo lesse e si infuriò. Un lampo vendicativo balenò negli occhi scuri. «Ci hanno fregati!» disse semplicemente ai quattro uomini e alla giovane donna che sedevano in attesa di ordini nella squallida stanza del motel. Sam fece scattare l'otturatore del mitragliatore AK-47, posò l'arma sul tavolo e incominciò a frugare nella borsa. «Si fregano sempre!» disse la giovane donna. «Non siamo abbastanza spietati. Se il mondo sapesse che uccidiamo quanti si oppongono a noi, anziché ricorrere ai negoziati e all'astuzia, nessuno oserebbe fermarci. Invece ci considerano un branco di buffoni armati.» Sam aveva già sentito quel discorso. La sua carriera nel campo del terrorismo internazionale era iniziata quasi 30 anni prima e nell'organizzazione c'era sempre stato qualcuno che non voleva far altro che uccidere. A volte era il membro più giovane, ansioso di dimostrarsi duro. Adesso era Uranda, un'ex indossatrice 25enne di Damasco, che si divertiva a crivellare la gente di proiettili. «Non preoccuparti, questa notte noi ricorreremo all'astuzia. Ci sarà un solo morto, ma sarà morto per davvero quando avremo finito.» Estrasse un fascicolo dalla cartella. C'erano una foto a colori di Doc Brown, un riepilogo di 10 pagine a spazio 1 di tutte le sue passate attività e di tutte le sue abitudini, e una piantina della sua casa e del laboratorio. Sam aveva ricevuto il fascicolo una settimana prima, quando era apparso evidente che forse Brown era assai meno affidabile di quanto sperasse l'organizzazione. La conferma della doppiezza di Doc Brown era arrivata quella mattina ed era stata seguita dalla decisione di eliminarlo. Sam mise la foto sul tavolino e la indicò agli altri. «Che cosa ha fatto?» «Comunque non ha molta importanza, ha l'aria di essere ebreo.» «Lo avevamo soldato perché costruisse una bomba nucleare.» Gli occhi della giovane donna brillarono di eccitazione. «Abbiamo rubato plutonio, gliel'abbiamo consegnato. Lui è tergiversato finché è potuto e ci ha consegnato l'arma solo quando abbiamo minacciato.» «E poi?» «La bomba non era altro che involucro riempito con vecchi pezzi di flipper.» Uranda alzò gli occhi al cielo, ma dopo un istante un'espressione di attesa soddisfatta apparve sul suo viso. «Noi uccideremo stanotte. Comando ha deciso che non vale la pena di prenderlo per interrogarlo. Voi due pedinerete per il resto della giornata.
È molto probabile che vada al garage dove ha il laboratorio, oppure Twin Pines Mall. Ultimamente è là che ha passato molto tempo, soprattutto di notte. È armato? Al massimo avrà una pistola. Una vecchia calibro 45 forse non funziona neppure. Marty rimase paralizzato, immobile, mentre il furgone sfrecciava verso di loro. Era completamente atterrito, sebbene non riuscisse a immaginare chi fosse quella gente. Poi un impulso irresistibile si impadronì di lui. Se doveva morire, voleva sapere chi era il responsabile. «Chi c'è in quel furgone?» Doc Brown non ebbe il tempo per una spiegazione completa. Marty lo stringeva per la manica e dovette girare su se stesso come una trottola per liberarsi. In quel momento girò la testa e gridò «I libici!» Marty non capì, però sapeva che di solito i libici erano coinvolti in attività oscure e pericolose. Fu come se qualcuno avesse gridato «al fuoco» in un cinema affollato. Non ebbe bisogno di altro per credere che fosse la verità. Si buttò da una parte e cercò con gli occhi l'oggetto solido più vicino che potesse offrire un riparo. C'erano due possibilità, il furgone di Doc e la DeLorean. «Scappa, Marty! Faccio da bersaglio!» L'inventore si lanciò nel furgone e dopo un momento riapparve impugnando una pistola. Nello stesso istante lo sportello scorrevole laterale del furgone si aprì e si sporse un individuo olivastro che somigliava a Yasser Arafat. Imbracciò una K-47 e aprì il fuoco. A Marty nessuno aveva mai sparato, anche se una volta, durante un incontro di baseball, l'avevano bersagliato con i fagioli secchi. L'effetto era vagamente simile. Gli sembrava di muoversi al rallentatore, impotente, in una camera echeggiante di suoni aspri. L'orizzonte, con tutti gli oggetti familiari, i pali della luce, i lampioni, i grandi magazzini erano spariti, lasciandolo imprigionato in un globo di fluido nero. C'erano due soli uomini, gli spari e il suo respiro, che gli rintronavano negli orecchi. Vide Doc Brown puntare la pistola verso il furgone e premere il grilletto, ma non vi fu il lampo dello sparo, mentre i proiettili della K-47 piovevano intorno ai suoi piedi e si piantavano nella fiancata del furgone. Poi Doc lasciò cadere la pistola e si lanciò di corsa per raggiungere il mall, che era distante un 500 metri. Il furgone si arrestò con uno stridore violento di gomme, fece marcia indietro e ripartì all'inseguimento. Doc aveva percorso sì e no 50 metri in direzione del mall quando il veicolo si slanciò dietro di lui. «No! Doc, aspetta!» Già mentre urlava quelle parole, Marty si rese conto che non era un buon consiglio. Non era molto probabile che i libici avrebbero avuto pietà se Doc si fosse arreso e li avesse implorati per aver salva la vita. Marty tuttavia aveva lanciato quel grido per istinto. Per un lungo istante restò immobile, guardandosi intorno convulsamente in cerca di qualcosa che potesse aiutare il suo amico. E poi, un'altra raffica del fucile mitragliatore e un urlo gli dissero che ormai era inutile. Si girò di scatto e vide Doc Brown portarsi le mani al petto, piegarsi e stramazzare bocconi. «No! Bastardi!» urlò Marty. Sembrava che la sua voce venisse da un punto dietro di lui, come un vento freddo che echeggiava nell'immenso parcheggio deserto. Il furgone invertì di nuovo la marcia e puntò verso Marty. Doc giaceva immobile, con la caviglia sinistra girata in un angolo innaturale. Era morto, senza dubbio. E anche lui sarebbe morto presto, pensò Marty, se non avesse fatto qualcosa. Per un attimo pensò di lanciarsi verso il furgone. Era grosso, lento e ingombrante, però almeno sapeva guidarlo. Ma sarebbe stato un suicidio. Non ce l'avrebbe fatta ad arrivare al margine del mall con quel veicolo scassato. Era meglio morire in gloria, se quello era il suo destino, o almeno a bordo di un veicolo di alta classe. Afferrò la telecamera nell'eventualità che gli servisse una prova dell'uccisione di Doc e la buttò nella DeLorean. Poi balzò a bordo e abbassò la portiera. Si guardò intorno, stordito. Intorno a lui lampeggiavano le spie luminose, ma non riusciva a scorgere il meccanismo d'avviamento. Intanto, mentre esitava, il furgone si avvicinò rombando e passò alla sua destra, a non più di 3 metri di distanza.
Nel vano della portiera scorrevole c'era Libico con il fucile mitragliatore. Marty credette di scorgere l'ombra di un sorriso sulle sue labbra quando puntò l'arma verso di lui e premette il grilletto. Silenzio. Marty, raggomitolato in posizione fetale, batté le palpebre e sbirciò dal finestrino. Il furgone era già 6 metri più avanti e stava rallentando. Il Libico imprecava e batteva il pugno sulla K-47, che evidentemente si era inceppato. Un torrente di parole rabbiose, incomprensibili, risuonò nella notte. «Su, parti!» Guardò gli interruttori e i quadranti della plancia, sconcertato e impaurito. Qual era il segreto? Un pulsante? Un codice digitale? Girava disperatamente lo sguardo avanti e indietro, cercando di individuare la soluzione dell'enigma. Quando alla fine risolse il problema, era così semplice che per poco non scoppiò a ridere. Sul piantone dello sterzo, come in ogni altra macchina, anche del tipo meno sofisticato, c'era la chiave dell'accensione. «Che mi venga un colpo!» Nell'attimo in cui tendeva la mano verso la chiave, uno stridio di pneumatici gli annunciò che il furgone si stava nuovamente avventando verso di lui. Marty accese il motore della DeLorean, strinse la leva del cambio e accelerò al massimo. La macchina reagì ancora più velocemente di quanto avesse osato sperare. Parve spiccare un balzo in avanti, come se fosse stata catapultata. Per un attimo scorse il furgone dei libici come una massa sulla sinistra. Poi questo rimase indietro così fulmineamente da indurlo a domandarsi se la sua presenza non fosse stata un miraggio generato dalla paura. In effetti, se l'autista libico non avesse svoltato dalla parte sbagliata nell'invertire la marcia, Marty sarebbe stato un facile bersaglio per il terrorista armato di mitragliatore. Ma anziché sterzare sulla destra, l'aveva fatto sulla sinistra, e il furgone si era affiancato alla DeLorean con lo sportello aperto rivolto dalla parte opposta. Prima che l'autista libico avesse potuto rimediare all'errore, la DeLorean aveva già innestato la marcia più alta e stava distanziando rapidamente gli inseguitori. Marty lanciò un'occhiata nello specchietto retrovisore nell'istante in cui il terrorista prendeva la mira. Sterzò disperatamente e vide i proiettili crivellare l'asfalto sulla sinistra e più indietro, ma non ebbe il tempo di rallegrarsi per lo scampato pericolo. Davanti a lui c'era l'estremità del parcheggio e stava per raggiungerla 80 miglia orarie. I fari inquadravano il guardrail metallico e gli rivelavano che fra 2 o 3 secondi avrebbe sfondato la barriera e sarebbe piombato giù per una ripida banchina. Dietro di lui i fari del furgone seguivano ogni suo movimento. Marty strinse più forte il volante, simulò una sterzata sulla sinistra, scalò la marcia e sterzò sulla destra con tutte le sue forze. Gli pneumatici stridettero, gettarono una gragnola di ghiaia contro il guardrail e il parabrezza, ma non scoppiarono e non slittarono. Marty completò la sterzata e si allontanò rombando dal furgone. Accelerò di nuovo al massimo, vide la lancetta del tachimetro salire da 50 a 75 con uno scatto spasmodico, ma anche il guidatore libico sapeva il fatto suo. Sebbene il furgone fosse meno potente e manovrabile, era riuscito a girare rapidamente e ad accelerare, al punto di arrivare a meno di 20 metri dalla DeLorean. «Bene, adesso avanti a tutta velocità!» Abbassò gli occhi sul tachimetro, mentre la DeLorean saettava accanto al corpo immobile di Doc Brown. Segnava 80 miglia all'ora. Quando incrociò il furgone dell'inventore, la lancetta indicava 84 e i libici non accennavano a desistere dall'inseguimento. «Ah, è così! Vediamo se questi bastardi possono andare a 90!» Dietro di lui il fucile mitragliatore crepitò. Numerosi proiettili piovvero davanti alla DeLorean, fecero sprizzare scintille dall'asfalto e scagliarono frammenti sul cofano. Marty lanciò un'occhiata sulla destra. Troppo tardi. Per una frazione di secondo aveva avuto la possibilità di svoltare a destra, superare l'entrata e forse distanziare il furgone sull'autostrada. Ma ormai quella frazione di secondo era passata. Davanti a lui c'era l'estremità opposta del parcheggio, un altro guardrail e uno spazio ancora più ridotto per svoltare. Doveva compiere subito il tentativo? I libici avrebbero potuto prenderlo di mira più facilmente, ma lui avrebbe avuto una possibilità di lanciarsi verso l'entrata. Marty abbassò istintivamente gli occhi sul tachimetro. Segnava 88. Dietro la sua testa i contatori e gli indicatori incominciarono ad accendersi e file di numeri si formarono sul cruscotto per poi sparire, mentre all'improvviso ululava una specie di sirena. Che cosa aveva fatto? Era saltata una valvola? Aveva mandato il motore fuori giri? Aveva toccato qualcosa che non avrebbe dovuto? Scrutò affannosamente il cruscotto in cerca di una spiegazione del mistero.
In quell'istante si accorse che un oggetto voluminoso era apparso davanti a lui, un oggetto che un attimo prima non c'era. Alzò di scatto la testa, ma non vide il guardrail e le lampade ad arco del Twin Pines Mall. Vide la faccia di uno spaventapasseri. «Cosa diavolo?» Con la stessa rapidità con cui era apparso, lo spaventapasseri sparì. La testa rudimentale sbatté contro il parabrezza e si disintegrò in una pioggia di paglia. Poi apparve un altro oggetto, un grande edificio squadrato. Nello stesso istante la macchina incominciò a rollare e a beccheggiare come se avesse abbandonato l'asfalto e stesse correndo sui ciottoli o in un campo arato. Marty venne scagliato quasi sul sedile del passeggero, batté la testa contro il tettuccio. Non poteva far altro che aggrapparsi al volante con tutte le sue forze. L'edificio davanti a lui intanto troneggiava contro il cielo un poco più chiaro e tutto appariva ai suoi occhi come un mosaico di grigi e di neri. Approfittando dell'attimo che ancora gli restava per manovrare, puntò il muso della DeLorean verso il riquadro un po' più chiaro, preparandosi allo schianto che non vi fu. Invece, come se stesse precipitando in un pozzo, Marty fu inghiottito dalle tenebre. Schiacciò il freno, sentì la macchina decelerare, poi un urto lo mandò a sbattere contro il cruscotto. Nello stesso istante, qualcosa cadde sul tettuccio con un tonfo rumoroso. L'aria che circondava la DeLorean immobilizzata era satura di polvere color zafferano. Marty sbatté le palpebre e cercò di orientarsi in quell'ambiente nuovo che sembrava averlo strappato bruscamente dal parcheggio del mall. A poco gli oggetti incominciarono a prendere forma. Assi verticali, balle di paglia, un forcone. Tutto appariva e scompariva, stranamente. Marty non riuscì a spiegarselo fino a che si accorse che si erano accesi i lampeggiatori di emergenza della macchina. Sentì un cane che abbaiava in lontananza. «Accidenti! Sono in un fienile! Come ho fatto a finire in un fienile?» Non era stata una serata piacevole per Otis Peabody. Aveva 45 anni e di solito era stanco morto quando rientrava dopo una giornata di lavoro nella fattoria. E non aveva nessuna voglia di ascoltare le critiche e le richieste della moglie e dei figli. Non desiderava altro che sedersi tranquillo dopo un buon pasto, leggere il giornale e andare a dormire. La prima notizia spiacevole che l'accolse quando entrò in casa fu che la batteria della macchina era scarica. «Possiamo farla ricaricare!» rispose laconicamente mentre si avvicinava al tavolo. Elsie, che era sua moglie da 17 anni, scosse la testa. «Marte Peterson dice che è andata!» «Santo cielo! Non l'abbiamo mai cambiata da quando abbiamo comprato la macchina 6 anni fa, quindi è normale che sia andata!» «Quanto costa una nuova?» «Beh, quelle di Peterson sono un po' care!» «Ma le vendono d'occasione da Sears. Una batteria di 4 anni costa $14.95. «È ridicolo! Troppo care! Chissà cosa costano quelle che non sono d'occasione!» «Allora? Mi lasci i soldi così domani vado a prenderla?» Peabody annuì, sospirò e fece per sedersi. Marta, la figlia 14enne e l'11enne Sherman scelsero proprio quel momento per presentare la loro richiesta della giornata. Da quasi un mese insistevano perché il padre comprasse un televisore. A quanto pareva, nella contea tutti l'avevano tranne loro. «Puoi comprare il televisore?» chiese Marta con un sorriso. «Per piacere, papà, tanto andremo da Sears a comprare la batteria!» «No!» I ragazzi erano preparati alla risposta negativa. Anziché rassegnarsi, si lanciarono nella descrizione di tutti i programmi meravigliosi che si sarebbero potuti vedere. Ed Sullivan, il club di Topolino, il varietà della Colgate, The Cisco Kid, Ozzy e Harriet. Un elenco interminabile. «Sono tutte scemenze!» «Non è giusto!» «Certi nostri insegnanti danno come compito a casa proprio guardare i programmi della televisione!» Peabody guardò la figlia con aria scettica. «È vero! Peggy Ann McVeigh ha preso appunti sull'attacco di cuore del presidente Eisenhower e poi ha presentato il tema, e così ha preso 10!» «Puoi servirti dei giornali, è la stessa cosa!» «No, no!
I professori capiscono quando si copia dai giornali, ma non dalla TV. E poi, quando l'insegnante ti dice di guardare il programma di Edward Morrow, come fai a vederlo sul giornale? Compreremo il televisore quando potremo permettercelo, e non prima. Io voglio vedere le partite di football, insistette Sherman imbronciandosi. Peabody incominciò a riempirsi il piatto e decise di non badare più ai figli fino a che non avessero smesso di importunarlo. Il pasto si svolse nel silenzio. Poi tutti si dispersero e andarono a letto. Qualche ora dopo l'oggetto piombò nel fienile. Sherman, che era raggomitolato a letto e stava leggendo l'ultimo numero dei fumetti Tales from Space, fu il primo a vedere il veicolo che si muoveva fulmineamente. La forma e le luci lampeggianti gli rivelarono subito che non si trattava di una comune macchina terrestre. Certo, aveva appena finito di leggere Gli zombie di Plutone e parlava di alieni che portavano tute antiradiazioni, rapivano le femmine umane e andavano in giro a bordo di automobili avveniristiche dagli sportelli ed ala di Gabbiano. Forse questo particolare lo aveva sensibilizzato più del consueto, ma Sherman aveva sempre creduto agli extraterrestri. Lo spazio era il suo hobby e adesso pareva che si fosse trasformato in realtà. Afferrò l'albo a fumetti e si precipitò giù per la scala. Sua madre, suo padre e la sorella erano già all'ingresso posteriore e fissavano il fienile. Nella luce fioca si vedeva che il tetto era crollato, ma non era quella la cosa più spaventosa. La DeLorean d'acciaio inox era rivolta con il muso verso di loro e i fasci di luce dei fari fendevano la polvere e il vortice di frammenti di paglia. Con le ruote sprofondate nel fieno e i lampeggiatori gialli che ammiccavano, sembrava identica ai dischi volanti di cui si sentiva parlare da quasi 10 anni. «Che cos'è, pa?» chiese la signora Peabody. «Sembra un aeroplano, senza ali!» «Non è un aeroplano! È un disco volante, pa! Viene dallo spazio!» I quattro Peabody si scambiarono un'occhiata, impressionatissimi. Lentamente si avvicinarono all'oggetto. Il padre brandiva una mazza da baseball, prelevata dal ripostiglio pochi attimi dopo che il veicolo era piombato nel fienile. Attraversarono il prato e il vialetto e si accostarono all'edificio sfasciato. Anche a distanza ridotta era impossibile scoprire l'identità del visitatore. Finalmente Sherman parlò. «Nei film e nei fumetti i terrestri cercano sempre di comportarsi pacificamente con gli alieni, ma di solito non serve a niente!» «Zitto!» Peabody teneva gli occhi fissi sulla portiera d'ala di Gabbiano che si era socchiusa e incominciava a sollevarsi. I quattro attesero inquieti, divisi tra la curiosità e la paura. «Sta uscendo qualcosa! Non fatevi prendere dal panico!» raccomandò Sherman, notando che la sorella scalpicciava agitatissima. «Un movimento improvviso può provocare la loro reazione!» Marty, a bordo della DeLorean, non si era accorto di essere osservato. Aveva i suoi problemi. Soprattutto era completamente disorientato e non riusciva a capire dove fosse. Aveva perso i sensi durante l'inseguimento? Ma se era così, come aveva fatto a passare dal parcheggio del mall a un fienile che evidentemente non esisteva nei dintorni a Hill Valley? E se non era svenuto, che fine aveva fatto il guardrail? Dov'erano i libici? In quel momento stavano puntando un'arma contro di lui, decisi a finirlo? Scrollò la testa. Nonostante i rischi, la cosa migliore da farsi era uscire e vedere dove diavolo fosse capitato. Strinse la maniglia, scoprì come si azionava quella strana portiera e uscì. Una pioggia di polvere leggera gli cadde sulle spalle e sul cappuccio della tuta antiradiazioni quando spuntò dalla macchina. «È un alieno!» E in effetti sembrava che lo fosse. Peabody lo fissava, impietrito, e continuava a stringere la mazza da baseball. Non era neppure il caso di pensare di usare un'arma così ridicola contro un alieno. Lo imponevano la logica e la morale, ma soprattutto la paura. Il povero papà Peabody era terrorizzato e non pensava ad altro che alla salvezza sua e dei suoi.
Scappate, figlioli! Scappate! Mettetevi in salvo! E si affrettò a dare l'esempio, correndo a tutta velocità verso la casa. Aveva ricordato all'improvviso la doppietta, che teneva nascosta sotto al letto per proteggersi dall'eventuale incursione di un ladro. Era venuto senza dubbio il momento di servirsene, pensò. Sherman, quando vide il padre che spariva all'interno della casa, si rese conto che in via provvisoria il comando delle operazioni all'esterno era passato a lui e che era suo compito trovare una soluzione per scongiurare l'imminente catastrofe. Aveva avuto modo di leggere molti esempi del comportamento degli umani di fronte agli extraterrestri e non se la sentiva di affrontare l'alieno. Né con la forza né con le buone. Nei fumetti e nei film, comunque, nessuno dei due metodi dava risultati molto positivi. Ricordava in particolare la scena della Guerra dei Mondi, quando il reverendo si avviava verso la nave marziana per dimostrare le sue buone intenzioni e veniva prontamente disintegrato. Tuttavia, una rapida valutazione della situazione suggeriva l'opportunità di tentare l'approccio gentile, anziché quello bellicoso. Non aveva un'arma per minacciare o attaccare l'alieno e probabilmente i suoi occhi tradivano la paura. Quindi sembrava preferibile affidarsi alla misericordia dell'extraterrestre. Tese la mano, impacciato. Pace! L'alieno era ormai uscito quasi completamente dal veicolo spaziale. Era un bipede, e le braccia e le linee del corpo erano abbastanza umane. Sherman si chiese che faccia avesse sotto quel cappuccio e se era in grado di emettere suoni comprensibili. Ehi! Salve! «Dove sono?» disse l'alieno in perfetto inglese. Avanzò verso di loro di qualche passo. Sherman, Martha e la madre indietreggiarono lentamente. «Scusatemi, voi chi siete? Dove sono? Questa è il Valley!» Sotto il portico risuonarono i passi di papà Peabody. Ancora insaccato nei mutandoni e nella maglia di flanella rossa, si precipitò verso di loro con il fucile imbracciato. Sherman scrutò l'alieno e prese una decisione fulminea, basata sul comportamento tipico degli extraterrestri dei fumetti e del cinema. «Sparagli, pa! Si è già mutato in forma umana! Sparagli!» Per quanto scosso dal nervosismo, papà Peabody si portò la doppietta alle spalle e prese la mira. Marty, che aveva la visuale limitata del cappuccio, continuò a muoversi verso i tre che aveva davanti, senza accorgersi della presenza di papà Peabody. Alzò la mano per togliersi il cappuccio. «Attento, pa! Sta per combinare qualcosa!» «Prendi questo, mutato figlio di puttana!» urlò Peabody premendo il grilletto. Una pioggia di pallettoni passò sibilando accanto all'orecchio di Marty e andò a piantarsi nel fienile dietro di lui. Peabody sparò di nuovo. La rosa dei pallettoni sollevò una piccola nube di terriccio davanti all'extraterrestre. Lo mancò, ma lo indusse a girare precipitosamente su se stesso e a rifugiarsi di corsa nel fienile. Incoraggiato dal terrore implicito nel comportamento dell'alieno, Peabody ricaricò la doppietta, poi avanzò cautamente e sbirciò nell'interno. «Sii prudente, pa! Non avvicinarti troppo, o si impadronirà del tuo cervello!» «Cosa diavolo stai dicendo, figliolo?» Sherman, che aveva ancora in mano l'albo a fumetti, lo aprì per mostrare l'avventura degli zombie plutoniani. «Qui spiega tutto, pa! Leggi!» Marty intanto era corso di nuovo alla DeLorean ed era saltato a bordo. «Accidenti a quel pazzo di contadino!» ansimò e girò l'avviamento. Il motore si accese rombando. Marty innestò la marcia indietro, senza curarsi di accertare se aveva qualcuno alle spalle. La paglia volava nell'aria intorno a lui, ma riusciva a vedere quanto bastava per girare la macchina e uscire dalla porta del fienile. I quattro si dispersero davanti a lui come i birilli del bowling, ma aveva accelerato troppo. Non riuscì a sterzare e a evitare la staccionata bianca che circondava due giovani pini appena piantati. La DeLorean ne investì uno in pieno, prima che Marty potesse guidarla sulla strada sterrata d'accesso. «Bastardo spaziale! Mi hai distrutto un pino!» Imbracciò la doppietta e sparò a doppia canna contro il veicolo che si allontanava. La rosa dei pallettoni lo mancò. Centrò invece la cassetta della posta e la fece volare in pezzi. «Cavolo!» mormorò Marty voltandosi a guardare le figure ormai lontane.
Una stava ancora agitando irosamente il pugno. L'aveva scampata, ma ancora non sapeva dove fosse. La gente, se non altro, parlava la sua lingua, ma era vestita in modo diverso. Marty ripensò alla scena, concentrandosi sull'abbigliamento. Gli abiti delle donne erano antiquati. Forse si trattava di vecchi indumenti smessi. E poi le pettinature. Anche quelle avevano qualcosa di diverso, ma Marty non avrebbe saputo dire cosa fosse esattamente. Aveva già visto quegli individui, o tipi come loro. Sembravano usciti da un vecchio film in bianco e nero. Probabilmente uno scherzo della mia immaginazione. Doveva ammetterlo. Era impaurito e disorientato. L'incontro con i libici l'aveva sconvolto più di quanto fosse disposto a riconoscere. Mentre procedeva sulla strada sterrata, fece uno sforzo per ritrovare la compostezza. Bene, Marty, riprenditi. Deve esserci una spiegazione per tutto quanto. Con ogni probabilità è soltanto un sogno. Un sogno molto intenso. Finirà per risolversi. Svoltò a un angolo e i fari inquadrarono qualcosa che lo lasciò a bocca aperta. Merda! Bloccò la DeLorean, rischiando di farle fare un testa coda, e indietreggiò, in modo che la luce inquadrasse di nuovo la casa. Sbatté le palpebre e la studiò, cercando di scoprire qualcosa di diverso, un piccolo dettaglio che gli restituisse la tranquillità. Ma la casa era la stessa. La sua casa, la casa abitata dalla famiglia McFly, era là, in mezzo al nulla, e sembrava molto più nuova di quanto Marty la ricordasse. Ma senza dubbio non era la stessa. A poco i frammenti del rompicapo si composero in un quadro coerente. Davanti alla casa un cartello annunciava «Casa Modello». C'erano bandierine che sventolavano fiaccamente nella lieve brezza notturna e accanto alla costruzione c'era un grande manifesto che mostrava una casa idilliaca, annidata tra splendide querce, con una tipica famiglia americana di 4 persone in piedi accanto a una Cadillac. Una Cadillac tutta lucida, eppure vecchissima. E sotto il manifesto c'era la promessa di un sogno realizzata, in enormi caratteri maiuscoli. «Vivete oggi nella casa di domani». Agenzia immobiliare Lion, consegne previste entro l'inverno. È casa mia, ma è nuova di zecca! E lì, in mezzo alla campagna buia, abbassò lentamente lo sguardo sulla plancia della DeLorean. Tempo di destinazione. 5 novembre 1955. Tempo presente. 5 novembre 1955. 1955! Non posso crederlo! Ma la realtà era intorno a lui e confermava il messaggio del display. Così doveva essere quella zona durante la fase della costruzione. Il terreno aveva le stesse ondulazioni e sullo sfondo spiccavano diversi oggetti che conosceva. Era entrato in un mondo che non avrebbe sentito parlare di lui se non fra 13 anni. Che viaggio! Il suo sguardo si posò di nuovo sul cruscotto. Uno dei dati attirò la sua attenzione. L'indicatore era situato direttamente sotto la camera del plutonio e lampeggiava per segnalare vuoto. Marty innestò la marcia e la macchina avanzò. Non significava che non poteva muoversi, significava semplicemente... «Ehi! Che cosa significa? Che non potrò tornare indietro?» Dato che non sapeva dove andare, entrò a retromarcia nel vialetto della sua casa nuova e per un po' rimase immerso nei suoi pensieri. Per abitudine accese la radio. Sebbene fosse quasi mattina, c'erano ancora alcune stazioni che trasmettevano, ma tutte presentavano musiche orrende. Un certo Eddie Fisher cantava le canzoni di Jerome Kern. Un'altra stazione mandava in onda brani dell'orchestra di Mitch Miller e un cantante che si chiamava Guy Mitchell. E gli annunciatori avevano tutti la voce stanca. Dunque era così? Marty girò la manopola con una smorfia. Si fermò su una stazione che trasmetteva un notiziario. Il presidente Eisenhower aveva previsto un incremento dell'edilizia abitativa per il 1955. Eisenhower! Già, sicuro, l'abbiamo studiato a scuola. Un tipo abbastanza a posto,
che però non fece molto più che offrire una buona occasione a Nixon. Il giornale radio continuò. Quasi tutte le notizie sembravano identiche a quelle del 1985. I rappresentanti dei quattro grandi hanno sospeso le conversazioni sul disarmo. I russi hanno respinto un piano degli Stati Uniti per la messa al bando delle armi nucleari. Le autorità competenti alla prima conferenza sullo smog a Los Angeles hanno dichiarato che lo smog potrebbe allontanare le industrie della città colpite da questa forma di inquinamento atmosferico. Nel frattempo, i demografi prevedono che entro pochi anni Los Angeles diventerà la seconda area metropolitana degli Stati Uniti, superando Chicago. Nel Medio Oriente, tormentato da altri disordini, gli Stati Uniti hanno posto nuove condizioni a Egitto e Israele. Via via che la trasmissione continuava, c'erano molte notizie strane e alcune vagamente familiari. Nel football universitario, il quarterback John Brody di Stanford continua a condurre la classifica. Era lo stesso signore di mezz'età che ogni tanto compariva come commentatore delle telecronache del football. Il famoso place kicker dell'UCLA, Jim Decker. Jim chi? Il sensazionale quarterback dei Texas Christians, Jim Swink. Swink? Ma sta scherzando! Marty alzò la radio e si assestò sul comodo sedile della DeLorean. Non gli dispiaceva troppo quel viaggio nel suo personale tunnel del tempo. Ora l'annunciatore stava leggendo alcune notizie di cronaca rosa. L'attrice Joan Crawford e il suo nuovo marito, il magnate della Pepsi Cola, Alfred Steele, hanno festeggiato i primi 6 mesi di matrimonio. Jack Webb e la moglie, l'attrice Dorothy Tone, avrebbero avuto qualche dissapore. A risentirci dopo il messaggio pubblicitario della Northwest Ford. Un altro annunciatore si lanciò in una pubblicità che Marty trovò irresistibile. Potete acquistare un nuovo furgoncino Ford a soli $1,454. Proprio così, $1,454 per un Ford del 1956. Noi puntiamo sul volume delle vendite per... Marty riconobbe in lontananza la sagoma di una macchina della polizia e si affrettò a spegnere i fari e la radio. Non poteva farsi beccare. Anche trascurando il fatto che era arrivato da un tempo diverso, avrebbe faticato parecchio a spiegare l'esistenza della DeLorean e per giunta non aveva la targa. Non aveva neppure una patente del 1955. Chissà cosa avrebbero detto gli agenti se avesse mostrato la sua patente del 1985. Meglio non dare nell'occhio. È la sola cosa che posso fare per il momento. Si acquattò sul sedile e guardò la macchina della polizia che passava oltre. Poi scese. Andò alla porta del garage e cercò di aprirla. Era chiusa a chiave. Accidenti! D'impulso si frugò nella tasca dei calzoni e tirò fuori il portachiavi. 30 anni erano parecchi per una serratura, ma valeva la pena di tentare. Fischiò sommessamente quando la chiave si inserì e girò. Così va un po' meglio. Cominciavo a credere che non fosse la mia giornata. Aprì la porta del garage, risalì sulla DeLorean e la fece marciare a ritroso sulla gettata nuova di cemento. Dopo qualche istante, quando si fu liberato della tuta, uscì dalla casa e si avviò lungo la strada che conduceva a Hill Valley. Da qualche parte, nella città laggiù, c'era la chiave che poteva ricondurlo nel 1985. Dovunque fosse, doveva trovarla. Capitolo 5. Sebbene quasi tutte le vie intorno alla sua casa non fossero state ancora costruite nel 1955, per Marty fu relativamente facile raggiungere Hill Valley. Aveva un notevole senso dell'orientamento e c'erano abbastanza punti di riferimento utili che gli permettevano di districarsi tra i boschi e i lotti deserti che più tardi sarebbero diventati strade e quartieri residenziali. Era piuttosto semplice se teneva lo sguardo fisso sul tribunale, naturalmente, e via via che si avvicinava al centro della città, poteva notare che le vie e gli edifici erano assai meno cambiati nel corso degli anni. O almeno così sembrava, da una certa distanza. Quando si accostava, Marty si rendeva conto che in pratica ogni edificio avrebbe cambiato identità dal 1955 al 1985. Nel complesso, adesso la zona pareva più pulita e più viva, piena di attività. La gente che vi si aggirava sembrava conoscersi e si scambiava saluti cordiali.
Ma se questo era vero, aveva un risvolto negativo per un estraneo come Marty. Più volte notò che la gente lo sbirciava e scrutava i suoi abiti con aria sospettosa. Quasi poteva sentirli mentre si chiedevano chi è quel giovanotto. Perché ha le scarpe verdi? È qualcuno piovuto qui da New York che vuol fare il sofisticatino? Quel modo di fare irritò Marty, ma non per molto. Quando si avvicinò a Town Square si lasciò affascinare. Ciò che vedeva dal vivo e a colori era la storia. Ancora più avvincente era il fatto che lì nessuno poteva condividere il suo senso di meraviglia. Per gli altri era tutto normale, forse noioso. Era uno spettacolo che vedevano ogni giorno, ma per Marty era un museo perfettissimo e palpitante di vita. Il primo oggetto che si offrì al suo sguardo fu il grande cartello all'angolo della piazza, all'incrocio fra la seconda strada e Main Street. «Benvenuti a Hill Valley», diceva. «È un posto simpatico per viverci, guidate con prudenza». I simboli di varie associazioni civiche ornavano il cartello come medaglie sul petto di un vecchio soldato. Marty svoltò a destra in Main Street e passò davanti al Lou's Café, il bar gelateria che associava nel ricordo agli anni dell'adolescenza di sua madre e di suo padre. Era verniciato di un verde chiaro malaticcio e in quel momento era semivuoto, con ogni probabilità perché era ancora mattina presto. Ma non era difficile immaginare il locale brulicante di giovani che ordinavano Coca-Cola e frappè, gelati e hamburger, proprio come sua madre gli aveva raccontato. In quel momento c'erano soltanto un banconiere e un paio di clienti che bevevano il caffè. Marty proseguì e passò davanti a Roy's Records, un altro ritrovo prediletto a quel tempo della gioventù di Hill Valley. Davanti un tabellone annunciava, appena arrivati, The Ballad of Davy Crockett, 16 Tons e molti altri. Nella vetrina i manifesti a colori mostravano quattro donne di un gruppo, The Cordettes. Altri lanciavano Patti Page in the Land of Hi-Fi, Edie in Dixieland e le indimenticabili melodie di Nat King Cole. Niente lasciava supporre che il rock and roll esistesse o fosse sul punto di imporsi. Accanto a Royce c'era una stazione di servizio della Texaco, con un grande cartello scritto a mano. Guerra dei prezzi, 19 centesimi e mezzo al gallone. Ridacchiando tra sé, Marty si avvicinò alle due pompe della stazione. Una, verde e argento, dispensava benzina Super Sky Chief a 21,90 centesimi. L'altra era rossa e offriva il tipo normale, ad appena 19,90 centesimi al gallone. Un distributore automatico appoggiato alla facciata dell'edificio proponeva sigarette di tutte le marche a 20 centesimi al pacchetto, mentre un distributore di bevande analcoliche offriva la Pepsi Cola per 10 centesimi. Marty arrivò fino al termine dell'isolato e si trovò davanti all'Essex Theatre, un cinema che non aveva mai visto, ma che aveva l'impressione di conoscere bene. Secondo quel che raccontavano sua madre e suo padre, soprattutto quando avevano bevuto un po', l'Essex era stato il rifugio prediletto dalle coppiette il sabato sera, nella prima metà degli anni 50. Là, nella galleria o nelle ultime file della platea, erano nati molti amori meravigliosi. Ogni tanto la gente ci andava persino per vedere un film, anche se i veterani come i genitori di Marty non rievocavano mai ciò che veniva proiettato sullo schermo. Adesso c'era un titolo che spiccava in grandi lettere rosse, La regina del Far West, con Barbara Stanwyck e Ronald Reagan. Più sotto era appeso uno striscione che prometteva l'aria condizionata. Marty si girò a guardare dall'altra parte della piazza e notò che l'orologio della torre del tribunale funzionava. Quando era stato colpito dal fulmine ed era rimasto definitivamente immobilizzato? Cercò di ricordare ciò che gli aveva detto quel giorno la donna dei volantini. Quel giorno. Da lì a 30 anni, pensò Marty. Comunque ricordava che l'orologio si era fermato nel 1955. Più o meno adesso. Forse sono arrivato giusto in tempo. Sorrise. I grandi avvenimenti storici di altre città erano le battaglie o le memorabili catastrofi naturali. Hill Valley non poteva vantare niente di più emozionante di un orologio che si era fermato. Bene, almeno avrebbe potuto raccontarlo ai suoi nipoti, se non avessero insistito troppo nel chiedergli come mai si era trovato lì in quell'occasione 13 anni prima della sua nascita.
attraversò la piazza e svoltò a destra nella seconda strada, che era la confluenza della 395 Ovest e della 295 Est. Accanto alla Bank of America, una delle pochissime attività esistenti ancora in quel luogo nel 1985, c'era l'agenzia di viaggi di Mr. Foster che prometteva 10 giorni di vacanze favolose a Cuba. Ancora una volta, Marty rise tra sé. Gli piaceva scoprirsi in possesso dei piccoli segreti della storia futura. Accanto all'agenzia di viaggi c'era quella immobiliare di J.D. Armstrong e in vetrina troneggiava la pubblicità a colori dei Lion Estates, dove era la sua casa. Per $17.500 si poteva acquistare un'abitazione con 3 camere da letto, un garage con 2 posti macchina e una cucina completamente elettrica. Un altro annuncio proponeva rifugi antibomba a prezzi ugualmente ragionevoli. Marty passò davanti alla gioielleria Zale, alla cartoleria di Hill Valley, a un barbiere dove un taglio di capelli costava 75 centesimi, al Bluebeard Motel con le sue stanze a partire da $5, a un negozio Western Auto che vendeva un po' di tutto, dai fucili ad aria compressa Daisy alla radio più piccola del mondo, che in realtà era lunga non meno di 30 centimetri. Dopo il Roots Frock Shop, che ostentava abiti parigini per signora a $40 l'uno, c'era il futuro negozio della concessionaria della Toyota, che adesso era della Statler Motor Studebaker. Quella, almeno agli occhi di Marty, era la stranezza storica più interessante di Hill Valley. Le macchine gli piacevano moltissimo, sia nuove che vecchie, e la Studebaker occupava un posto speciale nel suo cuore, perché come la Edsel si era estinta più o meno durante la sua vita. Sbirciò per qualche istante nel salone di esposizione, poi studiò le macchine usate nello spiazzo adiacente. Quelle varrebbero parecchio nel 1985, persino il catorciola a destra. Le 4 macchine usate in mostra costavano da un massimo di $950 al minimo di $395 per una occasionissima. Erano tutte lucide e avevano qualche frase elogiativa scritta in bianco sul parabrezza. Pulita ed efficiente. Ha fatto pochissimi chilometri. A $450 è regalata. E funziona bene per il catorcio. Marty avrebbe voluto fare un giretto di prova, ma sapeva che nessun venditore lo avrebbe mai permesso a un ragazzo, soprattutto a quei tempi. Quando ebbe lasciato lo spiazzo della Studebaker, si fermò davanti al Town Theater, un tipico, meraviglioso esempio d'art déco degli anni 30. Una torre color nocciola si innalzava sopra il tabellone verde e l'entrata di piastrelle rosse dove troneggiavano le foto dei film in programma. Atomico Follia, con Mickey Rooney e Robert Strauss. Non riusciva a immaginare quale fosse il soggetto del film, ma aveva l'impressione che quel titolo avrebbe potuto rivendicarlo per sé. Grazie a un po' di plutonio era riuscito a viaggiare ritroso nel tempo. Una follia che nessun altro aveva mai realizzato. Era una piacevole certezza, ma gli ispirò un altro pensiero. E adesso? Per quanto durerà? Come farò a tornare nel mio tempo? Per la prima volta lo assalì il dubbio che il processo dei viaggi nel tempo non fosse irreversibile. Le circostanze in cui era avvenuta la trasformazione, tanto per cominciare, non erano affatto scientifiche. L'inventore era morto ammazzato e il viaggiatore nel tempo era stato letteralmente costretto dagli inseguitori a tentare l'esperimento. E adesso sembrava che il plutonio fosse stato sufficiente per il solo viaggio d'andata. Forse non c'è niente da fare, pensò cupamente. Chi poteva aiutarlo? Chi sarebbe stato in grado di rispondere ai suoi interrogativi? Certamente nessuno nel 1955, un'epoca che era ancora ai primi passi del volo spaziale. A meno che... Sicuro! Esclamò Marty schioccando le dita. Doc Brown deve essere da queste parti! Tornò a passo svelto verso il bar gelateria. Era certo che doveva esserci una cabina telefonica. Era sabato e quindi il locale era semideserto. Un ragazzo scialbo sedeva al banco. Mangiava Rice Krispies e leggeva un albo a fumetti. Non alzò la testa quando Marty entrò. Dietro il banco c'erano diversi cartelli. Hamburger 25 centesimi, prosciutto e formaggio 30 centesimi, gelato al cioccolato 15 centesimi.
Quei prezzi affascinarono Marty così completamente da indurlo a fissarli abbastanza a lungo perché il banconiere lo considerasse un visitatore indesiderabile. «Qualunque cosa abbia da vendere, ragazzo, non vogliamo saperne!» «Non vendo niente! Devo solo fare una telefonata!» Si avviò verso la cabina in fondo al locale, prese l'elenco e lo sfogliò, fino a quando trovò il nome che cercava. «Brown Emmett L.» c'era scritto. E poi «Scienziato». Seguivano l'indirizzo e il numero telefonico. Marty sorrise ed estrasse dalla tasca una monetina da 5 centesimi. Il telefono squillò e continuò a squillare. Nessuno rispose. «Accidenti!» borbottò Marty mentre riattaccava. «Non è la mia giornata!» Strappò il foglio dall'elenco e tornò al banco. «Sa dirmi dov'è il 1640 di Riverside Drive?» chiese quando il banconiere si degnò finalmente di guardarlo. «Che ne diresti di ordinare qualcosa, ragazzo?» Marty scrollò le spalle. Tanto valeva, si disse, se questo poteva servirgli a ottenere le informazioni che voleva. Sì, dammi una Fanta. Il banconiere sospirò e lo guardò di traverso. Fanta che? Vuoi della fantascienza da bere? Dammi una Pepsi Free. Una Pepsi Free? Nel senso di gratis? Disse il banconiere senza neppure tentare di nascondere l'irritazione. Ragazzo, mi sa che hai sbagliato porta. Ho sbagliato tutto, pensò Marty. Aveva chiesto prodotti che non erano ancora stati inventati. Il banconiere continuava a guardarlo male, aggrottando le sopracciglia ispide. Ecco, allora mi dia qualcosa da bere che non contenga zucchero. L'uomo scosse la testa, se ne andò e tornò dopo un momento con un bicchiere d'acqua e una tazza di caffè senza zucchero né panna. A Marty il caffè non piaceva in quel modo. «Non ha per caso un po' di sweet and low? O qualcosa del genere?» «Spiegami cos'è lo sweet and low!» «È un surrogato dello zucchero a basso contenuto di calorie!» «Non l'abbiamo!» «Ma questo è il medioevo!» «È meglio che paghi subito!» continuò il banconiere, adocchiandolo con aria di sospetto. «Certo, certo!» Marty si frugò in tasca e trovò solo un paio di monete da 5 centesimi e una da 10. Senza dubbio non bastavano. Nel portafogli, la banconota di taglio più piccolo era da 20 dollari. La tirò fuori e la porse. «Un biglietto da 20?» «Un biglietto da 20? Cosa credi che sia questo locale, una banca? Non posso cambiare 20 dollari per una tazza di caffè da 5 centesimi!» «Oh, è solo 5 centesimi!» «Mi scusi, pensavo che costasse molto di più!» «Quanto di più?» «Beh, almeno 50 centesimi!» «Grazie a Dio, non siamo ancora arrivati a questo punto!» rispose il banconiere prendendo la moneta da 5 centesimi. Poi socchiuse gli occhi. «Ehi, di un po'! Come mai un ragazzo della tua età ha in tasca un biglietto da 20 dollari?» C'erano due sole possibilità. E siccome una di esse comportava attività illecite, Marty optò per la seconda. «Sono un ragazzo ricco e viziato, appena arrivato in città!» Il banconiere gli credette. «Dì a tuo padre che sarebbe meglio se ti trovasse un lavoro per farti imparare il valore del denaro, invece di dartele tutte vinte!» «Grazie, glielo riferirò!» Il banconiere si allontanò. Marty si portò alle labbra la tazza. Bevve un sorso di caffè, fece una smorfia e lo posò. «Ehi, McFly!» chiamò all'improvviso una voce. Per poco Marty non rovesciò la tazza, si girò di scatto sullo sgabello e guardò nella direzione da cui veniva la voce. Quattro ragazzi sui 17 anni si stavano dirigendo dall'ingresso del locale verso il ragazzo dall'aria scialba che sedeva al banco, a una certa distanza da Marty. La faccia del primo dei quattro sembrava vagamente familiare. Gli occhietti tondi, le labbra aggricciate in una smorfia sprezzante e il mento carnoso rappresentavano indizi stuzzicanti, ma non permettevano a Marty di risolvere l'enigma. Gli altri tre erano più problematici. Erano tipi molto anonimi, caratteristici di quel periodo. Uno masticava uno stuzzicadenti ed evidentemente era convinto che quel particolare gli desse l'aria del duro. Il secondo portava i capelli rapati quasi a zero.
e il terzo osservava il mondo attraverso un paio di occhialini verdi e rossi per il cinema in 3D. «Rispondimi quando ti parlo, McFly!» disse il capo del gruppetto. Il tono di superiorità della voce fornì a Marty l'indizio decisivo. Ma certo, il bullo era semplicemente una versione più giovane del bullo supremo, Biff Tannen. E il ragazzetto dall'aria scialba. Marty lo guardò attentamente. Non c'era dubbio. Quello era George McFly, suo padre. Aveva la stessa espressione terrorizzata negli occhi all'avvicinarsi di Biff Tannen, lo stesso comportamento nervoso, gli stessi gesti istintivi che lo caratterizzavano in presenza del suo tormentatore, come se si augurasse di fuggire lontano. Purtroppo c'era anche la stessa vigliaccheria che lo teneva inchiodato lì, come uno schiavo rassegnato. «Ciao, Biff, come va?» chiese il giovane George McFly. Si sforzava di darsi un tono disinvolto, ma non ci riusciva molto bene. La sua voce aveva una sfumatura nettamente servile. «Che cosa dovrebbe andare?» ribatté Biff mentre i suoi bravacci sghignazzavano. «Che cosa, eh?» È solo un modo di dire. Volevo solo sapere se ti andava tutto bene.» «Tutto? Ti interessa tutto? È parecchio. Vuoi dire che ti interessa sapere cosa ho mangiato a colazione, se poi ho ruttato oppure no?» I suoi seguaci ridevano a tutto spiano. George sorrise con uno sforzo, poi sprofondò nel silenzio. «È il solito zerbino», pensò Marty, guardando il suo futuro padre. «Hai fatto i miei compiti, McFly, specie di verme irlandese!» George evitò di guardarlo negli occhi. «Ecco, no. Ho pensato che, siccome non devi consegnarli fino a lunedì...» Biff tese il pugno e bussò tre volte sulla fronte di George. «Hello? Hello? C'è nessuno in casa?» Ancora una volta i suoi amici risero automaticamente, con un riflesso condizionato degno dei cani degli esperimenti di Pavlov. «Prova un po' a pensare, McFly. Devo avere un po' di tempo per copiarli, giusto? Ti rendi conto di quel che succederebbe se consegnassi i miei compiti scritti da te? Mi butterebbero fuori dalla scuola!» «Già, non ci avevo pensato, scusami.» Marty sospirò e scosse la testa. Era insopportabile assistere all'inizio della tortura trentennale che suo padre era destinato a subire. «E tu cos'hai da guardare, Pidocchio?» All'improvviso Marty si rese conto che quelle parole erano rivolte a lui, non a suo padre. Ma anziché distogliere gli occhi dalla scena penosa che si svolgeva davanti a lui, continuò a fissare con aria disgustata Tannen e George McFly. Ebbe la soddisfazione di vedere Biff che distoglieva gli occhi. «Allora, i miei compiti, McFly?» chiese Biff senza desistere. George scrollò le spalle con un gesto che era in parte di rassegnazione e in parte di obbedienza. «Biff, va bene. Li farò stasera e te li porterò subito domattina.» Biff annuì freddamente. «Non troppo presto, la domenica dormo. Se mi svegli ti cambio i connotati.» I suoi seguaci sghignazzarono ancora una volta. Un sorriso soddisfatto spuntò sulla faccia di Biff. George stava rannicchiato sullo sgabello. Il suo atteggiamento lasciava capire chiaramente che sognava il momento in cui Biff Tannen si sarebbe deciso ad andarsene. Ma Biff non intendeva andarsene subito. Si voltò, guardò i piedi di George e disse: «Ehi, McFly, hai una scarpa slacciata?» «Eh?» Nel momento in cui George abbassò lo sguardo, Biff gli centrò il mento con un pugno. Era un colpo più umiliante che doloroso. «Non ci cascare tutte le volte, McFly! Cribbio, se qualcuno volesse farti fuori la sprovvista non faticherebbe!» «E credo di no.» «Venite, ragazzi, andiamo!» ordinò Biff avviandosi verso la porta. George e Marty li seguirono con gli occhi. «Non riesco a crederlo!» disse Marty dopo un lungo silenzio. «Sei un George McFly giovane!» Il suo futuro padre lo guardò sconcertato. «Certo che sono giovane! Ti ho già visto in qualche posto? Non mi pare di conoscerti!» «No,
Ma io conosco te. Non frequenti la mia scuola. Marty scosse la testa. Allora non puoi conoscermi. E invece sì. Compi gli anni il 18 agosto e tua madre si chiama Silvia, giusto? George restò a bocca aperta per lo sbalordimento. Lo sconosciuto aveva curiosato nei registri della scuola o gli aveva guardato nel portafoglio? Era un giovane poliziotto? O che altro? Dunque, non è esatto? E non è esatto che tuo padre si arruolò a 16 anni nascondendo la sua vera età durante la Prima Guerra Mondiale e fu mandato in Francia prima che lo scoprissero e lo rimandassero indietro senza che potesse sparare un solo colpo? Poco mancò che George si mandasse di traverso la Pepsi. Qualcuno avrebbe potuto procurarsi le altre informazioni guardando i questionari, ma la storia di suo padre non era mai uscita dall'ambiente familiare. Come l'aveva scoperta quel ragazzo? È tutto vero. Come l'hai saputo? Chi sei? Marty, che fino a quel momento si era divertito a sbalordire e a confondere il giovane George McFly, si rese conto che non era in grado di dare una risposta plausibile alla domanda. Naturalmente non poteva dirgli la verità. Non soltanto era incredibile, ma poteva provocare un nuovo fuoco di fila di interrogativi. Sorrise e cercò di assumere un'aria enigmatica. Diciamo semplicemente che sono il tuo angelo custode. Ma quel che ho detto riguardo alla tua famiglia non ha molta importanza. L'importante è che non devi lasciarti mettere in piedi in testa da quel buzzurro di Biff Tannen. Verissimo, amico! La risposta all'accusa formulata da Marty così rapida e diretta non venne da George McFly, ma da Goldie Wilson, un inserviente di colore che stava spazzando il pavimento a qualche passo di distanza. George e Marty si voltarono a guardarlo. Goldie si fermò e ricambiò le loro occhiate con uno sguardo intenso, quasi ipnotico. «Senti, perché ti lasci trattare così da quei tipi?» George sbatté le palpebre, colto alla sprovvista dall'intervento dell'inserviente, che di solito era un tipo taciturno. «Non è la prima volta che l'ho visto trattarti così! Mi capita di pulire un sacco di sporcizia qui, ma non c'è niente che mi faccia venire il vomito più di vedere quel tizio che praticamente ti sputa addosso! Perché non gli tieni testa?» «Ecco, è più grande e grosso di me», balbettò George in tono lamentoso. «Chiunque è più grande e grosso di te se stai in ginocchio! Stai a sentire, se vuoi farti strada in questo mondo, devi avere un po' di rispetto per te stesso. Se adesso lasci che la gente ti calpesti, continuerà a calpestarti per il resto della tua vita. Vuoi fare la parte dello stuino perché tutti si puliscano i piedi su di te fino al giorno della tua morte?» George scrollò la testa, ma non sembrava molto convinto. «Ha ragione, eppure avrebbe molte ragioni di arrendersi. Più di quante ne abbia tu. Verissimo! Guardami, tanta gente pensa che io non sono niente, ma so di essere qualcuno. Credi che abbia intenzione di passare il resto della mia vita a manovrare una scopa in questo locale?» Il banconiere, attratto dal suono delle voci, era ricomparso sulla scena. Guardò Goldie e aggricciò le labbra. «Bada quello che dici, Goldie!» borbottò in tono allusivo. Goldie non si lasciò impressionare. «No, signore! Non resterò qui per sempre! Concluderò qualcosa di buono! Frequento una scuola serale tutte le sante sere della settimana e diventerò qualcuno!» «Goldie!» intervenne Marty. Un ricordo era scattato nella sua mente. «Per caso non sei Goldie Wilson?» Il giovane annuì. «Sicuro! E ricorda il mio nome, perché come ho detto, un giorno significherà qualcosa!» Il banconiere ridacchiò. «Ha ragione! Un giorno diventerà sindaco di Hill Valley!» Goldie lanciò un'occhiata a Marty e aggrottò la fronte, cercando di scoprire l'espressione sarcastica che di solito accompagnava un commento del genere formulato da un bianco. Ma il ragazzo sembrava sincero. Oppure era il più grande attore del mondo. Goldie decise di rispondere accettando quelle parole come una sfida. «Sindaco? Buona idea! Potrei insegnare alla gente come si amministra questa città! Non sarei uno di quei politicanti da strapazzo che arraffano e basta! Sarei onesto ed efficiente!» Poi, fissando Marty, «Hai una sfera di cristallo, per caso? Come fai a sapere che diventerò sindaco?» «Lo so, ecco!» «E quando succederà?» Marty sospirò.
si era di nuovo messo nei guai a causa della sua conoscenza del futuro. Davvero vuoi saperlo? Naturalmente, dimmelo! Perché non dovrei tenerci a sapere quando sarà? Perché manca ancora molto tempo, forse non ti andrebbe di aspettare tanto. Non importa, varrebbe la pena di aspettare. E poi così saprò che non potrà succedermi niente da qui ad allora, giusto? Marty annuì. Sarai eletto verso la fine dei 70. I miei 70 anni? Oppure gli anni 70 del secolo? Gli anni 70 del secolo. Cribbio! Non sarà poi un'attesa tanto lunga. Mia madre ha lavorato 40 anni e non ha ottenuto niente. Credo che potrò lavorare per altri 20 o 25 anni per un risultato simile. Mentre Goldie parlava, il nervosismo di George McFly incominciò a diventare insostenibile. Non era per via della situazione o delle parole dell'inserviente, era quel giovane che affermava di sapere tutto. Sembrava quasi che venisse da un altro mondo. Era così sicuro di sé, calmo, diverso da tutti gli altri coetanei che George conosceva. E poi era vestito in modo strano, e anche i capelli erano pettinati in modo differente. George non aveva una grande fede nella religione, ma era superstizioso. L'occulto, l'ignoto, lo turbavano più delle promesse concrete e delle restrizioni della religione organizzata. E se quel giovane poteva davvero vedere nel futuro? Altri forse l'avrebbero considerata una benedizione, un modo per arricchirsi ed evitare i trabocchetti della vita. Ma George McFly no. Non voleva sapere che cosa riservava il futuro a lui o a chiunque altro. Era meglio restare all'oscuro anziché essere costretto a pensare sempre a qualche lotta, a qualche tragedia inevitabile. Se quel giovane sapeva tutto del passato e del futuro, George voleva allontanarsi da lui il più presto possibile. Non appena ebbe preso questa decisione, approfittò del fatto che Goldie e Marty stavano parlando per avviarsi furtivamente verso la porta. Dopo qualche secondo, svoltò all'angolo e si incamminò per andare a riprendere la bicicletta. Intanto il banconiere, che aveva ascoltato con esasperazione crescente i discorsi di Goldie, riuscì finalmente a intromettersi. «Sindaco! Ah, un sindaco nero in questa città! Mi piacerebbe vederlo!» «Aspetti e vedrà! Come ha detto questo ragazzo, un giorno sarò sindaco!» «A me questo ragazzo non fa nessuna impressione. In quanto a te, continua a spazzare!» Goldie strinse le dita intorno all'impugnatura della scopa, ma non ricominciò subito a lavorare. «Sindaco Goldie Wilson! Mi suona proprio bene!» Marty sorrise. Era piuttosto soddisfatto di aver dato un'ispirazione o almeno una speranza a Goldie Wilson. Ma un attimo dopo il sorriso sparì, quando si accorse che George McFly non c'era più. «Ehi!» chiamò quando scorse George che si allontanava pedalando. Corse fuori e agitò le braccia. «George! Ehi, George! Voglio parlarti!» George McFly non lo sentì, o forse non intendeva prolungare il colloquio. Continuò a pedalare senza girare la testa. Marty lo rincorse per un tratto, poi rammentò all'improvviso che suo padre era cresciuto in Sycamore Street, vicino alla seconda strada. Una volta aveva indicato la casa, passando in macchina con la famiglia. Ormai sicuro di poterlo rintracciare, Marty rallentò il passo. Non sapeva esattamente dove voleva arrivare nei suoi rapporti con il giovane George McFly. Nonostante i suoi difetti, quell'uomo era sopravvissuto ai 30 anni successivi. Era già qualcosa. Tuttavia, sentiva la necessità di parlargli a cuore aperto almeno una volta. Se non altro, forse avrebbe potuto dire qualcosa che avrebbe liberato suo padre dalle prepotenze di Biff Tannen per i prossimi 3 decenni. «Non sarebbe un regalo meraviglioso?» si disse Marty a voce alta, mentre continuava a camminare. Ripensandoci, lo sorprendeva un po' scoprire di avere sentimenti così affettuosi verso il suo futuro padre. Forse perché adesso avevano qualcosa in comune? Prima di quel giorno non aveva mai immaginato suo padre giovane, eppure adesso avevano la stessa età. Sarebbe stato divertente, certo, vedere la reazione di suo padre quando gli avrebbe detto chi era. Ma questo era impossibile. Con ogni probabilità George sarebbe impazzito e quindi era meglio rinunciare. Il senso dell'orientamento lo condusse in Sycamore Street, fiancheggiata da solide case costruite negli anni 20 e 30. Dovunque si vedevano gli steccati candidi che delimitavano i prati ben curati e i vialetti d'ingresso.
Era una zona molto più piacevole di quella che Marty ricordava. All'inizio degli anni 70, lo sapeva, era decaduta. La bicicletta era appoggiata a un albero in Sycamore Street, ma George non si vedeva. Marty si fermò un momento, chiedendosi se doveva entrare nella casa o no. Con ogni probabilità avrebbe trovato sua nonna, molto più giovane di quanto la ricordasse. Marty non era sicuro di voler fare quell'esperienza. Aveva sempre avuto un grande affetto per la nonna e temeva di tradirsi. Sebbene in quel momento lui non fosse ancora nato, aveva la sensazione che lei avrebbe intuito chi era, e quella possibilità gli incuteva una tremenda paura. Il dibattito interiore non durò più di un minuto. Marty alzò gli occhi e scorse George tra le fronde dell'albero. Era a 6 metri d'altezza e stava appollaiato in equilibrio precario su un grosso ramo che sporgeva in mezzo alla strada. «Non posso crederci! È la cosa più coraggiosa che gli abbia mai visto fare!» Scoprì ben presto perché George aveva corso un simile rischio. Aveva in mano un binocolo e lo teneva puntato su una finestra al primo piano della casa di fronte. Dalla strada, Marty riusciva a scorgere la testa e le spalle di una giovane donna. Dall'altezza di 6 metri doveva essere visibile ben di più. «Che mi venga un accidente!» mormorò con un sorriso. «Mio padre è un guardone!» Poi accaddero 2 cose, in successione fulminea. George, nel tentativo di assestarsi in una posizione migliore, perse l'equilibrio. Scivolò intorno al grosso ramo, tentò disperatamente di afferrarlo, non ci riuscì e piombò sulla strada. Nella caduta urtò molti rami più piccoli, che attutirono il colpo e forse gli risparmiarono qualche frattura. Toccò terra battendo il fianco e più leggermente anche la testa, e restò stordito al centro della strada. In quel preciso momento una macchina svoltò all'angolo e puntò a velocità piuttosto sostenuta verso il ragazzo. Marty non ebbe il tempo di gridare un avvertimento. D'istinto si slanciò verso George, lo placcò e lo spinse lontano dalla macchina. Lui, però, non ebbe la stessa fortuna. Il guidatore frenò, sterzò per non investire i 2 giovani, ma riuscì a evitare soltanto George. Con un tonfo sonoro, il parafango della macchina urtò contro la spalla e la testa di Marty. «Disgraziati!» urlò l'automobilista, più per l'orrore che per la rabbia. «Non ho potuto scansarli!» Stava quasi piangendo quando si chinò accanto al giovane che aveva salvato l'altro. «Dio, ti prego! Fai che non gli sia successo niente! Non posso permettermi una causa per danni!» Capitolo 6. La prima cosa che Marty vide dopo il lucente parafango della macchina fu un pizzo bianco un po' sfuocato, che discendeva come una cascata da un tavolo. Batté le palpebre e fece girare lo sguardo sulla camera da letto che non aveva mai visto. Una parete più lontana era decorata con fotografie e bandierine. A destra c'era una finestra attraverso la quale un lampione insinuava la sua luce cruda. Marty richiuse gli occhi. Sentì il freddo alla testa e una pressione leggera. «Credo che si riprenderà perfettamente», disse una sommessa voce femminile. Lui la conosceva bene. «Mamma, sei tu?» 2 mani gentili gli tolsero dalla fronte l'oggetto freddo. Lo accarezzarono. «Shh, andrà tutto bene». Era sua madre. Marty aprì gli occhi nonostante il dolore, ma riuscì a scorgere soltanto una vaga silhouette. La voce però era inconfondibile. «Dio, che incubo atroce! Ho sognato che ero tornato indietro nel tempo!» «Eri tornato indietro nel tempo? Fino a che ora?» Sì, era sua madre. Come sempre, prendeva tutto alla lettera. Marty cercò di sollevarsi a sedere, ma si riabbandonò quando fu assalito da una leggera vertigine. «Su, stai calmo. Hai dormito quasi 9 ore. È meglio che non cerchi di alzarti subito. È meglio che tu ci vada piano». «È stato terribile. Era un posto orrendo. La musica era uno schifo. Il nostro quartiere non era stato ancora costruito, a parte la nostra casa. Era tutto così bizzarro e la gente si comportava in modo così strano».
Capisco. Hai sognato di essere tornato indietro in un altro tempo? Sì. Quanto? 30 anni. Al tempo del Charleston. Deve essere stato interessante. Ma non devi preoccuparti. Ora sei sano e salvo e di nuovo nel 1955. 1955? Marty scattò a sedere e accese la lampada sul comodino. Oh mio Dio! La giovane donna era la stessa che George McFly aveva spiato con il binocolo. Ma questo era almeno. Cosa c'è? Ma tu sei mia ma... mia ma... La tua che cosa? Niente, non importa. Lasciò ricadere la testa sul cuscino. Mi chiamo Lorraine. Lorraine Baines. Lei sorrise. Come fai a saperlo? Marty alzò le spalle. Vado parecchio in giro. Lorraine gli tolse la compressa fredda dalla fronte. Vado a prenderti un altro po' di ghiaccio. Quando la vide alzarsi per uscire, Marty si lasciò sfuggire un'esclamazione di sorpresa. Sua madre lo guardò, un po' preoccupata. Ti senti male? No. Allora perché hai gridato così? Perché sei così... snella. Forse dovrei ringraziarti. Sono sempre stata piuttosto magra. Ma non ti sembro troppo magra, vero? No, sei... magnifica. Disse Marty sinceramente. Grazie, Calvin. Lorraine sorrise. Calvin? Sì. Non è il tuo nome? No. Lei aggrottò la fronte. Strano. Ero sicura. Non ti chiami Calvin Klein? No, Marty. E allora perché la tua biancheria... Lorraine arrossì e girò la testa dall'altra parte. All'improvviso, Marty vide i suoi calzoni ripiegati sulla sedia, nell'angolo di fronte. Tastò sotto le coperte e si accorse che aveva addosso soltanto le mutande. Ti abbiamo tolto i calzoni e la camicia quando ti abbiamo messo a letto. Spiegò Lorraine un po' imbarazzata. Non avevo mai visto biancheria viola prima. E soprattutto mutandine viola firmate. Oh, non è il mio nome. Calvin Klein è il nome del fabbricante. E tu invece ti chiami Marty? Sì. Bene, lieta di conoscerti, Marty. Disse Lorraine sedendosi sul letto accanto a lui. Adesso aveva un atteggiamento diverso, meno materno e più seducente. E il cognome? Alle labbra di Marty salì la parola McFly, ma riuscì a trattenersi in tempo. Sarebbe stato difficile spiegarlo. McFly era un cognome poco comune. Marty preferì trasalire come se l'avesse colpito una fitta improvvisa. Oh, poverino. Tese la mano per toccarlo, ma lui si tirò indietro. Sei sicuro di sentirti bene? Sì, disse Marty, esalando un respiro come se il dolore fosse passato. Ti dispiace se siedo qui? Marty trangugiò. No! Ma nello stesso istante si allontanò involontariamente per quanto era possibile senza cadere dal letto. Si strinse la coperta intorno alla vita e spalancò gli occhi, allarmato. Lorraine continuava a osservarlo con interesse, in apparenza ignara del suo nervosismo. «Hai un grosso livido», disse alla fine, tendendo la mano per sfiorargli la fronte. Marty si rassegnò con un sorriso fiacco fino a quando lei incominciò a passargli le dita tra i capelli. Allora incominciò a spostarsi di nuovo, centimetro per centimetro, fino a che si ritrovò sul pavimento e aveva addosso soltanto le mutande. Cercò di afferrare la coperta e Lorraine rise maliziosamente. «Lorraine, sei lassù?» La voce fu accompagnata da un suono di passi pesanti sulla scala, davanti alla camera da letto. «Sì, mamma!» Lorraine afferrò dalla spalliera della sedia i calzoni di Marty e glieli buttò. Marty, disteso sul dorso, si affrettò a infilarli mentre i passi si avvicinavano. «Come sta il paziente?» chiese Stella Baines entrando. Poi si guardò intorno. «Dov'è il paziente?» Marty sbirciò al di sopra del bordo del letto.
Stella Baines, la sua futura nonna, lo stava guardando. Aveva 40 anni, era incinta e sembrava terribilmente giovane. Se Marty non ricordava male, stava aspettando l'ultimo figlio, che era nato dopo lo zio Joe il carcerato. Aveva gli stessi occhi gentili, di un celeste chiarissimo, e piuttosto tristi. «Marty, questa è mia madre», disse Lorraine buttandogli la camicia. Marty la infilò, restando seduto. «Molto lieto», disse con un sorriso. «Ti andrebbe qualcosa da mangiare?» Marty annuì. «Allora puoi scendere?» Marty ritrovò le scarpe, le mise e uscì, seguendo la futura nonna. Mentre percorrevano il corridoio, Stella Baines lo guardò con un sorriso. «Dimmi un po', Marty, da quanto tempo sei con il circo?» Marty sgranò gli occhi senza capire. Lorraine sbuffò. «Mamma, come puoi dire una cosa simile?» «Il circo? Io non sono con il circo, che cosa intendeva?» «Mi sembra che sia vestito in modo così strano. Pensavamo che facessi parte di un circo.» Marty sorrise e alzò le spalle. Le scarpe verdi e la maglietta con il facsimile del US Patent Office dovevano sembrare strani alla gente del 1955, ma non poteva spiegare che erano capi d'abbigliamento normali negli anni 80. «Ecco, vede, mi piace vestire in modo strano, signora. Mi scusi.» «Non devi scusarti, eravamo un po' curiosi, ecco tutto.» Entrarono nel soggiorno. C'erano 4 figli e Sam Baines, il futuro nonno di Marty. Sam era un uomo di 45 anni dall'area burbera. Era in piedi accanto al televisore in bianco e nero e stava regolando la ricezione. Non si voltò fino a quando non ottenne l'immagine che voleva. «Sam, ecco il giovanotto che è investito con la macchina. Grazie a Dio non si è fatto niente.» «Cosa stava facendo in mezzo alla strada un ragazzo della tua età?» «Lui era caduto», esordì Marty. Poi decise di non dire che suo padre era caduto da un albero. Poteva portare a rivelazioni imbarazzanti o almeno a qualche sospetto. «Era caduto in mezzo alla strada. L'altro ragazzo, voglio dire. Sono corso per spingerlo via, non l'ha visto, signore.» «Papà non vede mai niente quando guida.» «Cosa stai dicendo? Io sono un ottimo guidatore, ma anche un ottimo guidatore non può far molto quando i ragazzi gli schizzano davanti.» «Soprattutto se tu stai prendendo una curva su due ruote.» «A proposito, cos'è successo all'altro ragazzo?» «Si è rialzato e se n'è andato.» «Immagino che non volesse restare coinvolto.» Era tipico di George McFly, pensò. «Comunque», disse Sam girandosi di nuovo verso l'antenna, «i pedoni non hanno il diritto di fare i fessi in mezzo alla strada. Qualunque giudice mi darebbe ragione.» «Oh, non badargli, è di malumore.» Stella si avviò per condurre Marty in sala da pranzo e girò la testa per chiamare il marito. «Smettila di pasticciare con quel coso, è ora di cena.» Sam la ignorò e continuò a regolare l'antenna fino a rendere l'immagine completamente invisibile. La sala da pranzo era già parzialmente invasa. Seduti a tavola e pronti a buttarsi sulla cena c'erano Milton, di 12 anni, con il berretto alla Davy Crockett, Sally, di 6 anni, e Toby, di 4. E nel box sul pavimento c'era il piccolo Joey, di 11 mesi. Stella fece le presentazioni. Marty era affascinato. La zia e gli zii erano così diversi. Joey, che si accingeva a compiere i primi passi di una lunga esistenza sfortunata, scuoteva rabbiosamente le sbarre del box e sbavava. Marty lo guardò e scrollò la testa. «Così tu sei lo zio Joey? Faresti bene ad abituarti a queste sbarre. Sembra che gli piaccia stare lì dentro, come se fosse il suo posto.» «Oh sì», rispose Stella senza accorgersi che il commento di Marty era un po' sarcastico. «Al piccolo Joey piace tanto stare nel suo box, anzi strilla quando lo tiriamo fuori e così glielo lasciamo quasi sempre. Sembra che lo faccia contento e poi così sta tranquillo.» «Sa già cosa fare da grande», pensò Marty ridendo tra sé. «Spero che ti piaccia il polpettone, Marty.» «Certe cose non cambiano mai.» «Oh, sì.» «Siediti qui, Marty», propose Lorraine, allontanando dal tavolo la sedia accanto alla sua. «Grazie.» Marty sedette e vide che il piatto davanti a lui era già pieno di polpettone, purè, verdure miste e maccheroni al formaggio.
Per la precisione, la cena era una copia esatta di quella che aveva consumato la sera prima, nel 1985. Tutti mangiarono di buon appetito, tranne Lorraine, che si gingillava con il cibo. Marty si chiese quando avesse cambiato abitudini e avesse incominciato a mangiare senza troppe remore. Stella continuava a impartire istruzioni e critiche a tutti, eccettuato Marty. «Milton, non ingozzarti tanto in fretta! Lorraine, tu non mangi abbastanza, prendi un po' di purè! Sally, non tenere così la forchetta, è da maleducati! Non spingere di qua e di là tutto quello che c'è sul tavolo, Toby! Santo cielo! Sam, ti prego, smetti di giocare con quel coso e vieni a mangiare!» Sam Baines, però, non rinunciò all'idea di guardare la televisione durante la cena. Si allontanò dall'apparecchio del soggiorno e poco dopo riapparve con un apparecchio nuovissimo su un carrello di compensato. «Guardate! Ho fatto io il carrello, così possiamo portare il televisore in sala da pranzo e guardare Jackie Gleason mentre mangiamo!» «Oh, caspita!» esclamò Milton. La signora Baines sospirò. L'ora del pasto era l'unico momento in cui poteva calamitare l'attenzione, e adesso Sam aveva trovato il modo di toglierle anche quella gioia. Ma era abbastanza saggia per capire che non era il caso di opporre resistenza. Sam regolò la manopola dell'apparecchio nuovo e finalmente riuscì a ottenere l'immagine piuttosto confusa di una pubblicità di sigarette. Marty rimase a guardare affascinato mentre un chirurgo usciva dalla sala operatoria, accendeva una sigaretta e si rivolgeva ai telespettatori. «Dopo la tensione di 3 operazioni consecutive ai polmoni, è un piacere rilassarmi con una Sir Walter Randolph. Il gusto finissimo del tabacco calma i nervi e favorisce la circolazione.» «È incredibile!» esclamò Marty, incapace di trattenersi. Non aveva mai visto una pubblicità televisiva delle sigarette e non riusciva a immaginare come fosse possibile uno scandalo simile. Sam Baines pensò che il ragazzo alludesse al modo in cui aveva regolato la ricezione. «Sicuro, guarda l'immagine, perfetta! Hai ragione, figliolo, è davvero incredibile! Io parlavo della pubblicità delle sigarette!» «Che cos'ha di incredibile?» «Quello che ha detto il chirurgo! Le sigarette causano il cancro ai polmoni! Con che coraggio fa le operazioni ai polmoni e fuma le sigarette? È pazzesco!» «Beh, non hanno ancora dimostrato niente! Non so perché un dottore non possa fare la pubblicità alle sigarette se vuole!» «Perché è immorale!» «Non dire sciocchezze!» Il tono di Sam irritò Marty. «Beh, un giorno la pubblicità delle sigarette sarà vietata, ecco!» I membri della famiglia, tranne quelli che erano troppo giovani per capire, fissarono Marty con aria incredula. Affermare che un giorno la televisione americana non avrebbe trasmesso la pubblicità delle sigarette era come dire che un giorno ci sarebbe stato un 25 dicembre senza Babbo Natale. Solo Lorraine aveva l'aria di apprezzare il commento di Marty. «Beh, forse non succederà, ma io credo che sia una buona idea. Troppi giovani vedono la pubblicità alla televisione e pensano che fumare sia una gran bella cosa.» Sam non sapeva cosa obiettare, perciò decise di cambiare argomento. «Perché qualcuno dovrebbe avere voglia di andare al cinema quando può vedersi questi spettacoli in casa propria e gratis?» «Tu ce l'hai il televisore?» chiese Lorraine guardando Marty con interesse. «Sì, 2. Wow, devi essere ricco! E sono a colori!» soggiunse Marty, prima di rendersi conto che sarebbe stato meglio non dire una cosa simile a una famiglia del 1955. Milton spalancò gli occhi. «Balle!» Stella sorrise con aria condiscendente. «Voleva prenderti in giro, Milton! Nessuno ha ancora 2 televisori a colori!» Poi si rivolse a Marty per chiedere una conferma. «Sicuro! Stavo scherzando, Milty!» La pubblicità finì e incominciò Luna di miele. Marty riconobbe fin dalle prime battute il classico episodio L'uomo venuto dallo spazio. Quasi senza accorgersene incominciò a recitare le battute un attimo prima che le pronunciassero gli attori. Tutti a tavola lo guardavano con aria stupita. Lorraine rideva ogni volta. Sam Baines faceva smorfie. «Come fai a conoscere le battute? Perché l'ho già visto!» «Come sarebbe a dire l'hai già visto? È nuovo. L'ho visto in una replica.» «Cos'è una replica?» «Un giorno lo saprai.» «E va bene, furbacchione.
dimmi cosa succede adesso. Sicuro, è divertente. Ralph si veste come un uomo venuto dallo spazio. Silenzio, lo voglio vedere. Il silenzio durò forse un minuto. Poi Stella guardò attentamente Marty. Sai che hai un'aria familiare, ma io conosco tua madre. Marty non seppe trattenere un sorriso. Sì, penso proprio di sì, rispose lanciando un'occhiata a Lorraine. Vorrei darle un colpo di telefono, così per farle sapere che tu stai bene. Beh, non può farlo. Perché? Non è ancora tornata a casa. Non c'è nessuno a casa. Non ancora. Tua madre lavora? Non esattamente. Ecco, i miei sono via. Non capisco. È tutto a posto, signora Baines. Mia madre è abituata al fatto che io sto fuori fino a tardi. Non sentirà la mia mancanza. Sei sicuro? Sì, signora. Potrei stare via per i prossimi 13 anni e neppure se ne accorgerebbe. Quel commento colpì Milton, che scoppiò in una risata, sputacchiando qualche boccone. Non c'è nessuno che guarda lo spettacolo? Vi fu un altro minuto di silenzio. Poi, all'inizio di una nuova serie di pubblicità, Marty rammentò la sua decisione di andare a parlare con Doc Brown. Qualcuno può dirmi dove è Riverside Drive? Riverside? Sicuro. È nella parte orientale della città, un isolato dopo Maple Street. Un isolato dopo Maple Street? Ma quello è JFK Drive. JF che cosa? John Fitzgerald Kennedy Drive. E che diavolo è John Fitzgerald Kennedy? Non importa. Prosegui verso est fino a quando arrivi in Maple Street. E l'isolato dopo è Riverside Drive. Grazie. Mamma, dato che i genitori di Marty sono via, non pensi che dovrebbe passare la notte qui? Mi dispiacerebbe che gli succedesse qualcosa con quella botta in testa. Potrebbe svenire o sentirsi male. Lanciò un sorriso civettuolo a Marty, che la ricambiò fiaccamente. Marty, forse Lorraine ha ragione. Forse sarebbe meglio se passassi la notte qui. Dopotutto Sam ti ha investito, quindi la responsabilità è nostra. Non da un punto di vista legale. Forse no, ma lo è moralmente. Insistette Stella e guardò Marty in attesa di una risposta. Ecco, non saprei. Puoi dormire nella mia camera. Lori si è presa una cotta. Lorraine si raddrizzò sulla sedia e fissò imperiosamente il fratellino. Sto solo cercando di mostrarmi ospitale. Nessuno le credeva, e Marty meno di tutti. Diede un'occhiata all'orologio e scostò il piatto. Se volete scusarmi adesso, devo proprio andare. Ma c'è la torta! Mi dispiace davvero, ho un appuntamento con quell'uomo. Si rialzò, rivolse un cenno di saluto a Sam e ai ragazzi che continuarono a mangiare. Grazie di tutto. Ci vediamo più tardi. Molto più tardi. E se ne andò. Lorraine sospirò. Chissà cosa abbiamo detto perché si comportasse così. Che strano ragazzo quel Marty. Quasi sempre è stato abbastanza simpatico, ma in certi momenti sembrava che vivesse in un altro mondo. È un idiota. Deve essere una cosa di famiglia. Anche i genitori saranno degli idioti, e magari anche i nonni. Non mi meraviglierei se nella sua famiglia fossero tutti matti. Fissò cupamente la figlia. Lorraine, se avrai un figlio così, ti diseredo. E questo vale per tutti. E così, dopo aver ristabilito la sua sovranità in famiglia, raccolse con la forchetta una quantità enorme di purè preconfezionato e dedicò tutta la sua attenzione a Jackie Gleason. Capitolo 7. Doc Brown si assestò sulla testa allo strumento, mescolò le carte e ne scelse una. La mise coperta sul tavolo e girò una serie di manopole per attivare l'aggeggio che portava in testa. Un crepitio riempì la stanza e davanti agli occhi di Brown passò fulmineamente l'immagine del fante di picche. Magnifico! Scoprì la carta. Era il tre di quadri. Accidenti! Tentò di nuovo e di nuovo non riuscì a identificare esattamente la carta. Non si tolse il copricapo che rappresentava la sua invenzione più recente, si alzò e incominciò a camminare avanti e indietro.
Che cosa aveva sbagliato? Il difetto era della macchina oppure suo? Una lieve fitta dolorosa alla testa gli rammentò che forse il guaio stava nella sua mente. Quella mattina, mentre appendeva in bagno un orologio, era caduto dal water e aveva battuto malamente il cranio. Poiché il cervello era una massa complicata di impulsi elettrici ed energia, era possibile che il colpo avesse causato un cortocircuito abbastanza grave da invalidare i suoi test. Ma non era stata una giornata completamente inutile. La caduta gli aveva ispirato un'idea che l'aveva indotto a scrivere per diverse ore. Quando aveva finito e aveva riletto gli appunti, aveva avuto la certezza di aver compiuto un passo avanti decisivo nel campo dei viaggi nel tempo. Poteva darsi che l'eccitazione causata da quel nuovo progetto avesse interferito con i suoi esperimenti sull'estensione della mente. Continuò a camminare avanti e indietro e lanciò un'occhiata fuggevole allo specchio. Non seppe reprimere un sorriso. Era davvero ridicolo con quell'agglomerato di valvole, reostati, contatori, fili e antenne sulla testa. Sì, era disposto ad ammetterlo. Sembrava il classico prototipo dello scienziato pazzo. Ma non aveva importanza. Se lo strumento avesse dato risultati pratici nella lettura del pensiero, il suo aspetto non avrebbe avuto molto rilievo. Mentre si stava guardando allo specchio e si chiedeva se era il caso o no di continuare a lavorare per quel giorno, Copernico cominciò ad abbaiare. Il cane, terzo in una successione di animali da compagnia battezzati con i nomi di scienziati famosi, corse dalla cucina in soggiorno e vi arrivò nel momento preciso in cui bussarono alla porta. Senza togliersi il trasmettitore, sarebbe stato troppo fastidioso ricollegarlo, Doc Brown andò alla porta e l'aprì. Si trovò davanti un giovane di circa 17 anni. La sua apparizione ispirò a Brown l'impulso di battere le mani per la felicità, perché indossava una camicia ornata da un ingrandimento di un modulo dell'ufficio brevetti. Era un incanto per un inventore frustrato, incompreso e calunniato. Spinto dall'entusiasmo, Doc Brown decise di continuare l'esperimento. Fece scattare l'interruttore. Attese che l'apparecchio si scaldasse, puntò l'indice verso il ragazzo e intimò: «Non dire una parola!» Il ragazzo obbedì. Richiuse la bocca prima di incominciare a parlare. «Ti dirò come ti chiami! Pensa al tuo nome!» Marty obbedì di nuovo. Era un piacere constatare che Doc Brown sembrava sempre lo stesso. Era molto più giovane, naturalmente, ma aveva lo stesso modo di fare, le stesse espressioni. Era una gioia rivederlo, sebbene si fossero separati appena un giorno prima. «Peter Danforth!» «No.» «Ivan Wentworth, Junior.» «No, mi dispiace.» «Melvin Petrucci.» Marty scrollò la testa. «Però il mio nome comincia proprio con una M.» «Non basta! Forse non funziona molto bene con i nomi propri.» Fece scattare un altro interruttore del suo analizzatore d'onde cerebrali, chiuse gli occhi e rifletté a lungo. «Ora vediamo. Tu vieni da molto lontano.» «Sì!» «Tu vuoi farmi fare l'abbonamento a una rivista scientifica?» «No!» «A Colliers?» «No, «Non dirmelo!» Doc Brown rovesciò la testa all'indietro e rifletté per un altro momento. «Croccantini di arachidi! Ecco, vendi croccantini di arachidi per i Boy Scout! Che sciocco sono stato a non pensarci subito!» «No!» Doc Brown aveva l'aria avvilita. Marty si rammaricava di non poterlo accontentare, ma una menzogna non sarebbe servita a nulla. «Sei qui perché hai bisogno di andare in bagno?» «No, Doc Brown, ma sono qui per una ragione molto importante per entrambi.» «Che cosa vendi?» «È così che cominciano tutti i discorsetti dei venditori porta a porta.» «Non vendo niente, Doc. Io vengo dal futuro. Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare indietro.» «Indietro? Dove?» «Nel 1985. «Mio Dio! Lo sai che cosa significa questo?» Fece una pausa teatrale.
Poi incominciò a togliersi dalla testa l'arnese per la lettura del pensiero. Che cosa significa? Significa che questo dannato aggeggio non funziona! Gettò sul pavimento la cuffia che volò in pezzi. 6 mesi di lavoro per niente! In che cosa ho sbagliato? Per favore, Doc, lascia perdere la macchina per la lettura del pensiero. Non riuscirà mai a funzionare. Chi lo dice? Lo dico io. Ascolta, il tuo grande successo sarà la macchina del tempo. Anziché concentrarti su altra roba, dovresti cercare di capire come funziona quella macchina, perché ho bisogno del tuo aiuto. Mi hai lasciato arenato nel 1955. Doc Brown aggrottò la fronte e si grattò la testa. Di cosa stai parlando? Quale macchina del tempo? Io non ho inventato nessuna macchina del tempo. Non ancora, ma la inventerai. E io sarò il primo a usarla. Dopo il tuo cane Einstein. Il mio cane si chiama Copernico. È logico. Dai ai tuoi cani i nomi dei più grandi scienziati. Quindi è comprensibile che uno di quei cani in futuro si chiami Einstein, no? Sì, ha abbastanza senso. Ma come posso essere certo che vieni dal futuro? Da queste parti tanta gente mi giudica un eccentrico insopportabile. Forse ti hanno mandato a farmi uno scherzo di pessimo gusto. Io non sono uno scherzo e posso dimostrartelo. Si frugò in tasca e tirò fuori il portafogli. Guarda, ecco la mia patente di guida. Dai un'occhiata alle date. Porse il documento a Doc Brown. Vedi la data di scadenza? 1987. E la mia data di nascita? 1968. Vuoi dire che non sei ancora nato? Chiese Doc Brown rigirando la patente fra le dita. Per la verità sembra autentica. È autentica. Marty continuò a frugare nel portafogli. Tirò fuori una tessera della biblioteca con la data di scadenza del 1986, un biglietto di banca nuovo e una foto di famiglia. Mostrò a Doc Brown gli oggetti, uno dopo l'altro. Guarda questo biglietto da $20, serie 1981. E in questa foto ci siamo io, mia sorella e mio fratello. E con ciò? Guarda la maglietta della ragazza. C'è scritto classe 1984, no? Doc Brown annuì, poi scrollò le spalle. Fotomontaggio è anche brutto. Hanno tagliato i capelli di tuo fratello. Sempre più irritato, Marty rimise nel portafogli la fotografia senza degnarsi di guardarla. Se Doc Brown non credeva alle sue parole, chi gli avrebbe creduto? Era un'ironia atroce. L'uomo che aveva causato il suo dilemma non voleva credere al proprio successo. Ti prego, Doc, devi credermi, sto dicendo la verità. Doc lo scrutò socchiudendo le palpebre. Va bene, ragazzo del futuro, ti metterò alla prova. Chi vincerà la World Series di Baseball del 1956? Purtroppo, Marty non possedeva una conoscenza enciclopedica degli avvenimenti sportivi, sebbene fosse interessato quanto gli altri giovani della sua età. Non lo so, è successo quasi 30 anni fa. No, succederà fra un anno! Ribatté in fretta Doc Brown, prima di rendersi conto che stavano vedendo quella data da due prospettive diverse. Bene, io sono tifoso dei Brooklyn. Quanti trofei e quanti World Series vinceranno durante gli anni 60 e 70? Non credo che ne abbiano vinto neppure uno. La squadra del Brooklyn non fa neppure parte della Lega. Doc Brown rise, sprezzante. No! Chiese e scosse la testa. Il Brooklyn non fa parte della Lega? Non ci credo! È vero! È pazzesco! Chi ha vinto i trofei allora? I Miracle Mets hanno vinto una World Series entusiasmante nel 1969. Ma io faccio il tifo per i San Diego Padres. E mi piacciono anche i Chargers. I Mets? Chi sono i Miracle Mets? E San Diego? Vuoi prendermi in giro? No, le squadre sono molto cambiate. Sì, ma non tanto. Non ho riconosciuto una sola squadra tra quelle che hai nominato. Chi sono le grandi squadre del football? I Los Angeles Raiders, i Miami Dolphins, i Dallas Cowboys, i San Francisco 49ers. Finalmente! Una squadra che conosco. È incredibile. Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan! L'attore! Marty annuì malinconicamente.
Avrebbe preferito che lo scienziato gli avesse fatto qualche altra domanda. Beh, la pazzia più grossa che abbia mai sentito! Potevi inventare una risposta migliore! Riprese il suo analizzatore d'onde cerebrali e si avviò verso il garage. Per quanto lo riguardava, lo scherzo era finito. Non sapeva quale fosse lo scopo, ma se qualcuno si era divertito alle sue spalle, pazienza. Marty lo seguì. «Per favore, lasciami in pace!» disse Doc Brown girando la testa. Marty si chiese affannosamente cosa poteva fare per convincerlo e all'improvviso ricordò che giorno era. Sabato 5 novembre 1955. Non era stato proprio quel giorno che Doc era caduto dal water e... «Sicuro! Hai persino il livido!» Rincorse Doc e incominciò a parlare a mitraglia. «Doc, ascoltami! Quella ferita che hai in testa, so come te la sei fatta! È successo stamattina! Stavi in piedi sul water attaccando un orologio, sei caduto e hai battuto la testa sul lavandino!» Doc Brown si voltò di scatto. «Che cosa hai fatto? Mi hai spiato? Non ho il diritto di starmene in pace neppure nel mio bagno! D'ora in poi dovrò temere che qualche idiota armato di binocolo mi osservi anche là dentro!» «No, non ho spiato! Nel 1985 tu mi hai parlato di questa mattina! Mi hai detto che dopo la caduta hai avuto una specie di visione del flusso canalizzatore, che è il cuore della macchina del tempo!» Doc Brown aggrottò la fronte. Questo lo sconcertava davvero. Com'era possibile che quel ragazzo sapesse cosa gli passava per la mente se non fosse stato lui a dirglielo? Mentre cercava di risolvere il problema, Marty allargò le braccia e formulò lo stesso interrogativo. «Doc, come potrei saperlo se non venissi dal futuro?» «Potresti leggere del pensiero!» «Sì, ma non so farlo. Sono soltanto un tipo come tutti gli altri con cui tu ti sei confidato.» «E adesso dov'è la macchina del tempo?» chiese Doc Brown, che incominciava a sentirsi interessato. «L'ho nascosta. L'ho messa in un garage, è molto vistosa. Non potevo guidarla per le strade senza attirare l'attenzione. Forse la polizia mi avrebbe addirittura arrestato.» Doc Brown lo scrutò a lungo. Avrebbe voluto credergli, ma c'era qualcosa che non andava. Era troppo fantastico. Il ragazzo era soltanto un buon attore che per caso aveva scoperto il suo incidente. La motivazione che l'aveva spinto a inventare quella frottola non aveva importanza. Lui aveva altro da fare. «Buonanotte, ragazzo del futuro!» disse, chiudendo la porta del garage. Marty rimase in silenzio per quasi un minuto. Per quanto si sforzasse, non riusciva a farsi venire in mente qualcuno che potesse aiutarlo, a parte il dottor Brown. E questo significava una cosa. Se Brown voleva altre prove per convincersi, lui avrebbe dovuto dargliele. «Ma probabilmente la prossima volta non mi lascerà neppure entrare se saprà che sono io.» Abbassò gli occhi e vide che davanti alla porta del garage c'era la stessa pianta in vaso. Era solo molto più piccola. «Possibile?» si chiese con un sorriso. Si chinò, sollevò il vaso e trovò la chiave. La mise in tasca e se ne andò. Doveva attendere che si facesse buio, allora la DeLorean avrebbe dato meno nell'occhio. La macchina avrebbe senza dubbio impressionato Doc Brown e conteneva diversi oggetti del 1985 che potevano servire come prove. A passo lento, Marty tornò verso Town Square, comprò un hamburger e una Pepsi e rimase a guardare le lancette dell'orologio del tribunale che si spostavano a poco verso le 4. Finalmente, stufo di guardare la gente che passava, decise di andare al cinema. Si avviò verso l'Essex, ma dopo pochi passi svoltò a sinistra per raggiungere il Town. I film western non erano mai stati il suo genere e Ronald Reagan non era il suo attore preferito. Almeno Atomico Follia era un film che non aveva mai visto la televisione. Pagò allegramente 50 centesimi per l'ingresso, altri 10 per un Mars ed entrò. Il film era piuttosto scadente e Marty si rammaricò che non ci fossero gli intermezzi pubblicitari come in TV per alleviare la noia. 90 minuti più tardi, dopo aver sopportato la storia di un cercatore minerario che diventava immune alle radiazioni atomiche e scovava alcune spie comuniste, uscì e constatò con soddisfazione che si era fatto molto più buio. Quando ritornò a casa era ormai sera. Marty aprì il garage, salì sulla DeLorean, inclinò all'indietro il sedile e chiuse gli occhi.
Aveva deciso di aspettare almeno fino a mezzanotte, così ci sarebbe stata in giro meno gente che avrebbe potuto vedere l'automobile venuta da un altro mondo. Finì per piombare in un sonno irrequieto e una successione di sogni gli ricordò che si trovava in una situazione pericolosa. Si vedeva inseguito da giocatori d'azzardo che pretendevano di farsi rivelare le sue conoscenze del futuro a scopo di lucro. La polizia e il governo volevano ridurlo al silenzio per prevenire il panico. Lorraine lo voleva. Lui non aveva nessuna possibilità di ritornare al 1985 da Jennifer e dai suoi amici. Si svegliò con un sussulto e guardò l'orologio digitale sul cruscotto della DeLorean. Era mezzanotte passata. Mise in moto la macchina, uscì dal garage e ritornò a casa di Doc Brown in Riverside Drive. Fedele alla sua immagine, Hill Valley era andata a nanna presto e per le strade c'erano pochissime automobili. Quando arrivò al garage di Doc, aprì la porta con la chiave che aveva prelevato e portò dentro la DeLorean. Doc Brown russava rumorosamente al banco da lavoro tra i disegni dell'analizzatore d'onde cerebrali e fogli da punti scarabocchiati. Marty gli toccò la spalla, gentilmente. «Doc, sveglia!» Brown sbatté le palpebre. «Eh?» «Sono io!» Un lampo di collera passò negli occhi dell'inventore. «Cosa diavolo ci fai qui? Come hai fatto ad entrare?» «Ho preso in prestito la chiave!» «Hai una bella faccia tosta!» Doc Brown stava ancora parlando quando il suo sguardo si posò sulla DeLorean. Le parole gli morirono in gola. «Grande! Giove!» «È la tua macchina del tempo, Doc. L'ho portata con me.» Doc Brown si mosse, con gli occhi sgranati per lo sbalordimento, la bocca aperta. Sembrava sul punto di sbavare per la felicità. «Mi credi adesso?» L'inventore non rispose. Fece un giro completo della macchina a passo lento, poi estrasse dalla tasca un foglio piegato e lo porse a Marty. «Dopo essere caduto in bagno, ho disegnato questo. Ti ricorda qualcosa?» Marty aprì il foglio e riconobbe immediatamente uno schizzo rudimentale ma esatto del flusso canalizzatore. «Ci puoi scommettere?» Aprì la macchina e gli mostrò il flusso canalizzatore. Quando lo vide, gli occhi di Doc Brown si illuminarono. Incominciò a saltellare e a gridare, lanciando qualche parola comprensibile tra un guaito di gioia e l'altro. «Funziona! Funziona! Ho inventato qualcosa che funziona!» Abbracciò di slancio Marty e lo baciò sonoramente sulla guancia. «È grandioso! È magnifico! Non posso crederci!» Ma era ovvio che ci credeva, perché subito dopo si piazzò tutto impetito, come se si rivolgesse a un pubblico sceltissimo. «Signore e signori, membri del Comitato Nobel, per me è un grande onore accettare il premio Nobel per l'anno 1900... In che anno riceverò il premio Nobel?» Poi, senza lasciare il ragazzo il tempo di rispondere, agitò le mani e continuò. «No, no, no, aspetta, non dirmelo! Non voglio saperlo, così sarà una splendida sorpresa! Nessuno dovrebbe sapere troppo del proprio destino!» Sembrava sul punto di rivolgersi di nuovo al pubblico immaginario quando un lampo gli passò sul volto. «Ehi! Aspetta un momento! Cerchiamo di chiarire una cosa! Mi hai detto che, a parte un cane, tu sei stato la mia prima cavia!» «Appunto! E hai detto che ti ho lasciato bloccato qui nel 1955!» Marty annuì. «Perché mai avrei fatto una cosa simile? Io sono uno scienziato responsabile. Tutti i collaudi che ho effettuato non comportavano il minimo pericolo. Non avrei mai mandato un ragazzo indietro nel tempo per abbandonarcelo.» «Non l'hai fatto apposta, Doc. È stato un incidente. Sono intervenute altre persone. Anzi, la faccenda è messa sul pesante.» «Sul pesante? E cosa c'entra il peso su questo problema?» «Oh, scusa, è solo un modo di dire. Vedi, quello che è successo dopo il primo...» «Aspetta! Non dirmi niente! Potrebbe essere pericoloso se sapessi troppo del futuro. Anche il fatto stesso che tu sia qui costituisce un rischio. Potremmo, senza volere, cambiare il corso della storia.» «Non credo. Io sono un tipo molto normale.» «Non hai capito.
Una sola molecola, un solo atomo fuori posto, potrebbe distruggere l'intera trama del continuum spazio-temporale. Quindi dobbiamo stare attenti a non far nulla di significativo. Marty alzò le spalle. Mostrami come funziona questo coso. Dobbiamo rimandarti indietro nel futuro! Per me va benissimo, ma non sono un esperto. Mi hai fornito spiegazioni per un paio di minuti nel 1985 e tutto è finito lì. Perché così poco? Se dovevi essere il mio soggetto, perché non ti ho dato spiegazioni chiare e complete? È un'azione da irresponsabile, mandare un ragazzo 30 anni indietro nel passato senza istruzioni adeguate. Marty sorrise. Doc Brown parlava come se stesse criticando qualcun altro, mentre in realtà parlava di ciò che lui stesso avrebbe fatto in futuro. No, Doc, non ti sei comportato da responsabile. Vedi, ci avevano attaccati. Si interruppe. Doveva riferire a Doc Brown come era stato ucciso? Non gli sembrava molto appropriato e soprattutto non era simpatico. Giustissimo, ragazzo mio. Non addentriamoci nei particolari. Già così so anche troppo. Come, Doc? Non ti ho detto niente di importante. Ah, no? Anzitutto mi hai detto che ho inventato una macchina del tempo e questa è una notizia sensazionale, non soltanto per me, ma per l'intera comunità scientifica. E poi c'è la vittoria dei Miracle Mets nel 1969 e Ronald Reagan presidente. Ma questo l'hai detto per scherzare, vero? Sì. Bene. Un'ora più tardi, quando ebbe compreso come funzionava la macchina del tempo, Doc Brown tirò fuori la borsa che conteneva gli oggetti appartenutigli nel 1985 e incominciò a esaminarli uno a uno. Questi vestiti sono tutti di cotone. Ero assolutamente convinto che nel 1985 avremmo usato indumenti di carta usa e getta. Non è un grande miglioramento. Poi scoprì una copia di Playboy. La sfogliò. E per poco non la lasciò cadere alla vista del paginone centrale in tutto il suo splendore. Ehi! All'improvviso, il futuro mi appare molto più affascinante. Girò il foglio da ogni parte. È pazzesco! Eccomi qui a guardare con gli occhi di fuori una donna che non è ancora nata. Già, ma se vuoi restare di sasso, dai un po' un'occhiata a questo. Da qualche minuto si era dato da fare per regolare la telecamera, in modo che fosse possibile vedere la registrazione effettuata nel parcheggio del Twin Pines Mall. Adesso era pronto a cominciare. «Preparati a uno shock», disse premendo il tasto ON. Apparve l'immagine del Doc Brown del 1985, lanciato nel preambolo di quello che aveva chiamato l'esperimento temporale numero 1. «Chi è questo tizio? Ehi, ma sono io!» Guardami! Sono un vecchio! Però non ho poi un brutto aspetto per un Matusalemme. Oh, grazie a Dio avrò ancora i capelli. Sai, nella mia famiglia la calvizie è molto comune. Persino tra le donne. Ma cosa diavolo ho addosso? Una tuta antiradiazioni. Certo! Per le conseguenze delle guerre atomiche! No, Doc, non ci sono state. Lascia perdere, non dirmelo! Scusa se ne ho parlato. Devo evitare di apprendere troppe cose del futuro e perciò non devo fare osservazioni del genere. Però questo è sorprendente. Uno studio televisivo portatile. Non avrei mai immaginato che... Stai a vedere, questa è la parte più importante. Il Doc Brown del 1955 restò inchiodato, mentre il Doc Brown del 1985 spiegava che la sua macchina del tempo era alimentata dal plutonio. Il Marty McFly del 1985, perfettamente identico al Marty del 1955, ascoltò i commenti dello scienziato e poi chiese dal video: Plutonio, puoi dire che quest'aggeggio è nucleare? No, no! Quest'aggeggio è elettrico! Ma ci vuole una reazione nucleare per generare gli 1,21 gigawatt di elettricità che mi servono. Il flusso canalizzatore li immagazzina e poi li scarica tutti in una volta, come un fulmine colossale. Che cosa ha appena detto quel vecchio? Fammelo rivedere! Marty riportò indietro la registrazione e ripeté il brano. Dale gli 1,21 gigawatt di elettricità che mi... Grande Giove! Ha detto 1,21 gigawatt? Per tutti i diavoli! 1,21 gigawatt! Girò sui tacchi e corse fuori dal garage.
Marty bloccò la registrazione e lo inseguì. Doc! Ehi, Doc! Cosa c'è? Quando lo raggiunse, Doc Brown era già in una stanza di casa sua che riservava la pittura. Le pareti erano ornate da ritratti di inventori e scienziati famosi come Albert Einstein, Benjamin Franklin, Isaac Newton e Thomas Edison. Al centro dell'ambiente spoglio c'era un cavalletto con un'enorme tela. Doc Brown era lì accanto, agitatissimo. Brandiva un pennello e muoveva le braccia in grandi archi, come un mulino a vento in avaria. Ogni volta che il pennello toccava la tela, appariva un grandissimo segno rosso. 1,21 gigawatt! Borbottava senza interrompere quella specie di danza nervosa. Marty si fermò a guardarlo. Era sicuro che il suo amico fosse ammattito. Un pensiero spaventoso lo colpì. E se il Doc Brown del 1955 avesse perso la ragione nel vedere se stesso registrato sul videotape? Se lo shock era stato troppo forte, questo non significava che il futuro era saltato? Un Doc Brown del 1955, se fosse diventato pazzo, non avrebbe potuto inventare 30 anni dopo la macchina del tempo. In tal caso, Marty McFly sarebbe rimasto prigioniero nel 1955? Oppure il Marty del 1985 non avrebbe mai conosciuto Doc Brown? Scosse la testa. Per la verità non riusciva neppure a comprendere chi era e dov'era. Era il vero Marty McFly colui che si trovava in quel punto del tempo? Oppure era soltanto un clone, per così dire, un clone emesso dall'altro se stesso? Se gli fosse accaduto qualcosa ora, sarebbe nato ancora nel 1968? Era addirittura possibile che ci potessero essere due Marty McFly separati da 30 anni di età e che forse si sarebbero incontrati nel futuro? Doc Brown aveva smesso di dipingere per un momento. Stava guardando il ritratto di Thomas Edison. Tom, come posso ottenere quel tipo di potenza? Non è possibile, vero? Stropicciò il pennello sulla tavolozza e aggredì di nuovo la tela. Marty gli andò di fianco. Doc, che cosa succede? Che cosa fai? Dipingo! Dipingo sempre quando non riesco a capire un problema! Marty pensò che era meglio assecondarlo. Allora usa il verde. Il verde è il tuo colore. Davvero? E come lo sai? Lo so. Fidati di me. Brown lo fissò per un attimo. Poi schizzò una massa di verde sulla tavolozza e trasferì sulla tela alcune energiche pennellate. Quasi immediatamente si calmò. Sì! Hai ragione. Così va molto meglio. Lo sapevo. Attese qualche momento prima di riesumare il problema. L'idea di far precipitare Doc Brown in un'altra crisi non era molto allettante, ma aveva un bisogno disperato di scoprire ciò che gli stava a cuore. Doc, sarà possibile farmi tornare nel 1985? Doc Brown posò il pennello e sospirò. Marty, mi dispiace, ma 1,21 gigawatt sono troppi. Non sono in grado di procurarmi una simile potenza. Temo che tu sia condannato a rimanere qui.